Ok ragazzi, buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati. Questa è una live uh, insolita e molto, molto, molto ben voluta da, da sottoscritto. Ciao intanto a chi si è già collegato: Simone, Cristian, Matteo. Allora, questa sera... Abbiamo un ospite incredibile che, nonostante abbia messo l'indovina a chi, serve a poco perché fondamentalmente lo sapete dal titolo e tutto, ha uh, accettato di partecipare a questa live con me e veramente gliene sono grato di cuore. Un personaggio che, uh, per quanto mi riguarda, è ormai da un bel po' di tempo uno dei miei punti di riferimento per quanto riguarda la divulgazione uh, cinematografica su YouTube. Assolutamente una preparazione enorme, ma... Bando alle ciance direi di, di chiamarlo e di presentarlo è qui con noi stasera niente proprio di meno che Federico Frusciante. Eh, salve a tutti. Ciao, Possiamo ciao Fede. Qui. Buonasera, ciao, ciao. buonasera. Ciao Matteo piacere, è a me di qui. piacere, piacere, anche se appunto abbiamo parlucchiato un po' ma è comunque la prima volta che c'è un qualcosa insieme. Allora, innanzitutto uh, volevo appunto, visto che è il mio canale ma uh, mh, ospito te che sei decisamente una personalità molto più importante su, sul web, okay. ci tenevo innanzitutto a spiegarti <ride> un pochino cosa faccio io, insomma chi sono io, cosa faccio io e poi volevo lasciare una, una presentazione uh, fatta da te, visto che immagino che oltre alle persone che sono venute in questa live dal tuo canale, tanti che magari seguono me, non è detto che conoscano te, seguono appunto divulgazione cinematografica su, su YouTube. Quindi, allora io appunto mi chiamo Matteo e in realtà questo non è il mio primo approdo su youtube eh, perché appunto io ho iniziato un paio d'anni fa con un canale in cui volevo parlare di cinema eh, che poi ovviamente non è decollato troppi impegni e poi soprattutto scontrarsi con dei giganti come, come te o come altri sul web adesso su un argomento così tosto come il cinema non è semplice quindi poi ho aperto questo canale dopo un paio d'anni che si è focalizzato principalmente sul gaming però ho preso ancora una volta un po' coraggio, ho detto, sai che c'è, io comunque di base volevo parlare di cinema, visto che sto facendo un mio percorso formativo personale da un po' di tempo, e provo a buttarci qualche video, quindi ho iniziato da poco a mettere qualche contenuto sul cinema anche in questo canale. Quindi tutto qui, il canale è ancora molto, molto modesto, ma insomma si fa quel che si può niente, volevo appunto lasciare la parola a te uh, spiegare un po' cosa fai chi sei sul web, chi sei nella vita insomma allora, eh, allora per quanto riguarda me io sono Federico Frusciante, sono di Livorno si dovrebbe sentire abbastanza ah sì, fateci e, sapere sicuramente se, se va tutto bene il lato audio sia mio che, certo. che di Federico e per il resto che ti devo dire gestisco una videoteca da 22 anni e suono da più di 30, eh, adoro la musica, il cinema e mia moglie, queste sono le tre cose. Eh, direi che e meglio poi è così per botta di culo sono rifinito grazie a Ricaoni in rete, su, sul tubo. A fare le e recensioni, iniziare a, sì. a fare monografie, Invece a fare... In realtà nacque tutto come scherzo, nel senso che loro mi vennero, erano amici, mi vennero da riprendere perché facevano uno spettacolo teatrale itinerante per l'Italia. Okay. si chiamavano okay. caoni per show ed era una specie di saturday night live si parla del 2007-2008 quindi loro andavano in giro e, e chiaramente era mh, tre quarti di spettacolo live e un quarto di filmati come in saturday night live e certo. il, questo spettacolo veniva aperto e chiuso con due minuti di miei dissacranti recensioni che okay, erano ma girate appuntavi... anche okay. Okay. erano anche girate appositamente insomma per far ridere di più cioè erano un po' sketch, insomma. Che... Sì, però quello che dicevo comunque è quello che pensavo, magari chiaro, esaltato chiaro. un po' per far ridere, ma è sempre quello che pensavo. E poi la collaborazione si è conclusa. Hanno avuto altre cose da fare nel 2014? ho aperto il mio canale YouTube. Che te dice quelli tra i grandi? Io invece ho poco più di 50. No, allora specie. io so che, so I, che i numeri sono 500.000. Io so che i numeri sono un po' una rogna, nel senso che se uno, se uno E questo è l'esempio lampante, secondo me, che se uno guarda i numeri, uno dice cavolo, uno come il frusciante. Ignorantemente, per quanto mi riguarda, dovrebbe avere centinaia di migliaia di iscritti. Uh, io parlavo per quanto mi riguarda su, sui tuoi contenuti, cioè su quello che ha rappresentato per me scoprire un canale come il tuo. Che dei numeri me ne sbatto: ho trovato qualcosa che mi ha aiutato. E quindi, secondo me, a livello di qualità, di competenza e anche di carisma, sei sicuramente, uh, per quanto mi riguarda, il migliore che c'è in Italia. Poi è una. È per questo che ho chiesto a te, cioè, semplicemente. Poi i numeri, lasciano, i numeri lasciano il tempo che trovano, ovviamente. Ma quindi questa no, cosa però... della, vid della videoteca che è, che è veramente un po' surreale per alcuni pensarlo nel 2021. No? So benissimo che tu ti scontri spesso con Io questa tematica. ho l'idea che sia abbastanza surreale che non ci siano più videoteche nel 2021, è come se ah, non no, ci perché? fossero più biblioteche o librerie. O negozi di dischi, se scompare tutto questo, io lo trovo surreale. Questo. È, è un po' triste, è un po' triste, decisamente. Ma... Sembra di essere in un film di Manuel, cioè <ride> distopico, la la cultura, quasi, cul la cultura, anche quella, diciamo anche commerciale, viene distrutta, cioè, quindi, non lo so, io, ma io ne, ne, ne parlavo questo tra l'altro. l'argomento è un po' particolare perché, insomma, gestendo negli due anni, ho visto tutte le. L'evoluzione anche perché io ho 47 anni e non ho 12, quindi ho visto tutta l'evoluzione, tanta evoluzione del cinema nella mia coscienza dagli anni 80 più o meno ora. E quindi ho visto quasi 40 anni di cinema, insomma. eh, ci credo. Cioè, visto hai visto anche, anche... i vari forma... i vari supporti che si sono susseguiti. Sì. Che... E' per quello che non sono mai d'accordo sui, su... 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 sui discorsi sul supporto. Che quando hanno detto che l'on demand è il cambio di supporto, no, come poteva essere la VHS al DVD, no, assolutamente no. Il DVD lo gestivo io che gestivo il VHS prima. anche perché è il DVD no. che è arrivato circa ah, nel 2000, il, no? 2001, 2001, 2001. Eh, 2001. Eh, ma poi quello un... che intendo dire che è proprio la gestione. Cioè, no, un conto è cambiare il supporto, un conto è cambiare il mezzo e la mentalità, cioè sì, il modo di fruire il mezzo, è di quello. Sì, che ora sono abituati a vedere on demand non è un qualcosa di, di palpabile non è tuo cioè, il mezzo non ha avuto un cambiamento noi abbiamo noleggiato di più quando sono arrivati i dvd certo. di meno uguale certo. quando sono usciti i blu ray queste cose Anche con -ray, pens pensavo che ray pensavo meno col blu ray il, no i blu ray lì per lì ha iniziato a andare molto solo che secondo me Probabilmente per un sistema di mercato che già puntava all'on demand. Perché noi siamo in ritardo di 7-8 anni, quindi in America era già tutto così. Ah, sì, Netflix e, era già da mo' in America. E, certo. e, e quindi eh, non gli è stato dato la, la, la vera forza al Blu-ray perché dovevano essere eliminati completamente i DVD come hanno fatto con le VHS. Ah, sì, non è stato un soppiantare, cioè è stato un aggiungere. Eh, un Aggiungere, eh, non, è un aggiung aggiungere esatto. non porta niente di nuovo. Invece esatto. la gente la abitui. All'HD a vederla bene, una cosa ad averci dei contenuti per ore ad averci persone che ti consigliano, avresti anche cresciuto le persone in maniera diversa chiaramente perché sarebbero solo state abituate sempre a vedere il film in 1080 o 4K, cioè non è questione Sì, Quindi sì, la risoluzione è che se ne frega poi si sarebbero spostate anche sull'illegale, vedendoli a cazzo di cane registrati al cinema, non l'avrebbe mai accettato. Invece, il fatto di non aver fatto diventare quello. Il, il formato portante, secondo me, è una man manovra già preventiva del fatto che avevano già capito che, guarda, il mm. 3D hanno ma fatto un po' di Ma il 3D, binare, venduto... 3D ancora, siamo ancora nella preistoria col 3D, eh, 3D cioè. ma perché hanno venduto una cosa come un miliardo di televisioni e c'è mille di blu-ray e basta, e ora non le fanno più. Certo, certo, non ne fanno quindi più perché non, non... c'è domanda sostanzialmente. La domanda non c'è perché praticamente on demanda la roba in 3D non viene praticamente mandata e è difficilissimo dare certo, la qualità. Certo. E quindi via il 3D. Non è, tutto è collegato. Ah, ma no, non pensi che forse il, è una riflessione mia, è che la, diciamo il salto anche proprio di, di tecnologia che c'è stato, ad esempio, tra la VHS e il DVD è stato molto più, molto più importante rispetto tra il DVD e il Blu-ray, che sì, miglior risoluzione, miglior... però alla fine è sempre un disco, è sempre digitalizzato, è sempre... No, no, no. Secondo no, me è stato il problema di vederlo con un disco, perché in realtà il Blu-ray è tutt'altra cosa, non è un DVD, non, è un... non usa assolutamente il sistema di lettura di DVD, né il sistema di programmazione, né... È solo, non è neanche solo un, qua, un salto qualitativo, no? è stato lo stesso salto qualitativo che c'era al VHS e al DVD. La qualità è migliorata in maniera. Un, un, un vero bel Blu-ray nuovo, un Elysium sì. il DVD, si vede 10 volte peggio che in Blu-ray. Ah, beh, chiaro, volte. chiaro, chiaro. Proprio la risoluzione okay, quindi cambia. Il certo, certo. dico io è, se ti abitui le persone ad avere una. come le hai abituate col DVD a volere i contenuti, a volere una visione del Formato giusto in 16, noni e via dicendo, che poi ha cambiato le televisioni in casa. No, il chiaro, chiaro, perché non stare... si poteva più tenere eh, il quattro terzi eh, è il cioè... perché tutti diciamo, avevano. Sto taglio eh certo. le bande nere, Le bande nere che la gente veniva non da vedo un cazzo dicendomi, dicendomi non va il DVD perché c'è il sopra e il sotto nero e a cercare di spiegargli che in realtà vedeva questo pezzo più in più. No, alcuni che ma... li dovevi oh. flippare alcuni che avevano i due sì, lati li dovevi flippare esatto. e B. la gente dice sì, amica sì, finisce, finisce qua che cazzo devo fare adesso non, eh, non so primo, devo... I primissimi poi il primo disco a doppio strato fu Matrix primo disco sì. doppio? pensate yes. che, 2003. Che non dovevi più cambiare che non dovevi più cambiare subito, subito non fecero in tempo di farti comprare i dvd che poi li dovuti ricomprare perché quelli che avevano fatto non avevano la lettura del doppio strato quindi pensate pensa che assurdità sì, sì, sì. E quindi secondo me quello è stato il punto il DVD ha dato un cambiamento perché io sono dell'idea che in una società consumista e capitalista come questa eh, tutto sia pilotato da chi vuole pilotare le vendite e se volevano davvero far diventare i Blu-ray Netflix lo facevano non l'hanno voluto fare perché non c'era il, il guadagno hanno investito arrivava... semplicemente in alto hanno, hanno investito, investito in, alto. in qualcosa che costava molto meno che non, non, aveva, non aveva ciccia, non aveva ciccia, cioè ciccia, troppi costosa, soldi, troppi, certo, soldi, troppi certo. soldi. Quindi i collezionisti rimangono, il Blu-ray resta normale, però cioè è ormai diventata anche una cosa un po' monotematica. Questa nel senso che non si parla d'altro che della scomparsa. Ormai, dei, ma no, ma no, io volevo, infatti, non volevo no, entrare ma, in questo ginepraio. ci no, eh, mancherebbe di di Netflix e cose del genere. Ma infatti, io quello che penso la tagliamo, la tagliamo, tagliamo subito. Era... No, no, ma poi nessuno nemmeno ha capito quello che penso, quindi perché. No, no, allora io penso che. che allora nessuno semplicemente si possa mettere nell'ottica uh, di una persona che per vivere e per grande passione da 30 anni faceva questa cosa, cioè divulgava in questo modo. È ovvio che quando questo mezzo, questo servizio quasi sembra non servire più, chi fruisce di altro se ne frega, chi invece è, è colui che porgeva e dava il servizio, dice. Ma quindi adesso cosa facciamo? Cioè, sì, è questo ovvio. è giusto perché è una cosa mia personale, ma io l'avrei vista così anche se non fossi un videotecaro. No, ci credo, è ma perché una, tu hai questa è mentalità? Ma una condizione di cose che. Non è detto. Io sono dell'idea, come ho detto, ve eh, dico mille volte, che la tecnologia deve andare avanti, eh, ma non è detto che per forza un avanzamento tecnologico sia una, un progresso. Un progresso, per okay, ok. Se no, anche la bomba atomica, che era un bel avanzamento tecnologico, è un progresso per l'umanità. Beh, dipende sicuri. sempre appunto dal fine dal fine, o da quello che poi farai con quella tecnologia che hai creato. Eh, appunto, cioè... la tecnologia in un mondo capitalista, consumista come questo, porta solo a portare i consumatori a comprare quello che vogliono. Che vogliono? Lo hanno certo. Comprate questo perché ci si guadagna di più noi, non perché è più bello. La gente, però pensa chiaramente come quando guarda la pubblicità alla televisione di un qualsiasi marca di paio di scarpe o di, boh, di, di un merendino che sia il merendino più buono del mondo. Poi lo va a comprare di Artone. Certo, o magari lo fanno, lo fanno dieci ditte, sì, ma è pubblicizzata una, le altre una, sono tutte uguali. Perché quello invece da 29 centesimi invece da 3 euro è più buono perché lo fanno via accanto a un 20 ecco magari. E questo è quello che dico. Cioè, ora ormai è tutto pilotato, lo notiamo dalle piccolezze. Pensa ad un film come Sonic, che già chiamarlo film, comunque, e si <ride> pensa che per sei mesi una polemica su internet è stata quella che Assurdo. non gli come l'avevano fatto hanno rotto i coglioni il pubblico per cambiare il design di un regista, uno sceneggiatore a DC e lo hanno pure accettato, è tutto finito. Allora, a prescindere Perché dal il fatto che. Per ad... decidere che cosa cazzo deve fare un artista, allora il pubblico si mette a fare regista, no? No, si mette a assolutamente. Il il sceneggiatore, io la trovo una cosa fuori dal mondo, no? Ed è è un fuori dal Secondo me è dovuta purtroppo da lì, dalla possibilità di poter commentare troppo velocemente subito, cosa che è nata. Lo vedevo io perché io non è che non guardavo le serie TV, guardavo l'ost e come guardavo l'ost, ogni tre secondi sotto Sky veniva scritto: Vai a commentare, e dici qual è il personaggio che ti piace di più, qual è il personaggio che ti piace di meno. E perché? perché <ride> i sondaggio. A fine anno lo stempiano, a fine anno, nella, nella, nella stagione dopo, non c'è più. E quindi è una cosa che è nata dal dovere avere pubblico e se in televisione lo comprendo, perché la televisione è essenzialmente un mezzo commerciale anche quando ti dà delle serie tv ben fatte, il cinema non è solo un mezzo commerciale, è un mezzo è anche artistico. E quindi esatto. ogni tanto si confondono le due cose. Poi per il resto me ne frega niente perché tanto io se fossi avuto, avuto la videoteca, fossi una rockstar, fossi uno spazzino, vorrei avere la mia copia come voglio il mio libro e non voglio una cosa che si sfoglia su una cosa dura. Perché certo. l'idea del libro, secondo me, è proprio il tramandare, il passare, lo stropicciare. Per me è però il, li il libro, è secondo me, è dalla sua, antichi. il libro, secondo me, dalla sua, a che quando tu fruisci di un libro, hai costantemente il mezzo fisico in mano. Quando invece tu butti un DVD per le due ore del film, tu lo vedi a schermo. Quando fai partire un film da Netflix, per quelle due ore tu lo vedi a schermo. Quindi, per la gente sì, però, è la stessa però, cosa, a livello di... non è la stessa cosa, però. Eh, prima di tutto perché comprando un blu-ray o noleggiandolo ti fai partire una catena di, ah, lavoro, quello di, sicuro, di lavoratori. Quello sicuro, quello si sicuramente. Se si parla poi del livello sociale la distruzione è ancora più completa. Non parliamo delle fabbriche di DVD, di, di, di ogni attrezzo che hanno chiuso, Lo lasciamo perdere. Nessuno ne parla tanto, non parliamo di come la SIA in Italia non abbia fatto niente contro lo streaming illegale, figuriamoci, quello legale. Ah, quello è tutto un altro discorso. L'antitrust discor si è dimenticato di noi perché l'antitrust permette di fare abbonamenti a 6, 4, 3 euro. Ora dimmi te, se è così il mondo. Vabbè. Chiudendo questo discorso: chiudendo io, questo parlo discorso, voglio di no, di infatti infatti di parlare di, di cinema nuovo perché, se no, non si capisce, non sono un passatista, io. No, o no, io lo so, in infatti io ho degli argomenti per te nuovi. Guarda, ce li ho, 600 film nuovi l'anno. Ce li ho, ce li ho, ce li ho. Quindi eh, nel mio canale in realtà si parla di roba nuova come di roba vecchia, ma perché la roba, il classico, è come, non lo so, è come ascoltare... Uh, un pezzo garage dei flash tons e non sapevi che c'era i Sonics io ti dico guarda c'è i Sonics se vuoi prova ad ascoltare è tutta una questione guardi, di background se un... cioè guardi di... Seven che è un bel thriller io ti dico sì è bello non è un capolavoro per me perché c'è la donna che visse due volte guardalo è in capolavoro, sì. Però se, Seven e è... ti dico, guardati anche Seven, ti dico, guarda. Certamente è chiaro di... che io, se, quando parlo di, di cinema o di film con i miei amici, così dico sempre che quello che guardi lo devi contestualizzare, spazio, tempo, soprattutto tempo. In questo caso, è chiaro che se uno mi dice, sì, vabbè, ma guardo Seven, è super cupo, super eh, c'ha questa cosa, questa cattiveria del thriller, appunto, un po' moderno anche a livello visivo, La donna che visse due volte è un film che ha quelle caratteristiche ma riportate nell'epoca in cui è uscito il film ovviamente eh, non mi puoi fare eh allora il parallelismo si guardino, eh, si guardino eh. Blade Runner che eh, è, praticamente esatto. è la fotografia di Seven è la stessa e, certo. e Fincher ha, ha fatto un gran bel film ma non ha durato molta fatica ha fatto top, prendiamo Blade Runner e li abbiamo nei vent'anni la fotografia è identica, piove sempre sì, sì, è la Comunque, classica cosa la Fincher, eh, cupissimo tutto l'eco. Il io è che Seven è un gran film degli anni 90. Io quando l'ho visto mi ero vecchio, cioè, quindi avevo 25 anni e mi piace tantissimo. Ho fatto la monografia di Fincher. Non sì, è sì, l'ho vista. Io cerco solo di far capire che quando una, una, una cosa è un'opera d'arte, non è che ha tempo, non è che si può dire. Vabbè, Beethoven è vecchio, cioè, ragazzi. Esatto. Si può nemmeno dire eh, Hendrix è vecchio, cioè ci sono alcune cose che non invecchiano. Non invecchiano, e soprattutto che... hanno formato, hanno ma... creato le fondamenta. Il, problema, per che... il problema è che andrebbe fatto capire, io, cioè, io quando li consiglio ai negozi classici, li consiglio sempre in questa maniera, stai guardando un film, è ambientato negli anni 50 o 40 o 60 o 30, è in bianco e nero, non è in bianco e nero, per non contestualizzare il film nell'epoca e basta pensa che stai guardando un film di adesso ambientato in quegli anni, quindi ha delle facce, dei costumi che sono perfetti perché è di quegli anni, certo quindi guarda come se quando i Cone hanno fatto l'uomo che non c'era, bianco e nero, sembra un film degli anni 40, eppure la gente c'è andata. Di Però, Lighthouse, eh, parlando se di Istanbul. Se, se io prendo Lighthouse, lo porto a uno, eh, eh, un po' magari non in HD, faccio, questo è un, è un film del 69 di Bergman, non sa un cazzo, per lui è un film del 69 Bergman è per quello che dico guarda che non invecchia, cioè, certo. la cosa belle rimangono belle, quindi eh, non vedo perché il cinema vada cancellato dopo un periodo che sinceramente mi dispiace, ma negli anni del XXI secolo è diventato molto più effetto speciale che il cinema. Esatto, è ma infatti grande, secondo me il concetto... Caro. Il concetto di vecchio, che tu, di cui tu stai parlando, della gente che dice: erano no, film. Effetti speciali, Sono gli effetti speciali. Questo ritmo, forse è nato che nell'80% dei casi non serve a nulla. E non vuol dire che il film è ritmato, è semplicemente montato all'epilettico. Io eh. ti dico che la cosa assurda è che non si parla di Seven, ma se parli con un ragazzino di 15 anni di ora, di 16. 17, Seven è lento. Eh. È lento ed è vecchio anche Seven, no. è vero. È Quindi vero. stiamo attenti è vero. Che il silenzio degli innocenti è super lento per i bimbetti di diventare. Che anni. palle, sì, 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 certo, certo. C'è cioè il certo. ritmo omicidiale, quindi la lentezza ormai sta diventando, è calcolata in una maniera un po' diversa. Sì, no, è la, quella io quella quando la sento calcoli. la parola lentezza, quando magari parlo di un film che me ha gasato che un macello e, e mi dicono è lento, a parte che cazzo vuol dire lento, dura 120 minuti e sono 120 minuti. È lento cosa vuol dire? che che se tu non riesci magari ad entrare nel mood Quei 120 minuti Ti distrai ma probabilmente Secondo me Mio modesto parere lo stai magari guardando Nel modo sbagliato semplicemente Il problema è che non lo stai Guardando lo stai osservando Sì eh, magari non avevi retti. Neanche non avevi cioè io penso che eh, C'è un problema secondo me Che è alla base no? di queste cose eh, il problema è che queste persone, di questo film di Fulci, non gliene frega niente se non, se, se non sono amanti di horror o di altra cosa. la cosa lì di Carpenter, che è meravigliosamente lì dietro di te, cioè, capolavoro? La gente si, si ricorda quella del 2012. Cioè. Mamma mia, cioè, vogliono i remake, che poi poverino ci hanno anche provato, ma sei andato contro la cosa. Anche sta eh, cosa è, dei remake è incredibile. Il fatto che ce ne siano così si tanti si vuol dire che l'offerta c'è. La domanda c'è. Nel peggio ci sono 25 remake... Ma ancora The Grudge, veramente, ancora The Grudge. Ancora The Grudge. Cioè. Il 46esimo Grudge. Che poi io Marvel. dico, io dico, io dico, ma se tu sei un fan, tra virgolette, sei una di queste personalità che eh, non riesce magari a, ad apprezzare anche un certo, di cinema, certo tipo di cinema di qualche anno fa, chiamiamolo così, e tu ti guardi sì. l'ennesimo remake di un film che magari hai già visto, ma... E, e sei anche, hai anche il coraggio di dire che ti intrattiene Ti gasa e tutto A parte che è la stessa storia Non potrà mai avere la stessa Idea di chi ha creato la sceneggiatura Perché non è sua E quindi perché tu perdi del tempo A guardare una cosa che hai già visto Fatta da chi l'ha pensato, da chi l'ha ideato Che al 99.9% Sarà una copia Una Ma copia poi, che non è Sai qual è il problema? Il problema è che ci sono dei remake meravigliosi Nella storia del cinema sono, sì ma sono remake diversi rem no, ma perché se il remake lo, cioè, lo decide di fare Herzog eh, eh, questo Aura, remake, eh questo è un remake se Gas Van Sant decide di rifare Psycho il modello inquadratura per inquadratura come fosse uoreoliano il modello può partire anni 60 è un lavoro se fanno il remake che ne so Ce ne sono stati molti belli, Carpenter lì dietro, la cosa dell'altro. Ah, eh, sì, certo, questo, questo è un remake è di Amordocchi. Sì. Eh, se prende Carpenter un film, è Carpenter. Cioè, e poi stiamo se, parlando se di remake. Guardi, i remake più belli della storia, se si guarda anche i remake belli, quelli belli sono fatti da autori. Certo. L'autore crea un remake buono, bello, diverso, pur avvicinandosi a e ne fa se una nuova identità mano, se te le da, lo dai in mano a uno shooter qualsiasi, che lui che, che giri una pubblicità della BMW, una modella a peora 4500 <ride> indiani che si sparano, l'astronavi oppure una e pulisce intera, tanto lui lo monta a cazzo di anni e riprende delle riparte, non gli interessa, lui gli interessa il giocattolo, c'ha cioè la macchina da presa e perché riprende, sa che il franchise, lo... che il nome e funziona, quindi chi è se ne un frega shooter. È uno shooter, lo sh shooter non l'ho inventato io, l'ha inventato sempre Carpenter. Quando a metà anni 90 li chiesero, ma questi nuovi registi, parlava di Michael Bay, Nisper, come ti sembra, c ma questi non sono registi, li vediamo, noi siamo i registi, loro questi sono shooter. Punto. Eh, cioè, questa è gente so. che chiamano per fare delle fotografie e metterne una dietro l'altra. Certo. Perché se te ti metti a contare il montaggio di questi film lì... Ogni scena non dura più di uno, due, tre secondi sullo schermo. Ah, perché non c'è regia, perché no, non c'è reg vera no, regia. No, ma c'era chi riusciva a farlo, guarda, perché anche qui, perché non c'è avanguardia ma solo pochi intellettuali che non hanno. Cioè, eh, Godard, fino all'ultimo respiro, quando Jean-Paul Belmondo è in macchina all'inizio e parla sfondando la quarta parete al, al, allo spettatore raccontando, c'è un montaggio... Scavalca il campo. C'è un montaggio allucinante dentro questa macchina, cambia ogni secondo per due minuti. Ma è un senso narrativo. È voluto, è una scelta ma di è, montaggio. Ma il problema è, è proprio narrativa, che vuol dire che porta avanti la linea della storia. Il problema di questo montaggio lì è che non è che è, 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 usano una scena dove serve quel montaggio perché vuole narrativamente portarti in questa situazione. Ogni quarto d'ora c'è una scena di montata così perché così deve essere. Perché se no e te che ti occupi di videogiochi, se no l'attenzione cade. Ah certo, siccome, certo. Si, siccome si punta al ragazzo che gioca molto al videogioco, quello più scrauso tra gli quelli meno intellettuali, quelli più spacca e spara, spara, poi ti fermi e guardi 5 minuti di filmato e poi vuoi risparare altri 10 minuti. Il cinema un po' ha seguito questa cosa in alcuni schemi, l'ha fatto a schemi. No, sì, però così quindi... come dici tu va a mancare la parte lunica? Esatto, cioè, no, è un gioco che... cazzo. No, no, e ma io sì. facendo così, come, di, come stai dicendo tu, che effettivamente quello che succede, va a mancare quel discorso di l'arte va subita. Cioè, io non ti do quello che vuoi tu perché so Però... che ti piace. Io ti do quello che voglio io. E tu, se vuoi, te lo puppi lo giudichi, lo prendi, lo incassi e poi ci fai la tua valutazione. Ma non è che io ti ma devo certo. dare una cosa che ha dei canoni perché qualcuno ha deciso che quei canoni piacciono, fanno salire l'indicatore quindi la monetina sale e siamo tutti felici non, non funziona, cioè poi, non dovrebbe funzionare così, poi, non dovrebbe poi io so strano, cioè io sono dell'idea che ognuno deve guardare con quelle di fare fare quelle di fare, però trovo veramente insopportabile eh, il modo quello è insopportabile il modo veramente in cui ci si approccia al cinema con questa bassezza se si approcciasse così al teatro ci si approcciasse così alla letteratura io sento gente che parla di cinema che io non, non lo so non, non, non lo so non, non sa distinguere fra fucci e bava allora non parlare cioè, o perlomeno parla di quello che sai no parte. ma soprattutto ci vuole onestà cioè io, io che sto facendo Però, un mio percorso sai, io, non ho la presunzione io, io, di, di dire certe cose no cioè parli io, di quello che, che sai insomma io parlo solo di quello che so perché così mi ha insegnato il mio nonno e così... Io fa. di calcio non parlo perché del calcio me ne frega un cazzo quindi di calcio... Io non calcio parlo. parlo di calcio, io non ci capisco una sega. Ma, ma infatti... Non capisco un cazzo nemmeno di opera. Cioè io ascolto la musica classica ma se mi chiedi di parlarne io non so leggere nemmeno uno spartito come faccio a parlare Ma infatti mi ero fatto un punto che ti volevo chiedere che è esattamente collegato a questo, a questo sistema qui. Grazie intanto a Brenda. Uh, C'è una domanda bella di Nicola, intanto te la leggo: che dice: il remake di Old Boy, nonostante sia di Spike Lee, non funziona. Per far funzionare un remake, non basta avere un, bu un buon regista, serve altro certo serve altro perché serve che poi la storia sia eh, adeguata. Infatti, eh, il problema di Old Boy, del remake di Spike Lee è che Old Boy è una storia universale come racconto, ma non lo era assolutamente come messa in scena perché coreano. <ride> è coreano, okay. è certo, Quindi aver trasportato questo in America fa tornare poco il tutto, il tutto, e poi vi state dimenticando una cosa importante, questo che ho fatto la domanda, Spike Lee l'ha fatto per secondo. E quindi Old Boy è un film che andava molto... E poi era già epocale. No, poi giocava su due, o tre colpi di scena, assestati, uno dopo che 40 ti spaccava, minuti, no? uno dopo e cioè... 80 e il finale. Se te hai già visto Old Boy di Partian Walk, quei colpi di scena ti vengono replicati come ben dicevi te prima, il film l'hai già visto. È chiaro che: uno, non subisci la narrazione, due, Spike Lee l'ha dichiarato, l'ha fatto sotto pagamento per Fab Blacksman, quindi è un film su commissione. Meno male, può. perché Black Cunnsman è un bel film, però. È, vabbè. è, è un grande film: e Spike Lee è uno dei migliori registi americani di tutti i assolutamente, tempi. Assolutamente faccia ass... di chi dice di no perché un po'. No, no, no assolutamente. Parascia stare il remake e... di All Boy, che è un discorso che stiamo facendo. Il Remake di Boy è un film sbagliato. Può capitare il film sbagliato? D'altra parte, Spike Lee sta facendo film da 40 anni, mica da un giorno. Cioè, non è che è uno che fa film. Da, 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 da due giorni che dici, vabbè, ha sbagliato il film, cioè Spike Lee nella sua carriera ha fatto 30 film e ne ha sbagliati due, eh. cioè oh, tre, lasciamo perdere. Ha fatto ah, cioè, così, da ad avercene, così ad avercene, così ad avercene dici, no? no, ci fosse ora 20 Spike Lee al giorno. Fa... Vabbè, che ora siamo in un mondo in cui si critica Jordan Peele, il regista di Scappa Mamma in... mia, mostro, Jordan 20. Peele. Infatti, dopo ne parliamo di sì. Jordan Peele. Uh, Brandon, intanto, ha fatto una donazione e dice, Frusciante, ti voglio bene, la tua onestà intellettuale è un faro nella notte di YouTube Italia. Bene, dai. Grazie mille Brenda. Allora, no, infatti ti volevo dire, collegandomi a questo discorso, che mi ero fatto questo punto in cui in generale la visione del cinema, eh, e questo non c'entra niente secondo me col discorso delle piattaforme, del mezzo, è proprio una questione di appunto di eh, approccio, esattamente come hai detto tu, di approccio al medium, eh, all'arte, che è ormai molto più spostata sul prodotto di intrattenimento. Rispetto a questa cosa di io sono un autore, voglio usare questo mezzo per dare un messaggio, raccontare una storia e quindi ti do il mio prodotto e tu lo prendi. Ma secondo te questa cosa è dettata dal fatto che hanno notato a livello di proprio di, uh, pro, di, pro, di producer, di produzioni, che. La serialità nel buttare sempre più roba, sempre più roba, sempre più roba, senza avere questo, questo piedistallo forte, vendeva di più, quindi faceva più, fare più soldi all'industria? O è proprio la gente che ha perso questo, questo gusto e questo modo corretto di approcciarsi a un'arte come quella del cinema? È più una cosa produttiva o è, è più culturale, secondo te? Guarda, io ti dico la verità: secondo me l'approccio più o meno è quello che c'era negli anni '80 che la gente andava a vedere quella merda di cobra, eh che non è che fosse meglio i film muscolari, quelli con no e ma compagnia. ce n'erano alcuni divertenti sarebbe ingiusto buttare tutto no no non tutto chiaramente un gran film Danco era un gran film, però c'erano dietro registi, c'era Walter Hill, c'erano registi negli anni Ottanta. Bexley sapeva fare il suo lavoro, quindi c'erano film molto interessanti. Però c'era roba tipo Cobra che era inaccettabile: c'era cioè roba tipo over the top, c'erano cioè delle cose di stallone che sono diventati stallone dei calci. Tra l'altro, un classico personaggio stranissimo. Ho delle cose di stallone che adoro, come delle cose che detesto a livelli incredibili. Lui, tra l'altro, rispetto che si è molto voluto fare da da solo, Heller, Per esempio Schwarzenegger, che trovo un attore e un autore molto meno interessante di Stallone, eppure è in tantissimi film che io reputo capolavori. Eppure lo reputo un attore di merda, cioè pensa come è strano il mondo. Quindi è stato me messo mi... giusto al posto a me la... giusto al momento. A giusto. Me la gente mi inquadra molto in determinate situazioni, ma non, non capisce molto intransigente e, lo... e a me mi fa schifo Schwarzenegger come attore. Non significa che non mi possa non garbare Conan, perché lì non serviva un attore, ma uno è digrignava di due metri grosso come una camerata. Perfetto, era, era perfetto, perfetto. Eh certo. In Terminator era perfetto. In True Lies è perfetto perché si prende per il culo, quindi la sua credibilità non esiste. Non anche riesce. perché non diventi un'icona a ah. un caso? Okay. Cioè non diventi... eh, mm. No, ok, lui ce l'ha... Stallone invece era un, un autore, uno che scriveva, uno che dirige, insomma è un'altra cosa, eh, però incredibilmente, vedi, eh, pensano che io odi tutta quella roba lì, sono cresciuto, però eh, ti ripeto, il pubblico in realtà andava a vedere tante zozzerie anche negli anni 70, 80, 90, la differenza è vera, purtroppo quella esiste, eh, però è che i mezzi tecnologici di oggi, fortunatamente che abbiamo, se non si, face, non si fa nemmeno questa live, no? non saremmo neanche Alla, qui, esatto. Al telefono, quindi il, il, non è, ripeto, hai ragione, è l'uso che se ne fa, ma non è, un, non è un problema di tecnologia e basta, non è un problema di come l'industria ha indottrinato la gente, quello lo fa da sempre, e da quando esiste lo star system, da quando esiste il capitalismo, lo ripeto, il capitalismo è fatto per indottrinare le persone. Mi me compreso per la magliettina quindi la parte, la industri del, la parte cioè, di industria è del cinema è andata, una, andata verso ehm, quella ehm, direzione il, quel, il, il punto è che è successo che l'industria cinematografica si è trovata in una condizione secondo me in cui vedevano che il cinema veniva usufruito sempre di meno in sala sempre più on demand e ancora meno in, in televisione comunque città. produzioni televisive eccetera e eccetera. Che quindi hanno, hanno, hanno pensato l'industria cinematografica cinematografica, tutte, televisiva, on demand, tutti la stessa cosa, ma siamo scemi, stiamo pensando al futuro, abbiamo un mezzo del futuro, ma torniamo al passato. Ci hanno riportato negli anni 50 a vedere Rai, a bene film, ci hanno riportato davanti alla televisione, punto, il cinema ha inventato il scope, il 3D aveva inventato tutto per portare la gente via dalla televisione e cos'è successo? 60 anni dopo ci hanno riportato. Davanti, in televisione. televisione. Quello è. E questo è, il, è quello che io trovo socialmente negativo, che te una volta che sei davanti alla televisione, hai finito il film, guardi il Grande Fratello. Switch, esatto, cioè la Invece, pubblicità quando sei al cinema, hai finito il film, forse ne guardi un altro, ti fumi una bella sigaretta e ci pensi a parlare con tuoi amici esatto, e poi esci in un pub esatto, e esatto. a quel punto diventi una persona sociale. Punto. No, ma poi secondo me è indubbio che in se ancora uno... che finito tutto se non si socializza e poi dopo quest'anno che non si è potuto nemmeno. Se non Ciao. si socializza, è chiaro che tutti vogliono stare sul proprio divano a casa, no, certo, certo. Cioè, e se te porti industria a non socializzare, eh, uno gli dice: eh, C'è più pubblicità di roba e ti portano da mangiare a casa, e troie a casa sì, ti impigriscono e casa, cioè ti, ti fossilizzano bis, lì. Se ti manca un biscucino e te lo vuoi, te lo mandano a casa, non tutto a casa perché devo muovere il culo? vero Però, vero. Se Però, non dovessi andare a lavorare, non lo muovo nemmeno io. Certo, ma secondo me, se è, in, se è ancora dibattibile: il discorso che uno dice vabbè, a posto di prendermi il DVD mi guardo il film su Netflix, che è ancora dibattibile, secondo me non è assolutamente dibattibile in nessun modo. Che nulla a livello di se ti piace davvero il cinema, nulla potrà mai sostituire il grande schermo perché ma lì mai. semplicemente non ci sono cazzi. Il grande schermo è un'altra esperienza, è un'altra ma cosa. E non esiste, cioè, non esiste, Pu può esserci tutti i servizi allora, del mondo, ma non esiste. Anche se te hai un proiettore in casa grosso quasi come quello del cinema, non, hai non esiste, cinema. ma è l'esperienza che, che costa, è diversa. Che allora, un proiettore del cinema costa 60.000 euro. Eh, tra l'altro, uno schermo mostruoso. Sono proiettori che sono tarati, quelli di specialmente digitali, come erano in pellicola, per proiettarti il film come lo hanno pensato, quindi te godrai di i colori giusti la profondità di campo giusto, la messa a fuoco giusta, il formato perfettamente in linea. Ma poi l'audio, dai, buona... l'audio. No, l'audio è tutto, ma io ti sto dicendo proprio come lo gestisci. Io vorrei far capire alle persone, come ho fatto in uno, una prova, per far capire come in realtà non fosse la qualità pe così peggiore, ma come in realtà ogni mezzo che ti guardi a livello televisivo ti cambia l'opera che stai guardando e il cinema no. Nel senso che, io ho preso, mi pare, la Blu-ray di Gattaca, che okay. bellissimo. Avevo tre televisori con tutti e tre il solito Blu-ray: tre televisori da 5.000 euro l'uno, tutti di 60 pollici, tutti di grande marca, tutti tra, messi tra i migliori. Ho messo il Blu-ray nel primo, si vedeva da ad Dio. Virava un po' più sul blu: i blu, Vabbè. come sai, erano, erano un po' più blu. Ogni, ogni televisore no, ma ha un sua ha no, no, ma, ma magari è tutto in flatness, eh, chiaramente. Ok, nessuna ok. È una scelta, eh. Nella scelta modalità film, era tutto flat Ma okay. nessuna modalità okay, okay, Come esce deve arrivare. Ok, E okay. okay, okay. okay? okay. era tendeva al blu. E noi, mai visto Gattaca così, non è che tendeva fortemente, eh, però era, era così. Si vedeva benissimo, quindi se uno vede Gattaca, lo vede così. Cambio televisore, quel blu si affiorisce Appaiono i rossi. Si vede uguale, benissimo. Metto il terzo, viene fuori i verdi, scompaiono un po' i grigi. Si vede, cosa vuol dire? Che chi è che ha visto davvero la fotografia di gatti? Come l'ha voluto? dire il, il DOP, il direttore della fotografia? Il film l'hai visto solo su grande schermo. Tutto. Certo. Poi è chiaro che non metto un dubbio che cazzo me ne frega sia un po' più blu o un po' più verde, perché cambiava di pochissimo. Sì, il film però, è quello alla fine. Per però... Dire, però dire che non cambia non è vero, è una bugia Certo Il mezzo e poi, cambia. E poi qua perché hai parlato a livello, parlato livello sì. tecnico, ma poi a livello di esperienza non c'è paragone, perché andare, in sala, non, non andare in sala è un'altra cosa. L'esperienza è... è io, entri, io non credo che possa venire la sindrome di Stendhal guardando su laptop i quadri. Se uno entra in un museo, è uguale alla stessa cosa al cinema. È, un, è, è arte, non, non si può sempre... Abbiamo trovato da cento anni e coda un'arte che è a intrattenimento così elevato come non ne è nessun altro, perché è compatibile con tantissime persone, è veloce, non è... Eh, io, io gradisco farmele tutte le arti, però se uno non ha voglia di leggere un libro per un mese può vedersi 30 film e comunque... E poi condividi, qualcosa, condividi, no? puoi farlo insieme, poi puoi discuterne, puoi parlarne. Io cioè. non, non riesco a capire come possa essere tranquillamente accettato per esempio che i cinema siano chiusi così no questa cosa mi sta mandando in fuori di, di testa in cioè, cioè che perché... non si possa fare un cazzo cioè, ma stiamo scherzando cioè è, è qui ne sta rimettendo tutto scuola cultura e sanità un'altra volta C'è cioè, ancora cioè, e quindi cioè, e... poi i discorsi dell'on demand così sono piccolezze bassezze no chiaro è molto se, più a me, ampio a me se funziona se il, con l'on -demand, demand lo streaming avesse fatto come i DVD, avesse alzato il cinema, perché se te vai a vedere i dati dei, dei film del cinema del periodo del de, de, de maggior... di de Botta del VHS DVD. Sono cioè, aumentate le visioni in sala. La botta più grossa dall'88 al 2000, la botta più grossa l'ha avuta in quei 12 anni lì, okay. se ti vai a vedere la sala aumentava. Non diminuiva. Andavano diciamo di pari passo, sì, si tenevano la mano le due sì, cose. No, anzi il DVD lo fece salire perché la gente si riaffezionò a qualcosa. Al cinema proprio, certo, un po'. certo. E quindi la sala... Il problema è che ora ci sono quelli che si lamentano in sala che dicono io vado in sala e vado a vedere il film e c'è i bimbetti che tirano le caramelle È bello mio se vai a vedere Capitan Marvel ci trovi anche il tredicenne che giustamente Guarda, fa la Fede. sua esperienza e si diverte anche tirando due caramelle e non Fede, io e la mia ragazza siamo andati a vedere Halloween l'ultimo l'ultimo Halloween uh, ad Halloween perché volevamo fare una cosa pa pazzerella andare a vedere Halloween ad Halloween in un cinema qua vicino in Brianza e ho detto, vabbè, è Halloween, è un horror, ma non è un horror... Cioè, non è Stay Alive, capito? È un horror che comunque dovrebbe avere almeno un pubblico che lo segue dai tempi, che dovrebbe essere... Minchia, te lo giuro, stavo per fare un infanticidio quella sera. Cioè, è una roba... È a me in... così. Una allora, roba insul... incredibile. Allora, non è abituati perché siamo europei. Siamo italiani, in realtà. Perché nel resto del mondo, basta guardare Scream, eh? Scream 2, le anteprime... O le notti di Halloween dove vanno a vedere, fanno un casino incredibile, vanno mascherati, tirano la roba. Beh, quello film, però è goliardico, ci sta, cioè. No, ma perché in realtà quando vai a Halloween di solito a vedere un film, o quando vai una sera così, i ragazzini lo hanno già visto, pigliano paura, hanno un'altra maniera, sono a esorcizzare, sono a divertirsi, sono non a... Gliene sempre, frega un cazzo, non non ne cazzo, cazzo del, del ragazzo, film. Ma chi... uno non un se lo ricorda quando aveva 14, 15, 16 anni, sei lì con la bimba, cerchi di allungare quel braccio. Fai di tutto per farti notare Cosa te ne frega del film in quel momento Se devi ma lanciare pure un po' corna quello davanti Per farti figo Se vai a far. vedere eh, la pianista di Aneke E c'hai cinque <ride> davanti che ti rompono i coglioni Ti dici oh, ma te ne vai a panculo perché Ma sono poi è di, di molto difficile che a vedere la pianista di Aneke Io però ti assicuro Che quando sono vado con la mia moglie a vedere film Che ci piacciono noi ma anche horror Che sono più particolari la gente casino non lo fa No, no, è vero. Io sono andato a vedere mi Midsommar. Vai a vedere Avengers Endgame e pretendi la gente stessa. Ah, io ho riso tutto no, il no. film. No, no, chiaro, Scusa chiaro. Mia. Quando sono andato a vedere Midsommar eh, c'era della gente, eravamo in pochissimi ovviamente, e c'era della gente che palesemente, già all'intervallo si capiva, palesemente non aveva veramente idea di quello che stava andando a vedere e infatti si aspettava probabilmente l'ennesimo film horror da, da jumpscare e cazzi e mazzi e quindi proprio mi ricordo perfettamente che appena siamo usciti che io ero con degli amici eravamo tutti così tipo basiti da, dal film e questi qua dicevano ma che cazzo di film abbiamo visto? Ma, e tipo lei, lei diceva a lui ma cosa cacchio mi hai portato a vedere? Cioè perché è proprio... Ormai si dà per scontato che quando un film ha lontanamente il sentore dell'horror, infatti qui ci colleghiamo all'argomento horror dove volevo arrivare. Se un film è lontanamente ricollegabile all'horror, allora deve essere una puttanata di base. Cioè, questa è la mentalità. La mentalità, diciamo, generalista per quanto riguarda l'horror. Ed è una cosa che, che mi è manda assurdo. in bestia. È esatto, Perché il cinema moderno d'autore andavo con l'horror ma soprattutto infatti il punto uh, che mi ero fatto problema, era l'horror il problema netto è che ora ti fanno credere che l'horror sia fare i salti sulle sedie e vedere un po' di splatter l'horror può essere quello ma l'horror, quello che riesce meglio cioè Midsommar è un horror meraviglioso e il problema credo più che altro questo è un mio problema e non dico di essere dalla parte di quelli che eh, capiscono del mondo, ma io credo che il mondo il del 50% della gente non capisca un cazzo, l'altro 50 un po' di più. Ti ripeto, sono, abbastanza so sono, che sono, sono abbastanza d'accordo. Sono abbastanza d'accordo. Cioè, secondo me quella lì di Midsummer non è che non gli è piaciuto il film, non ci ha proprio capito una sega. No, ma perché nella non testa avevo... si era figurata di vedere no, no, qualcos'altro. Ma amico. una testa si può figurare quello che vuole. Io sono andato a vedere dei film figurandomi che fossero degli splatter, non ho visto una goccia di sangue, era un dramma, magari fatto oh, o cos'è? Dramma da camera, ok, mi importa una sega se lo guardo o guardo. Eh, però tu hai, hai, tu, hai una, un questa, questa, tu hai già un approccio tu hai già un approccio diverso non aveva nemmeno idea di cosa fosse la, cioè, se dove, gli dicevi dov'è la Svezia secondo me ti diceva che era uno stato ameriano cioè, mh, bisogna anche stare attenti no ma Perché infatti non... poi ovvio che era una battuta Io ormai questa persona non gliene no, frega un certo, cazzo di niente di tutto non quindi va bene. proprio cioè, cioè... Secondo me se non ti piace Midsommar è normale perché non, sono un film, non è un film che può piacere a tutti, Chiaro. meno male perché chi piace a tutti secondo me sbaglia, io meno male non piaccio a tutti, quindi ogni tanto ho ragione <ride> e, e quindi ripeto un film come Midsommar serve proprio apposta per far capire però e per far rinascere un certo tipo di cinema perché comunque è andato bene quindi, è andato bene? Era, sì, nella, nella, senso, nella ah, cerchia sì, di diciamo. nel circuito per quanto costa, chi se ne frega? Non è un certo. film da 50 milioni di euro. di no, no, infatti, no ciao milioni, non rientri 100. mai, non, ri, non, non rientri è mai. È un film che ha decuplicato la spesa quindi se ne frega loro? questo 10 nel mondo ho fatto 100. Cosa gliene frega, Ari Cioè È questa la logica, no? e rifai un certo tipo di mercato anche per un certo tipo di cinema se uno vuole perché comunque ne sono usciti belli horror ma tanti veramente negli ultimi ma anni. ma tra l'altro io mi sono reso conto sono tutti erano, erano prima Blue Mouse ora sono tutti a 24 cioè se c'è a 24 vai sul zero si sì, eh Blue film Mouse mondo. sta scazzando un po' eh però La Blue Mouse allora. ha fatto tanti di quei soldi che prima faceva due film l'anno ora eh, ne fa 12 Ovviamente nel, nel, nel mucchio, uno, due certo. resto... ma infatti, la cosa di cui, che mi ha fatto un po' pensare anche riguardo a me, che, almeno dal, dal, dal punto di vista dell'horror, comunque in generale, da un po' di tempo a questa parte, da quando ho deciso di approcciarmi al cinema in un certo modo. Cioè, vado a vedere delle cose con un minimo di cognizione di causa. no? E talmente questo brainwashing, questo lavaggio del cervello che ti fanno con gli horror negli ultimi anni è talmente potente che io ho avuto due sorprese negli ultimi anni positive Quello sono andato a vedere Hereditary e quando sono andato a vedere Man in the Dark un po' in tempo fa non so se te lo ricordi bello eh, del io, que quei due film aveva fatto io... un remake della casa che era una merda eh, tra l'altro io sono andato a vedere quei due film informandomi relativamente poco e veramente sono andato di uno scoraggiato perché talmente avevo visto tanti di quegli horror nell'ultimo periodo che erano imbarazzanti per me questi due film ho detto Vabbè, Ari Aster chi cazzo è questo boh chi cazzo è vabbè Beh, andiamo a vedere. e sono uscito e ho detto oh mio dio sono ancora capaci di fare degli horror cioè si è ancora in grado di fare degli horror del genere nel 2017 sì. quel e sono rimasto benissimo da lì poi ho detto ok adesso io seguo questo Ari Aster seguo questo Jordan Peele seguo questo Robert Eggers seguo eh. il tizio di Tfollo seguo sta gente qua e e dico, cazzo, allora la gente deve un attimo togliersi la fetta di salami sugli occhi. che Forse, forse guarda, qualcuno che sono... ha lo standard dell'horror c'è ancora. figa. Ma c'è anche il figliolo di Anthony Perkins. Oz Perkins, bellissimo. È... Ho visto Greta Le Hans l'altro giorno, bellissimo. bellissimo. Cioè questo, ma guardati, February, eh, che è un film. Me l'hanno consigliato, me l'hanno consigliato. Eh, non l'ho ancora visto. Un altro, In realtà, noi av avremmo, se poi sto a guardare, perché anche Rob Zombie, secondo me, ha delle buone possibilità se si detamarizza un po'. Eh, lui è Tamarro Inside, a, non c'è. una decina: 15 registi veramente ottimi dell'orrore. Il problema è che uno ce lo siamo perso. Flanagan che era partito benissimo. Con. E l'hai visto il terrore dal silenzio? Proprio mi era abbastanza Se piaciuto. Noi, io non smettevo più di ridere con Ash. Quello non ti è, non ti è quella piaciuto quella è quello la sordomuta. S è quello con. Le, sì, che lei è sorda, c'è cioè il tipo che gli entra che in, sorda casa. in casa no? Ora io non smettevo più di ridere, perché eh, arrivano gli amici, te lo ricordi? Sì. Che lui sì? stempiano, che lui è Sì, sì, sì. ma che cazzo urlano e battano che è sorda. Oh? magari era eh, una reazione ah, istintiva. No, non no, lo no, so. No, una reazione no. ridicola: perché se io sto andando da un amico sordo, lo so, so devo, che non, non mi posso, sente non posso bussare. Non mi sente Certo, è un errore di sceneggiatura alla fine. Ho, è un, è un grosso, di... ho un sistema grossissimo che ti crolla tutto il castello. Ho un sistema con la mia amica, per la quale lei sa che io arrivo, come cazzo fa se non ha Non sente il rumore della macchina, non capisce? In cazzo. È sorda poverina. Quindi avranno avuto un sistema, no? che io premo sì, una sì. cosa e a te ti si accende una cazzo di lucina in casa, dai, un pulsante. O magari visto Questa che una punta, persona è, punta, è punta, diciamo, spazio. invalida... Forse no, aiuto, 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 ma prendi il sasso e tiralo dentro il vetro. Ma il sasso lo, lo sente arrivare, eh. Anche certo. se è sorda perché è un sasso. Tipo, quindi, però, vabbè. A me a livello, livello di atmosfera so il non aveva, non aveva fatto... A me, a me è parso un film mediocristo. E poi ha fatto dottor Sleep. Basta. Cioè, non l'ho ancora visto, ma partenza. perché ho visto che non, non lo devo vedere, quindi non me ne frega ma niente. Se lo guardi, guarda, ti piglia solo il giramento di palle per Shining e riguardi quello. Ma poi c'è sta storia che dicono che che dottor dicono che Sleep non sia il seguito di Shining, che è una, no, in realtà no, una stronza. Guarda, allora eh. se hai voglia e tempo, vai sul mio meglio e peggio, non devi nemmeno c'è il timer accanto. C'è dottor Sleep. Tra i peggio, premi sul timer e vai a sentire la mia recensione di 10 minuti. E capisci perché in realtà è un seguito di The Shining hanno poco da dire tra l'altro di se, di secondo dire. questo sì, sì, secondo questo seguendo questo ragionamento qua una cosa che ti volevo chiedere era tu come approcci questa cosa che quando a me la dicono io ho sempre un po' i brividi che è la, la classica frase la classica il classico argomento del e mai più bello il libro? E mai più bello questo? Quando io ho sempre detto, ma minchia, ma se sono due medium diversi, che hanno due linguaggi oh, completamente wow. diversi, cioè uno ha mille pagine, uno ha 120 minuti quando va bene, ma poi soprattutto uno è visivo e l'altro è tutto di immaginazione, uno è parola, come cazzo fai a essere così intransigente e a mettere in paragone questi due? Cioè, io non, allora, non ho mai, già, mai paragonato allora, queste due può, cose. Allora, io, io sono di un'idea: con i libri eh, non sono paragonabili, è chiaro, è un media diverso. È il libro: come faccio a paragonare il libro? Che io mi devo immaginare le facce dei protagonisti, anche se me le descrive, la devo vedere esatto. Io. Uno esatto, più occhi azzurri, però io mi ci vedo Brad Pitt, uno ci vede Christian Bale. Che cazzo, ne so, per dire, quindi, il boh. Però è chiaro che se, te parti, io, eh, se uno dice eh, Shining, a me piace più il libro, posso capire più del libro. Non, non, secondo me non è, non è una Non verità, si possono paragonare. Io, non... eh, avendo letto Shining mille volte, posso dire che non paragonandoli, e Shining come film è un capolavoro. Shining il libro, no. Non lo è. Okay. Questo posso dire. Basta. Però sono comunque due modi diversi leggenda, di raccontare. Io sono leggenda, il film con coso è una merda, perché io sono leggenda. Di Matheson è un capolavoro. Che quindi non c'entra un cazzo irrabbiare. tra l'altro, completamente arrabbiare eh, perché poi bisogna c'è un problema. Secondo me King ha sbagliato ad arrabbi arrabbiarsi con Shining perché secondo me poi alla fine il libro non lo ha tradito nel vero aspetto, perché il rapporto familiare in realtà c'è quello che King dice, cioè si riconosce comunque quando guardi il film, nonostante sia chiaramente Kubrick è, però si riconosce che è un ambiente, che è kingiano nel modo di, di certo, di, di, però di, è di un cuore. adattamento si però chiama adattamento. adattamento Invece, quando te, e non ha levato niente poi di così importante, perché la Caldaia, comunque è sempre l'overlook, che lo fa impazzire, ha fatto una sua lettura interessante, tra l'altro, di un libro non capolavoro non stiamo parlando di uno che ha, fatto, ha preso il Dracula di Bram Stoker, ha fatto un libro che non è un capolavoro, King ne ha fatti altri capolavori, non è Shining che ruba troppo da Matheson e dalla Casa dell'Inferno e altri, comunque è bellissimo lo leggevo ragazzi. Io sto dicendo che io sono leggenda eh, mi dispiace spoilerizzo per chi non ha letto il libro... Ormai raga più, è andata quello di, quello con allora, c'è stato l'ultimo uomo sulla terra eh, di, di Ragona con Vincent Price anni 60 che fu un'ottima... Ottimo lavoro. Poi ci fu 1975, Occhi Bianchi sul pianeta Terra, con eh, eh, Charlton Aston, che fu un altro buon lavoro da Io sono leggendo, e poi è arrivato questa robaccia con Will Smith. Vabbè, la che... cosa interessante di okay. tutto il libro Io sono leggendo, al di là di come è scritto, di come è narrato, una cosa che è, è la notte dei morti viventi, dichiarato da Romero nella mia intervista, che si è ispirata a questo, perché insomma, sono rinchiusi nella casa. Comunque, nel, nel romanzo, la leggenda si scopre alla fine essere il protagonista, che è l'uomo nero, perché ormai il mondo è mutato da anni, quindi il, le, i mutanti, in realtà, che lui crede essere i mostri, che sono questa specie di vampirozo, sì, esatto. sono in realtà la nuova generazione che non è affatto cattiva, tra non... di loro è... Un, Semplicemente è lui è l'ultimo baluardo, è l'ultimo baluardo. La nostra, solo che questo non lo sa, a parte, va e ammazza tutti. Cosa succede però? Alla fine si rende conto di essere il cattivo del libro. Cioè, la cosa bella del libro è che te ti fate per il cattivo perché ammazza eh. i bambini di questi. Questi alla fine gli dicono: Ma noi non ti si voleva fare un cazzo. sei te che viene a ammazzarci, ma cosa cazzo vuoi? Sì, c'è una teoria del diverso. Lui, tutta dice, una roba... no, lui dice: Merda, io sono leggenda. Cioè, Sono io la leggenda che si narra ai bambini per farli dormire perché hanno paura. Il mostro. Questa è una cosa meravigliosa. Di là, cazzo, lui gli dà la provetta del suo sangue e gli fa: Tieni, salva il mondo e dicono è una leggenda perché ci ha salvato dal virus ma no ma poi di là, allora, là c'è no, un, un protagonista diventa, no ma lì diventa qualcosa proprio che non puoi tradire così un'opera cioè non puoi fare Romeo e Giulietta e loro due alla fine si sposano non è possibile. Puoi far Dante che resuscita e eh, torna su. Non puoi, non puoi. Dante col mitra, non lo puoi fare. Mi dispiace, ora lo faranno. Vabbè, fai altri, una roba dell'Asylum potrei... e fai Dante col mitra. No, ma che Asylum, <ride> la fa... magari l'Asylum, ormai l'Asylum è quasi qualità, ormai la fa la Marvel. La... I bei tempi per... de... della Troma. Che guardi Aquaman, cioè Aquaman è più o meno ai livelli di Avengers Scream dell'Asylum, della cioè siamo lì. Solo che, è, pare, solo che è confezionato molto meglio, eh quindi certo, gli è preso 50 belli. milioni di dollari invece di 3 miliardi, di 3, 2, forse 3 volte sì, 2. Boh. Oh, Dicono la la verità, Nicola dice la verità: che lavorare su un plot esistente è sempre complicato. È un'operazione delicata e di, di mediazione. Ad esempio, Il Signore degli Anelli è un'ottima trasposizione di un libro capolavoro. Sono abbastanza d'accordo. Ma certo, ma, eh, ma Peter Jackson è un genio dei nostri. Ma ragazzi. infatti, c è, c è, il Signore degli Anelli, stiamo parlando di un lavoro di un meticoloso e cioè di una roba che è non una tutti fanno. Ma non tutti fanno da tutta la vita. Minchia, non veramente, si è idea, cioè, cioè, strappato, su... strappato a metà. 77 diversamente girando in bicicletta per le colline neozelandesi. Cioè, ha fatto tutto. Lui Ma ci ha, ha vissuto, per anni ha fatto e poi tutti gli effetti speciali, cioè, lui è neozelandese, ha fatto tutto lì, cioè, eh, aveva allora, la sua, e, I suoi amici lì è che è gli hanno fatto. Gli ha dato... cioè, lui quando allora la New Line e la Triente Fox non Mi ricordo. Sì, mi pare che l'ha prodotto, gli hanno detto: guarda, te, noi ti si dà 200 milioni e te fai il primo e poi si vede. Lui ha detto: voi datemi i 250 li fo tutti e tre. Sì, loro, vabbè, vabbè. Lui l'ha fatti tutti e tre, però mi date il 50% tipo degli introiti. È diventato l'uomo più ricco della Nuova Zelanda. Poca, scommessa, poca fiducia eh, in okay, se stesso. Lui ha fatto, ha scommesso tutto e ha vinto perché era veramente fissato. E quindi, uno come me, che il libro di non lo sopporta. Io l'ho letto, il f... il... ma sì, è semplice, molto no? pesante. Molto a me leggere pesante. il fantasy non piace, eh, mi annoia. Invece vederlo mi diverte e è fatto così da Peter Jackson. Che bello. No, ma poi, poi è proprio una roba innegabile. I lavoratori che mentre lavoravano eh, ai film successivi, la Veta, guardavano i miei video, mi è presa bene. La Veta quindi, guardava quindi, i tuoi video, Grandi grande. Mia, quando ho fatto la monografia di Peter Jackson eh, lo dissi nella monografia perché mi hanno detto guarda, mi hanno detto dei ragazzi di essere della Veta e di guardare i miei video mentre montano la roba. Dei ragazzi italiani che sono nati lì ma che storia che lavorano per Peter Jackson faccio il video e poi mi arriva questa mail da questi ragazzi della Veta con la fotografia loro fuori dalla veta e dentro la veta con, con lo screenshot che guardavano con la lo screenshot con la, no, con la mia maglietta Federico Frusciante. Tutti uguali. Eh? Che storia eh, oh, tutti con il DVD che avevo venduto nel 2012 e con lo screenshot e la beta dietro dicendo Guarda, è vero, ti si piglia per il culo, siamo questo, questo, questo. E qui fu una cosa strana, un'emozione rara. Tra l'altro, ricordiamolo perché non l'abbiamo detto. Tra l'altro, mi sono dimenticato, preso dalla, dalla foga, di fare i convenevoli. Che, innanzitutto, qua sotto in descrizione trovate tutti i canali di Federico: quindi il suo canale YouTube, il suo Patreon, il suo profilo Facebook. Quindi, se non siete ancora iscritti a canale di Federico, andateci. E poi vogliamo ricordare Visto che tu tendi molto spesso a sottovalutarti Secondo me eh, O a sottodimensionarti meglio eh, Che Federico ha avuto l'onore Di oltre a essere ospite al, Sempre al diciamo, Ospite relatore anche al Festival Orro di Livorno Vari festival in giro per l'Italia E avere anche l'onore di intervistare Romero poco prima della sua morte Intervistare sì. Giodante Intervistare argento più volte. Se non sbaglio, eh, volte. quindi comunque cioè, stiamo parlando di nomi veramente enormi, Ma che... per me, Sergio Martino ha intervistato. Era un grande Lamberto Baba, Ruggero Deodato non sono in video, però ho fatto le interviste uguali. No, no, ma ci credo, ci credo. Cioè, è una cosa... Sono, la, la cosa bella è che tutti i registi che ho incontrato, da Aldo Lado a Ruggero a Lamberto, sono diventati persone amici, possiamo dire conoscenti di buon livello. Beh, questo belli. vuol dire che qualcosa c'è alla base, no? Che qualcosa sotto che per me è stato anche un po' una cosa, perché io mi, li ho incontrati quasi tutti a dei festival dove dovevo presentare roba, e eh, magari avevano visto le mie monografie, sai, sei un po' in paranoia. Eh, perché non è che ti piace per forza tutto. Eh, Ovvio, e con Lamberto, per esempio, ho dovuto fare due ore di fila di intervento su lui e poi un'ora sul suo babbo. Si è commosso, mi è venuto a fare complimenti. Vabbè, poi lì hai, tu c'hai questo amore e incredibile. Proprio, si, è iniziato, si è passato dei giorni insieme in tanti festival e tante interviste. Alla fine è, è gente di, di una certa età che condivide più con me un certo tipo di amore per un certo tipo di cinema che amano anche loro. E poi insomma. Oh, e gli sto più simpatico agli addetti ai lavori che, che ai critici. Beh, ma questo semplicemente perché, passami il termine, se c'è una cosa che mi è sempre piaciuta da quando ho scoperto il tuo canale è che tu sei una persona molto pane pane vino al vino e per niente paracula, quindi nel senso, eh, se devi dire una roba la dici, se uno è d'accordo con te, bella, se non è d'accordo, bella lo stesso, e basta, cioè nel senso, secondo me la, la forza di una persona che fa divulgazione Oltre alla preparazione, che deve essere la prima cosa, è la sincerità e il fatto di farlo per, il, per la voglia veramente di, di, di divulgare non per tornaconti o per marchettate o per cazzate. Perché, sennò no, Beh, va, va, va a perdere tutto il senso. Insomma, quello lo fanno già chi ha gli editori: chi è che ne so, c'è già gente pagata con i testi scritti per dire che una cosa è bella anche quando magari non l'ha vista. Che mi frega? Io dico lei penso, la preparazione me la sono fatta. Se chi c'è chi pensa che sono un non preparato, chi sono preparato, chi gli piace, chi non gli piace, tanto è, è gente che mi subisce, mi vede nello schermo. Cioè, quindi, che poi anche lì è una bene, scelta, eh. Perché eh, se, se voglio cliccare. Ben, se no, Esatto. Se vuoi te ne vai, cioè io infatti mh, praticamente non ho mai messo un non, non mi piace a nessun video. Neanche io, è una ma politica da, che ho sempre non vedo, avuto. Non vedo il motivo perché non mi piace quindi perché metterli in mostra questo mio Io, io lo vedo come, lo, come bullismo mettere i non mi piace, mi sembra di puoi fare il un commento dicendo guarda, il Argomentando un però. Granché, Argomentando. Poi. Me, ma puoi anche scrivere il video non mi sembra un granché... Ah, è un tuo giudizio, ma okay. il, non mi, il non mi piace sa quasi il video non l'ho manco visto ma guarda e quando io carico a volte quando io carico a volte dei video due minuti dopo magari il video dura 25 minuti due minuti dopo neanche 40 secondi dopo magari c'è già un non mi piace ci sono 10 mi piace quelli sulla sono e i non mi piace, i... Sulla mi piace sulla fiducia e i mi piace sulla fiducia cioè i lovers cioè gli haters c è e io chiaro che, che poi io non so nessuno eh. io non so nessuno quindi. io lo carico il video carico qualunque video grosso di dopo 5 secondi c'è 15 non mi piace 15 secondi che ho. e quelli sono tempo. gli ether fissi che aspettano la notifica li, per fare bam, bam 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 e poi eh, scrive certo. sotto c'è la mamma puttana e queste azzate di vabbè garbaltone. quelli lasciamo lì perdere. c'è una domanda di Jack Inter che dice visto che prima avete parlato di King cosa ne pensate del film di Darabont le ali della libertà un, ha fatto un bel lavoro perché il, il, la, la redenzione di Shawshank, il racconto da cui è tratto, mi pare che sia arrivato a quattro documentari. Ah, io non, il racconto non lo, lo conosco. Sì, è conoscevo. bellissimo, è un racconto meraviglioso, secondo me. È ancora più bello del film, in quel senso, anche se non sono paragonabili. Così, chiaramente... sì, il discorso che abbiamo fatto prima, certo. perché io ho letto da ragazzo Shawshank, quindi una cosa che mi sono portato molto avanti. E è un racconto che ho sempre amato e quindi quando hanno fatto la riduzione cinematografica chiaramente speravo perlomeno che fosse un bel film, è un bel film, certo, un bel film esatto. non lo reputo assolutamente un capolavoro, ma sicuramente un lavoro ottimo, il miglior lavoro di Daramont insieme a The Mist perché trovo Daramont che sia veramente uno dal passo pesantissimo, il miglio verde... The Mist, Mist intendi quello, quello proprio tratto da King, col finale alternato, sì, sì. Quello, cazzo sì. quello, quello incredibile, quello Poi è uno dei pochi... Ma allora, ricordato che D'Arabonte è, è un grande in quel senso, è un fortunato, un graziato dalla vita perché non c'aveva una lira non faceva un cazzo, studiava cinema. Non so se tutti sapete che negli anni '80 Stephen King dava a un dollaro la possibilità di fare. Il, il, te davi un dollaro a Stephen King, gli chiedevi il, il racconto che volevi, non il romanzo intero. è il raccontino. raccontino okay. A volte ritornano a fare un cortometraggio da un suo raccontino e King Cacchio, che è una roba tutti, però gli dovevi dare un dollaro Frank Darabont fece questo corto glielo mandò ed ecco dove è che è nato Frank Darabont pensate tra l'altro so ehm... il, so, finale... il finale di quel film che è diverso da quello del libro molto più cattivo è uno dei finali più sconcertanti secondo me di un film un, un po' lovecraftiano Così appunto veramente... è, un film, è, un è un finale in realtà tremendo da un punto di vista tremendo veramente tremendo. Però, però attenzione incredibilmente in un certo senso consolatorio ho capito dove vuoi andare a parare Ma è un caso che infatti arrivino i militari con la Esatto, pasta. non è un caso perché quello non è il finale che voleva Darabont, gliel'hanno imposto i produttori. Davvero? Darabont faceva finire loro, certo, che entravano dentro la nebbia, okay. c'era il finale alternativo, c'erano questi movimenti sull'asse sempre più lontani e te vedevi sempre più nebbia, ormai era tutta nebbia il mondo, si stava coprendo di nebbia e vedevi questi grandi tentacoli nella nebbia. Tu... Era una cosa meravigliosa, cioè erano tutti morti. È che è l'apocalisse Love, Lovecraftiana in No, in invece non c'è più l'apocalisse Lovecraftiana via tutto a posto sono arrivati i militari sei un cretino te che in effetti se poi lo guardi come logica di scrittura che cazzo gli stai a sparare a Fa, fallo magari avvicinare mostro no allora Prova infatti allora, vato... se, ci pensi, se ci pensi è crudelissimo però, per però, i soggetti è, 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 però ripeto funziona benissimo cinematograficamente è certo è cioè, ti, fa fare, tipo, ti fa fare tipo: dai, ma mica aspettavi 5 minuti, minuti ed, eh, ed eri rivivo. Che è scritto eh, molto bene: esatto. l'altro eh, 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 avrebbe lasciato la gente, ma che cazzo vuol dire, perché dovresti già sapere cos'è Lovecraft. Ma è un po' come il finale di quella, casa, di quella casa nel bosco, che è un altro film, secondo me, incredibile. Che hanno pisciato tutti come una puttanata ma del un cavolo. Un grande film anche secondo me che ha quel finale mega Lovecraftiano che non ti aspetteresti mai da, da quella cosa un po' meta, che, perché a parte che è un po' questa sorta di reality horror strano, però poi il fine è un fine Lovecraftiano alla fine se vai, se vai a vedere. È, un, è, un, il è, è bello proprio quel film perché mescola Lovecraft come mescola Cronos, cioè mescola qualunque tipo di cultura. Cronos base... di Del Toro dici? Come scusami? No, di no, Del toro? No, eh, no, no, intendo proprio la, eh, intendo la mitologia greca. Ah, proprio. ok, scusami, scusami. Intendo okay. proprio, nel senso che secondo me eh, in quel film la cosa bella è che si tende a notare che gli dei sono tantissimi, e quindi anche lo c'è cioè anche questa cosa, però si nota che qualunque cosa nel, nella storia dell'umanità a noi si riporti a un sacrificio. Allora viene fatta in tale modo. Se vediamo in America viene fatta in quel modo perché è Lovecraftiana, perché chiaramente è Lovecraft diciamo, è di no? Providence. Però so. i giapponesi avevano quello di, di The Ring, Se hai visto? No? Quindi, magari che ne so. In Svezia c'è diciamo, no, il settimo, diciamo seguito, che mi, so. il misticismo è un misticismo un po' geografico era. da quel punto sì, di sì, vista. Era, il bello di quel film è che non risvegli solo lì che cioè, risvegli tutte quelle entità infatti quando vanno sotto e ci sono tutti i mostri che no? figata, che che figata quelle che sono figata. in realtà non, non sono entità cinematografiche ma sono, sono manifestazioni che sono le manifestazioni di questi mondi ormai andati a scomparire che noi stiamo ormai come che il, loro usavano, usavano per fare questa sorta di gioco dico, sacrificio lo, fa, fa molto eh, titano alla fine perché la mano che esce così dalla buca è chiaramente di pietre e fuoco, sembra quindi proprio dal centro della Terra in questo senso più che dallo spazio, come poteva essere l'Ovecchart, però sì, è lovecard piano alla base, cioè in tutto. certo. E poi c'è delle scene esilaranti, cioè, ma sì. Ma un poi è un film, film che prende per spazio. il culo. È proprio un film che prende per il culo questa tendenza moderna, diciamo dell'horror di, di non prendersi per niente sul serio. Che e è quindi è autoparodico, è, e quindi. Autop è autoparodico ed è una cosa fighissima perché uno lo guarda e dice: Ma no, ecco la solita cagata. Poi, Bam, ti, ti ribalta tutto. Ti fa capire che in realtà sta certo. esattamente criticando questa cosa qui. E per questo, che è un film che è culo, Perché quel film lì è uscito due o tre anni dopo da noi, solo perché il protagonista, uno dei protagonisti era Thor. Se ah, tattaccare. beh, chiaro. Che tra l'altro, il buono dopo dieci minuti. Quindi bello. Da noi è uscito, sì, no, a metà film. È Meta secco, film. Il sì, quello, sì. è che, siccome lui era diventato famoso, allora. Ci hanno portato Vabbè, cioè, pensa, se è così la marchettata, meno, ma, meno dei mali. Se pensa Come funziona male, però? No, no come funziona male. C'è cioè, un film del genere se non sarebbe arrivato da noi. Possibilmente... Ah, tu dici in quel senso che l'aggancio è stato è quello. Che, in, in, da noi è uscito tre anni dopo che nel resto del mondo, solo perché era uscito Thor. Quindi l'attore era diventato famoso. Quindi facciamo lo sci perché c'è Thor. Mica perché è un bel film. Certo. Cioè, finché oh. i distributori in Italia ragionano così, capisco perché va un long demand comunque. Sì, sì, se sì, non vediamo gli io ultimi parlo film di, di demand, Coppola. Capisco, eh. anche, capisco anche che se i distributori italiani non distribuiscono Twixt di Coppola in sala da 6 anni, 7 anni, 8 anni che è uscito, un film di vampiri con Edgar Rampo, Emo a bestia che poteva garbare alle nuove generazioni alla stragrande, sto Twixt è bellissimo. Visto un'anteprima, non l'hanno distribuito. non mi distribuisce Infatti, non, non l'ho visto non distribuiscono Brian De Palma, Carpenter 1 lo fanno lavorare, Lennis 1 lo fanno lavorare, Dante c'ha il film Quaron va su lì, Netflix, ICORN vanno e su fanno Netflix. Vanno eh. tutti su Netflix perché pagano, ormai questi, questi lì non sono più autori, io mi sono abituato alla nuova Hollywood e alle autore, questi lì non sono più autori, anche se fanno dei grandi film, questi sono mercenari, non gliene frega un cazzo, non gli interessa. Anche Scorsese per i cinque vecchi e farli sembrare cinque vecchi ringiovaniti è andato da Netflix, a me va bene tutto però... No, Cazzo. no, infatti Francisco Coppola ha fatto il padrino. Non è che ha ringiovanito Marlon Brando, eh? ha preso De Niro. E quindi te, quando fai Irishman, pigli quattro attori di 40 anni meno bravi. E basta. Anche perché se la tua storia è forte, tu è sei cinema, la tua solita mano, è, è certo. È, è, è certo, pinzione. è certo. De... È certo. Eh, quindi quella cosa non l'ho mai capita comunque. C'è sì, una domanda invece. di Simone che la sta facendo da un po', quindi te la riporto, Vabbè. che tra l'altro è uno dei, anche uno degli argomenti che volevo sollevarti. Per chi vuole studiare cinema da autodidatta, è consigliabile seguire degli schemi o è possibile mescolare le visioni con film più datati, più moderni? Consigli sui must see Vabbè, i must see basta guardare il canale di Federico, no. ci sono decine so decine e decine di video. Sinceramente so un cazzo, perché non è che ho programmato, ora mi metto a studiare la musica, il cinema. Non tu l'hai un... vissuto, certo. Non è che ho programma, ma, è... ma io credo che anche il ragazzo che vuole, Simone, non è che programmi, guarda. Eh, no, leggi. infatti però. Quello Giri, che ti volevo chiedere a chi. Era importante la videoteca. Giri, vedi le copertine, quelle ti piacciono. Su, sullo pare. schermo, è un casino, non distingui più un cazzo. Perché ti dico, gli dico, vai, vai al cinema, scegli quello che preferisci, vai in libreria. Nella sezione cinema costano tantissimo i libri, purtroppo. Eh, film, io ne ho un po'. Guarda, eh, sì, sono guarda qualcosa che ti interessa, ti carba l'horror, piglia un bel libro sull'horror, tanto uno va vale l'altro, intanto e parti. Poi hai finito quello, parti con altro, parti con altro e poi vedrai che sono passati dieci anni, hai letto 500 libri, hai, hai visto, visto miliardi <ride> di film e a quel punto lì ti incomincia a fare un gusto personale dato da una scelta precisa a quel punto decidi se buttarti anche come ho fatto io nel girare e quindi se vuoi girare una cosa io la devo studiare la fotografia devo studiare il montaggio e eh, io per fare video a capire, un minimo di teoria riesci a, avere. Riesci, a capire, eh, riesci a capire meglio anche ma io faccio, faccio cortometraggi spero di fare un lungometraggio prima o poi comunque eh me lo auguro è in no, no. preparazione si spera di trovare Comunque, no ma per, secondo me il punto ma che volevo sollevare il è che devono proprio innamorarsi di quello che stanno leggendo e guardando è esatto. il modo è quello, e poi trovano il sistema per imparare perché nessuno nasce imparato come suol dirsi e se volevo avere un insegnamento didattico sarei andato a scuola no caro ma infatti non si, parla di, non si parla di didattica non secondo sia me è sbagliato non perché sia sbagliato perché chi va a studiare cinema danza fa benissimo mi interessa, io dico solo che chi va in questi posti e poi si faccia una sua visione e continua in un'altra maniera e chiami quello che fai non lo faccio solo perché c'è l'esame più facile spero. esatto, ma infatti Questo secondo è... me Matteo dice, Matteo un altro commento riguardo questa cosa dice credo che si intenda non tanto più il percorso proprio didattico ma lo sviluppare un senso critico che è esattamente quello che, quello che stai dicendo tu, il problema è che per secondo sviluppare me sviluppare giorno... un senso critico devi prima sviluppare un senso da, 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 da spettatore cioè te già come spettatore ti devi accorgere che io, io mentre guardavo non è che avevo lo spirito critico io ho guardato Quarto Potere che sapevo un cazzo della fotografia e il montaggio però... Un ragazzetto. <ride> però sono rimasto quindi bisogna avere primo, dispiace, è brutto dirlo alcuni ce l'hanno per, per la fisica beh. una cioè, sensibilità sensibilità. un certo tipo di sensibilità a quel tipo di arte io non esatto. ho sensibilità alcuna per l'opera a me come arriva una che opereggia mi viene voglia di montare sul palco <ride> e uccidere la cicciola quindi certo, eh, lasciamo perdere quindi eh, capisco, non è che è per tutti, quindi non, è, non pensate che tutto è per tutti. Uno si può amare tantissimo una cosa, ma non essere ricambiato dall'arte stessa. Quindi cosa vuol dire? Che te puoi avere la sensibilità, se hai la sensibilità e hai la voglia, ce la fai. Se invece la condizione è semplicemente eh, di... Imposizione? Di, 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 di... Non so, perché... A livello, come, a livello per capire di più e devi studiare cos'è il montaggio, quali sono le basi del montaggio, quali sono gli errori che non si fanno nel cinema, come si fa la fotografia, come, minimo si, di fa la di attore, come si fa la sceneggiatura, da cosa nasce l'idea del perché serve un carrello, perché serve un dolly, cos'è un carrello, un dolly, perché serve un piano sequenza o non serve, quando fare un montaggio alternato, devi sapere così capisci se lo fanno bene o male. Questo non vuol dire però che il film sia fatto bene o male, perché è come... Eh, studiare perfettamente eh, un e suona benissimo e poi pensare che tutti vedono suonare benissimo allora sono bravi artisti no no, no gli, spippola gli spippolatori gli sono chitarristi gli, gli bisogna spippolatori sono attenti nell'imparare la tecnica del cinema perché se no se si va solo dietro la tecnica tutti i film quasi ormai sono tecnicamente quasi buoni quindi è un casino bisogna, il cinema bisogna amare la narrazione quello che viene come viene, se te entri nel film rimani nel film è finito il film e vuoi ancora, sei ancora nel film, il film ha funzionato Pasolini non aveva una tecnica cinematografica cioè un mostruosa però ti spaccava che, lo sei, stomaco sei, sei, sei lì, sei qua cattone in quel momento lì, sei in quella Roma lì sei un accattone e finché non, non finisce non ci esci, eppure aveva la tecnica giusta, quella che doveva avere e poi ci sono mostri di tecnica come Fellini che hanno anche un gusto incredibile quello è... e eh vabbè lì è l'apoteosi no? quando arrivi a quel Dico punto Semplicemente che per studiare veramente il cinema bisogna amarlo, se lo ami già sei al pantapanti inizi a guardare tanti film leggi tantissimi libri parti con i libri meravigliosi di, di Truffaut, Hitchcock tutti quelli della Nouvelle Vague parti con i libri, eh, le monografie le autobiografie scusa, sono notevoli da Allen a Tim Burton a Anneke perché ti spiegano come fanno i film, quindi in quel modo ti danno anche le dritte. No? Una visione eh, di una persona che. Una visione genera. diversa. Certo, certo. Per esempio, uno, Aneke ha un modo di, di riprendere, che io mi sono sempre chiesto molte volte nei suoi film, Anè è un regista austriaco un po' particolare, della pianista, al nastro bianco, famoso per funny games. Eh, è un regista molto particolare io mi chiedevo sempre nei suoi campi e controcampi che c'era qualcosa che mi davano a volte una sensazione a volte un'altra una cazzata per esempio il campo e il controcampo è come stiamo parlando noi due no? certo certo quindi più o meno così però chiaramente montato parla uno parla l'altro eh sì. mi sono reso conto che leggendo finalmente il libro di Aneche niente da nascondere che lui quando voleva distanziare i personaggi e far vedere che c'era una distanza Fisica? Sia okay. fisico, non, non fisica, proprio ah, ok. di, di, di Come di persone, visione che non c'era sì? tanta affinità. Ok, lui non metteva qui, vedi dove era la mia mano sì. la te il dietro della testa, cioè ti metteva solo, ok? Se no, di solito a volte c'è il dietro della testa. Così ti gioca, sem se sembra trovato. che non sia un dialogo tra due persone, ma una okay. sola persona. Quando invece lui vuol far capire che i due sono vicini, lo mette. La testa di quinta tipo taglia, okay, okay. ti fa vedere solo il cranio dietro sì, 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 nel controcampo. Di questo che io non avevo mai notato, che il cinema di me che mi dava sempre questo certo di distanza, ogni tanto di avvicinamento. Me l'ha spiegato con una cosa tecnica che, però ha un senso narrativo. Quello che devo che la gente deve capire deve capire che quando impara il cinema. E Impara la tecnica, deve capire che deve essere sempre al servizio di quello che si narra, non Invece deve essere fuori, un esercizio di stile, di fare, se, no, non... se no diventa sì, un esercizio ma, di ma, stile. Ma nemmeno ormai perché l'esercizio di stile era fino agli anni 70, era un rompimento di coglioni, <ride> certo. Fino agli anni 70 e 80, alcuni movimenti di macchina erano più arditi, ora ci hanno fatto vedere un po' tutto. Tranne che, per esempio, nel cinema d'azione orientale, né, tipo The Ride, roba, trovano degli angoli e delle angolature e delle inquadrature incredibili, ecco. certo. Poi ci sono film americani che volano eh, perché, tipo, John Wick ha una regia il 2 in special modo a livello e di poi intenzione. è epilettico senza darti fastidio cioè perché lì è proprio perché, una questione di ritmo uh, che cioè. non monta così cioè, usa i piano sequenza nelle scene di, di combattimento che è un po' la, la, la cosa che, che, che rende la scena d'azione degna di nota perché se la monti quando non uno non assente. sa fare una scena d'azione cosa fa così non capisci chi colpisce chi non capisci chi va per terra chi no e poi finisce c'è cioè uno che ha vinto uno che ha perso e fin finisce lì cioè non so farla faccio così taglio tutto ogni 10 frame è morta lì invece vedi la scena di Old Boy e capisci che è un'altra roba Che poi vabbè è curosava perché Akira Kurosawa il movimento del carrello con lo, il, col samurai cioè, cioè per quello che dico cioè, quando uno guarda 7 samurai ma cosa cazzo gliene frega se un film di 70 anni fa Adò, che dura fa, 4 ore quanto dura? 3. uno si guarda i 7 samurai e, e si rende conto che di lì nasce tutto il cinema d'avventura e poi fai ah perché il western nasce, di, nasce tutto di lì in un certo senso e fai allora a questo punto. Ma infatti, molto eh, spesso quello il, che. Il bello, di, il bello è di spostarsi tanto dal cinema mainstream americano. Mi dispiace, bisogna andare sull'indipendente, eh, è vero, spostarsi dal è vero, è cinema mainstream. Un infatti, po', tornando. Tornando all'horror, roba anche, eh. cioè io, no, no, io ci pure. credo, ma io so che tu guardi qualsiasi cosa, quindi proprio non c'è. No, non non è... può avere senso critico. Non... Allora, Brenda dice: A questo punto vorrei sapere cosa ne pensa. Io già lo so di Mad Max Fury Road, capolavoro, <ride> è capolavoro. Sono d'accordo. C'è poco. Quando uno dice ma due parole, che pare si usa troppo la parola capolavoro. No, no beh, quello dai. Quello, quello, veramente, quello veramente. Il primo, la uso quanto, il primo la uso quanto cazzo voglio. Questa è la base, cioè, ma chi sei te per dirmi quanto la uso? Secondo, quando è un film per me è un capolavoro perché devo andare a cercare 20.000 giri di parole, potrei parlarne. Ne ho parlato nella monografia per 20 minuti, ma ne puoi ne parli per scena per scena. Di, di... Ma è un film talmente innovativo nel montaggio, talmente perfetto nella messa in scena, talmente portentoso con una sceneggiatura così semplice ma diretta. È un'esperienza. Un quello non è un film, è un viaggio. È... Esatto, e te esatto. Sei con loro, te Sei con loro, cioè. Eh, al cinema quella è la io ero, classe io ero lì quindi è la classica eccezione quando... che conferma la regola, secondo me, perché molto spesso io stesso, con mio gusto personale, eh, do molta importanza alla scrittura in un film. Oltre a chiaramente gli aspetti tecnici e visivi, ma secondo me la scrittura è veramente tanto, tanto importante. Quello è veramente uno dei pochi casi di eccezione che confermano la regola, dove talmente è tutto perfetto che una scrittura, non ovviamente brutta né errata, ma una scrittura comunque linearissima e semplicissima. Cioè, vanno, vanno a completare un qualcosa che è perfetto, a prescindere dal fatto che sia scritto certo, con però, delle arguzie. Allora, cerchiamo di capire anche qui, così si fa un minimo di distanza, perché te per scrittura intendi dialoghi, chiaramente no? No, intendo la sceneggiatura proprio, la narrazione. Allora, la, la, narrazione. Allora, la sceneggiatura esiste da quando esiste il cinema, che era muto, quindi cioè, i dialoghi sono bisogna saperli davvero scrivere. E se sono inseriti in un film come Mad Max, inserire, vanno inseriti in quei punti dove sono inseriti, inserirli in altri punti diventa un problema. Prima di tutto perché sennò diventa un baraccone, perché non puoi inserire eh, una battuta ironica in un momento serio. Non, non puoi, ha senso. Quel, film non, ha quel senso. film non è Guerre Stellari, non riesce a infilare la battutina, quindi non, non ha. Chiaro il cinema di Woody Allen per esempio che è fatto di tanti dialoghi ma c'ha una regia portentosa per però i è dialoghi sono anche perfetti i dialoghi sono anche scritti sono film verbosi ma che fanno del dialogo anche uno dei punti di ma forza ma scritti figlio. per poi quello che lui farà esatto cioè, anche il esatto. libro di Woody Allen la sua autobiografia comprate anche per l'autobiografia che non vi fa male lo dice che anche lui scrive poi va sul set e quasi improvvisa perché quello che ha scritto in realtà è poi quello che lui vuole mettere in scena quindi tanti dialoghi poi taglia tante cose le allunga cioè il cinema è fatto immagini e dialoghi insieme la perfezione è quando si riesce a mettere queste due cose che di filano. altissimo livello entrambe eh, eh, siamo okay. a posto come può fare Tarantino, Robert Altman e tanti altri registi Paul Thomas Anderson poi sono Anderson. Meravigliosi, meravigliosi a livello visivo e ci sono registi grandiosi a livello di scrittura, magari hanno dei, dei dialoghi eccezionali, diceva un po' lì, però sono dei bei, dei bei film da vedere lo stesso, magari. Ecco, non sono magari eccezionali per me perché poi ci vorrebbe anche la regia, che a me piace tanto poi come, come parli con la macchina da presa. Quindi... Certo però il cinema è proprio il bello del cinema è che sono 650 arti tutte insieme che ne fanno una sempre diversa perché anche una regia invisibile se messa e contestualizzata bene e, e pensata bene è l'unica che esiste cioè la regia di Kubrick non è visibile perché se te uno guarda il film di Kubrick guarda Shining e si mette a fare guarda qui che dolly ha fatto il film è finito certo, cioè, il chiaro. bello di Shining è che te lo guardi e non lo vedi cioè te sei in paranoia se lì esci poi ci pensi dopo. Guardi, allora... la, alla seconda, terza volta che lo vedi, allora sei distaccato e fa: Ma guarda, questo che carrello di staffa, è infinito. È 5 Beh, la, la scena di, di Psycho quando esce lui dalla camera con la madre in braccio che fa quella roba con la camera che torna su, E li l'inquadra dall'alto. Cioè, lì, lui avrebbe potuto semplicemente avrebbe potuto semplicemente fare l'inquadratura sulla porta che zoomava, che usciva, e invece ha fatto quel movimento lì che cioè, l'ha voluto. Allora. Eh. allora. Psycho, di Psycho, ora tanto a giorni esce lo speciale che ho fatto sulla saga i quattro film di Psycho. Quindi, più il, pinto, va. il, Van, il Gas Van Sant più un, ap un apocrifo che ho trovato allucinante dell'87 che si chiama Tipo La morte al Bates Motel, meraviglioso. cioè che non è tipo riconosciuto? È, non è... è riconosciuto perché c'è la casa, c'è il motel. Io non so perché boh, boh, c'è anche la serie tv, boh, lo, lo provato, sai? Bates Motel, preferisco vivere. No, non ci e, credo. E quindi, insomma, sai, è un film che in, in ogni inquadratura è un'inquadratura ardita per l'epoca. Cioè, la scena della doccia è tutta. Un... è che lì gliela, se non gliela montava la moglie, vedrai, però eh, la scena della doccia: no, cioè, il movimento circolare sull'occhio con la camera e poi si ferma, allarga la faccia di lei. Fai... Boh. Poi si vede solo la, la mano quando inquadra me. da fuori: si, si vede solo la mano che esce. Come si fa? Cioè, il dettaglio sulle anelli che vengono giù non, non, è un. È cinema che secondo me adesso lo fanno veramente in pochi. Ed è un peccato perché quello era il cinema che vendeva tantissimo. Sai, qua è un enorme successo commerciale. Ed era di ad, un esempio, ad esempio, nell'horror, quello Del recente gigante. fatto bene. Io sono rimasto scioccato quando ho visto tipo la scena di, di Hereditary quando c'è il funerale che lui inquadra la bara, segue la bara con. Il crane va giù e va sotto La macchina segue la bara che va sottoterra. Minchia, che eh, dici? Quella è, una cosa, quella è una cosa polanschiana proprio. Eh, e cosa... che dici, però, cazzo, un regista horror del cazzo ti avrebbe fatto vedere il classico personaggio al funerale, qualche primo piano, eh, gira attorno, è morta lì. Il punto è che quella scena lì ti serve. Non è che messo, il buono di Ashton è che anche lui la tecnica lì gli serve perché te in quel modo lì sei sotterrato. Minchia, sì, vai giù, vai giù. E, e l'ha preso pari pari, in realtà, da, non il movimento, ma l'idea da paura nella città dei morti venti di Fulci di quando sotterrano quella viva, che poi è citato in Tarantino in Kill Bill 2, c'è anche la musica, e che lei vive e si sveglia. Sì. E anche lì Fulci ti mette la telecamera in una maniera assurda altezza. Che quando si risveglia mentre questo cerca di, con le picconate di aprire i picconi che si piantano da tutte le parti, e questa rischia di morire invece di essere salvata. È una scena terrib terribile. E lì Fulci fa dei movimenti ad andare avanti che sembrano quasi una soggettiva del piccone. Che certo. vara, Ed è una cosa assurda perché la soggettiva di solito si fa di cose viventi, non di cose morte. Ma poi è l'idea per farti entrare e c'hai un'ansia con Questi campi e controcampi continui di questa cosa che va giù, questa inquadratura dal basso. giù, eh, Queste sono scelte narrative, oltre che una scelta tecnica. È la regia perché messa, a, grandi, servizio, grandi messa a servizio era della narrazione. Film con due lire. Quindi, certo, stiamo parlando certo. di perciò prima due lire, quindi si doveva inventare, era molto modesto, ma poi in realtà diceva: Questa inquadratura Spielberg e Sassonia, ecco. Quindi diceva così: Grande Fulci. Cioè, perché, comunque lui con una macchina presa e tre stronzi, faceva un firmone. Quindi, il cinema, anche lì bisogna vedere che lì, poi ripeto, il cinema lo fa. Il regista lo fa, lo sceneggiatore. Lo, lo fa un'equipe un, un è, regista... un, è un lavoro di squadra il cinema. Chiaramente? Ma il regista, cioè. però è il direttore d'orchestra, non c'è cazzo è chiaro, è chiaro. Orchestre, le orchestre di livello vale altissimo, sono... le orchestre di livello altissimo sanno tutte suonare perfettamente senza direttore, per però il direttore c'è per quello che ti ho detto. La tecnica ormai ce l'hanno tutti, bisogna vedere chi dirige questa cosa, e quindi. Ma infatti, secondo me, Bravi inganna dire, tanto chi, chi non ha magari voglia, non ha interesse nell'andare un pochino più a fondo. Viene ingannato anche molto spesso dal fatto che certi film sono confezionati benissimo a livello di forma, pubblicizzati tantissimo, te li sbattono in faccia continuamente e quindi tu non è che vai a vedere una roba di serie Z che lo vedi subito che è una cafonata, vedi un film che è un film di serie Z ma è vestito a festa e quindi pensi anche di aver visto qualcosa di bello, quando poi guardi veramente un film bello sei in grado di riconoscere qual è dei due veramente il film bello, questa è la domanda, questa è la domanda allora, da farsi eh, secondo me. Ripeto, eh. ognuno lì nei, nei gusti poi... I, i, allora, che i gusti non si discutono è una cazzata I gusti anche secondo me è una cazzata cosa... non è tutto oggettivo questo no, mondo no, no ma poi se no di cosa si parla se non si parla cioè, eh, scusa mia eh, io non dico di che non mi parla. piace basta è finita lì cioè... basta è finita lì cioè, no, si, eh. cosa si parla no dimmi Charlisterone è brutta eh no. eh no mi dispiace Charlie ma, ma no. Tutto, no mi spieghi perché è brutta eh, appunto, esatto. non è appunto, esatto, non è un parere, cioè, non, non è un parere che, che un Charlisteron sia bella... Ma è un altro discorso, a cioè, te puoi chiaro. dire, a me piacciono le donne basse e con baffi. Non Però piacere. non mi potrei mai dire che Charlisteron è brutta. Però almeno adesso di adesso, perché poi i canoni della bellezza, possono cambiare, ma adesso chiaro. è oggettivamente bella per i nostri... Chiaro, chiaro, Ed è così anche, anche per le arti, secondo me. Io che non mi intendo eh beh, magari certo. di pittura. Allora, io, io, io che non, io intendo non mi intendo io, di pittura. Dietro, nemmeno io, anche se mia moglie dipinge, brava, ma io... Figo. Quando vedo un quadro a me se piace, piace. Se uno poi mi passa accanto no, e mi dice: Senti, però sto quadro lì è bellino, però è copiato. È un quadro dell'800, più bello, te faccio vedere. Vieni nella stanza di là. Lo vado allora, e di poi quello. Mi piace anche meno che magari c'è una differenza di, di tempo che. Però lo Ward certo. è oggettivamente questo. Poi a me piace più quello. Però resta il fatto che se c'era questo quello non esisteva. Esatto, quanto esatto. Va quanto esatto. valore ha artistico, molto meno. Basta. Quindi la soggettività, la soggettività esiste nel è momento giusta, in cui però. Giusto, esatto, devi farbare, far te devi garbare quello e ti garba se a te certo. ti garbano a fare Caraibi, a me di farti vedere il settimo Sicilio non me ne frega un cazzo. Te deve essere questo. Per quello che io dico sempre, non, ti, non ci capisci un cazzo di cinema, non è grave. Cioè molto più grave non grande citazione: grande citazione. No, però, se uno viene da me e mi dice: A me gasa un botto Natale su Marte, gli posso anche dire: posso pensare nella mia testa tutte le imprecazioni che voglio, ma dirgli va bene. Però se quella stessa persona viene da me e mi dice il settimo sigillo. È un film brutto, Eh, eh quello eh, è un altro discorso. Dimmi perché, dimmi eh, perché esatto. io ti smonto tutti e io provo ad argomentare. Esatto. No, no, argomentare no, in quel modo a questo punto, lui deve argomentare, io devo smontare. Molto sì, sì però la, la tua critica positiva Beh, argomenta lo, tanto lo, lo quanto lo smonto, la sua. No? Lo giusto? Eh, certo. Perché non devi puntare. Se lui ti dice perché è lento, te non devi puntare a dirgli no te devi fargli capire perché lui non ha idea di cosa sia la lentezza. Esatto. E, il è il discorso che facevo prima. ormai sui capolavori devi essere crudele nel, in questo senso. Cioè, devi, che, poi devi rimanere tutto sul fatto che se a lui continua a garbare i matrimoni alle Bahamas è giusto e se lo guardi perché cavolo, poi magari io no. Parli con questo, Licaro al matrimonio del Vamas, Natale a Rio, perché? Perché, magari tutto il giorno è che ne so, è un, è un neurologo opera il cervello, è sempre teso e ha bisogno di niente. Quando Ma è chiaro, vuole che vite su una scoreggia, fa Ma sempre parte di un retaggio è una culturale intelligentissima. Che è, sa 10.000 cose magari più di me, ha 6.000 rischi di, di classica, è un mostro, ma di cinema non ci capisce assolutamente. Esatto. Però se tu, se tu ridi, se il tuo umorismo e il tuo concetto di cosa divertente è l'umorismo dei Vanzina, eh, cioè non lo so, non, non esiste la forma di umorismo massima, però non mi viene da dire che, è, che questa cosa sia inobbiettabile, cioè sì, sì. non lo so. A, a me non fanno ridere, ma neanche a me, neanche Anche se non dicesse che alcuni loro film mi hanno fatto ridere, nonostante non mi piacciono. Però è, è una questione però che è diversa. Io stavo dicendo del fatto che, comunque, lui ha tutto il diritto di guardare Matrimonio delle Bahamas. Io ho tutto il diritto di guardarmi al cinema e so dei Devil di chi vuole, chiaro? Certo. E quello invece me, me lo portano. Io vorrei che ci fosse la Marvel come ci fosse e il film che mi ha. Il problema è che tu sei uno e le persone che, che le, le altre persone di cui parliamo sono dieci in rapporto. e Quindi, io questo rapporto... E quindi secondo me, con il lavoro che io provo a fare con la mia miseria, è cercare di far portare le persone un pochino... Starle, con, facendo degli Orienti, dei classici, dei, certo, si certo. Roma, ci si prova e, e con io, me ci sei riuscito cioè, ad esempio, vita, perché è, questo ormai è diventato un obbligo, è diventato un lavoro. Quindi per me è un lavoro e io come tale lo, lo pongo. Ho la fortuna di fare questo lavoro che alla fine mi piace. È ora, la tua passione, va certo. Bene così. Però per mi, dirti: sono... certo, se mi dici vuoi 200.000 iscritti, dammeli che se me ne frega. Essere... Io sono di quelli che dicono devi essere per forza di nicchia, se no, non sei niente sono abbastanza di quelli che dicono che se hai 5 milioni sei poco è difficile che tu sia tanto dico che la via di mezzo, i 100, 200 mila diciamo per youtube sono numeri di persone che possono ma poi lì ci sono delle per meccaniche, meccaniche, per me. meccaniche dietro di sapersi vendere sono meccaniche no, di sapersi vendere sul diventa, web è una questione un diversa una questione e quindi diversa. per me, ti direi come no, a me garba cresce e mi garba anche guadagnarci con questo lavoro, come no ovvio, ovvio. è partito tutto perché mi piace e non ho certo. nessuno che mi dice di quale film dire questo mese, cosa parlare, cosa scrivere. Parla bene. quindi... E questa, secondo me, che... è la tua forza. Non dovrebbe, non dovrebbe, non deve mai cambiare. Perché questo è il tuo, Molta secondo me, è la, è, la unicità, è la tua unicità, e eh. la tua unicità è questa, secondo me. Cioè, ma è il mio errore più grande della vita, eh? cioè, io in realtà dovrei essere molto più eh, Dipende dai più... punti di vista, dipende dai punti questo di è, vista. Questo è nei, nei, nei fatti pratici: cioè, se vedi il mondo come funziona, devi essere molto più è preciso e amichevole con tutti anche con quelli che non vuoi essere amichevoli Io con quelli che non voglio essere amichevole non ci ma soprattutto più, più che amichevole che potrebbe anche essere passabile devi saperti vendere e saperti vendere può anche portare a delle scelte che vanno contro quello che possa essere il tuo pensiero la tua ideologia è una cosa a cui devi scegliere se scendere a compromessi o no se non lo vuoi fare, non lo fai semplicemente. Qua dicono in chat eh, parlando qui. Prima parlavamo di psycho, domanda interessante. Appunto, considerato che il psycho in ogni inquadratura ogni inquadratura è ardita per i tempi. Non dovremmo pisciare sul remake di Gas Van Sant? Allora, ho cercato di spiegarlo prima in tre parole: non è un remake, è una precisa opera pop creata appositamente per ricreare. Inquadratura per inquadratura in una difficoltà assurda, rigida, ricolorandola come se fosse stato un film degli anni '60 con quella pastella, o non utilizzando il digitale, utilizzando la pellicola e utilizzando tutti i mezzi che si usavano all'epoca per ricreare perfettamente l'opera ciccocchiana e trasformarla come nel famoso quadro della Marilyn Monroe in, in quattro modi diversi fatti da Warhol in maniera negativa, la Marilyn viola, la Marilyn rosa, ok? è un'operazione pot. Cosa vuol dire? Che è un'operazione di ricostruzione. Gas Van Sant non ha voluto assolutamente fare un remake, ma fare un omaggio e renderlo fruibile alle nuove generazioni incolte che non avrebbero mai accettato il bianco e il nero. Queste sono le parole di Gas Van Sant. In più, Gas Van Sant ha voluto aggiungere quei minuti e quelle inquadrature già studiate da Hitchcock che erano state tagliate poi nel montaggio e in sceneggiatura perché la censura mai gli avrebbe fatto passare uno che si fa una sega dietro un muro. Chiaro? Quindi non è possibile che il remake di Gas Manzante sia eh, inutile. E quando una cosa non è inutile, ma è utile, non può essere mai pessima arte. Mi sembra un discorso perfetto. Poi perfetto. che se ti fa caio per te, spazzatura va benissimo. Che no, prega. no, no, certo. certo. Io ho so quello di Psycho. Io mi guardo quello di Hitchcock. Li so tutti e due, però cioè, guardo quello di Caso L'ho visto una quindicina di volte. Quello di Hitchcock non lo so più, penso 300. Quindi boh, lo guardo 5 volte l'anno, 6 volte l'anno da 40 da 30 <ride> Tra anni. Tra l'altro, una curiosità anni. che avevo, che avevo voluto chiederti, visto tu, guardi, mi ricordo che l'avevi detto da qualche parte, una cosa come tipo tre film al giorno, se non ricordo sì. male. No? Adesso secondo me ero più ne avevo già visto uno. Ok, come te la gestisci a livello proprio della tua giornata? Il fatto di riuscire sempre a guardare così tanti film la sera piuttosto che in Toffo negozio, okay. ok, ok, quindi la notte, la notte è un'enorme visione. Io dormo la mattina, mi sveglio. Okay. Dormendo quando spunta il sole, mica la notte... Eh, sì, infatti. Eccomi ci sta no no perché comunque è, è una cazzata eh. però per una persona come me che comunque non, purtroppo non ha modo di, eh, di far coniugare passioni e lavoro al 100% eh, anche proprio a livello della giornata io vorrei guardare una marea di roba in più di quella che riesco a guardare eh, perché comunque eh. mi faccio le mie liste ho le mie robe da recuperare liste su liste su liste su liste e cazzo anche trovare veramente il tempo per dire porto avanti questo mio percorso formativo dato dalla visione che era quello di cui parlavamo prima non è proprio banalissimo perché comunque bisogna scendere a compromessi e di dire mi io dedico a una persona enorme eh, o a mia moglie che come me ama il cinema se non più di me e ne non, stato non sarebbe me. stato possibile il contrario e quindi penso. guardiamo tantissimi film insieme e quindi è più facile primo eh, poi io siccome ripeto non sono un bimbo la vita non è eterna io cerco di dedicare quando posso, più spazio possibile di quando sono sveglio della mia vita. Alle cose che ti piacciono. Alle cose che mi piacciono. Basta. È una grande, Quindi, è una grande filosofia questa. Eh, nove ore io ne, le spendo fra musica, mia moglie, cinema e altre cose, magari. Eh, chiaro, per chiaro. Far, ne far, si far parla di una, media, di una media, Però, ovviamente. Almeno eh, sono due, tre film al giorno. Un migliaio di film l'anno, 900. Eh, rispondendo alla domanda del ragazzo di prima. Ma no, io non appunto... credo di aver visto un, almeno nella mia vita, a dire poco, 40.000 film. A dire direi, poco, che, direi che sono un tot. Io noleggiavo tre film al giorno dal 1984, cioè, noleggiavi, per tu, cioè, noleggiavi per guardarli tu. Cioè, noleggiavi tu per guardarli? guardarli io. Tutti Se li guardavo tutti io in famiglia. Tre al giorno: uno per il pomeriggio, uno per la sera, uno per la notte. Questo è il, il, modo, il modo per rispondere alla domanda di prima e con cui una persona giorno, si forma quando si non forma un film ascoltavo musica e poi ho io ho passato molto più tempo della mia giovinezza a ascoltare musica perché era una cosa che facevo anche attivamente. Eh, come musicista, tra 300 virgolette, e a un certo punto ho deciso che dovevo splittare un po' questo tempo tra la musica ascoltata la musica suonata e il cinema altrimenti non avrei potuto portare tutto quanto a livello che ancora ce n'ho di strada ma che vorrei portare quindi è proprio una questione di gestione del tempo che non è non è, non è banale come, come discorso no io Qua... lo gestisco anche a cazzo boh. no no ho ma o non oh, lo gestisce dato, come cazzo gli pare quando sono stato in lockdown cioè, che stavo sveglio 18 19 20 ore mi guardavo cinque film, erano passate solo nemmeno dieci ore. No, no, ma anch'io, infatti, e durante, durante artisti, le vacanze, ho provato a, a fare i filotti. a, a morire ed ho sentito: ha cioè, aperto il cinema, volevo andarci su, sempre ha chiuso dopo due cagate. Cioè, Guarda, l'unico film che sono riuscito ad andare a vedere al cinema in quel periodo lì è stato Tenet. L'unico. E tra l'altro, vabbè, no, eh, discorso anche grazie, era bellissimo. Eh, il quello no. purtroppo l'ho visto dopo, non l'ho visto no, al visto cinema. Il cinema, era notevole, mamma mia. Anche lì, cazzo, uno dice: Grete alleanze, solita puttanata, ci hanno fatto 2000 versioni slasher, wow. trash. Minchia, quello è un film. Eh. Che va a prendere da, da un sacco di cose che, che non ti aspetteresti da un horror moderno. Io, cioè, sinceramente, eh, quando ho visto che era di Perkins, me l'aspettavo perché le sue due opere prima che aveva fatto erano bellissime. Oh, C'è quello su ce uno su Netflix suo: Sono la sì, bella creatura io, io che è vive. È meraviglioso. È il più bello Non l'ho ancora inferiore. visto. Non l'ho ancora visto. Devo guardare. Eh, infatti, è quello che avevamo io. Mi ricordo che lo guardai perché un paio d'anni fa dovetti fare una serata un festival dove dovevo parlare del cambiamento con Netflix, dei film che faceva e quindi dovevo avere un'idea. Nessuno ti risparmia Guarda da questa un... cosa. No, dovevo... no, ma lì era proprio una conferenza. Un'analisi, eh, ok, ok. Un migliaio di persone davanti dal vivo, eh, non in video, e eh, diventa ancora più difficile. Quindi la certo. preparazione ce la devi avere, fanno le domande. E allora ho deciso che per tre mesi passavo tre ore al giorno sul Netflix. Uh, cosa hai guardato? Io mi sono guardato tutti i film che potevo prodotti da Netflix. Ho visto, erano quasi tutte cagate, ma quando ho visto Dette Notte volevo, volevo veramente. No, beh, lì i, però hai sbagliato passi, tu. Eh. No, no, ho guardato tutto. E, okay. sono, e poi ho, sono, tra filmacce e filmetti. Mi sono, mi sono incappato in questa meraviglia di Ozberg. Oh, questo è il figliolo. Quello di February, questo è un film bellissimo perché è su questa piattaforma dove nessuno lo sta accanto e all'epoca c'erano ancora le votazioni e visualizzazioni, non l'aveva visto praticamente nessuno ed aveva tipo una stellina. Tra l'altro lei è bravissima, accanto. lei c'è anche in una serie sì, che si chiama Luther, molto bella. Un, un horror terriccio, un horror fatto da loro, uno slasher orribile di Netflix che aveva 4 stelle e mezzo, ho fatto ok, ho capito. Secondo me, ad esempio, quest'anno c'è un film bellissimo che probabilmente tu non hai visto perché con un peso che tu abbia visto roba su Netflix quest'anno no, che, so, so. che si chiama Le strade del male, non so se ne hai sentito no, parlare. Visto. È veramente non un film notevole. L'unico film che ho visto io, in realtà, proprio di Netflix puro, che ho messo anche nel meglio, che poi non è di Netflix perché è dell'A24, è Diamanti Grezzi bellissimo bellissimo perché mi sono comprato il coso estero e quindi mi sono sentito impossibilitato di poterne parlare io ci ho trovato che... delle, delle cose alla wolf of wall street in quel film come come um, loro due ansia sono registi molto particolari. come ansia della, Anzi, ansia della narrazione film di... proprio l'ho sì, trovato scorsesiano è, è eh, esatto. film esatto. molto anni 70 molto nuova hollywood e molto a catena, molto fatto, piano fatto. inclinato come, come, come I idea i fratelli Sade sono veramente bravi è anche il film precedente con i due fratelli che non mi ricordo come si chiama Good no, non, mi sa, non, non, lo, non credo di averlo visto è molto bello, molto bello Good, Good, Vellone, Pattinson si chiamava ah, good, good Time Good Time Good Time Good Time, sì. Good Good time. Time. ok. Ho Quindi, visto che c'è anche quello su, su Prime, su, c'è da qualche parte. Non lo so, parte. però io ho un tipo di negozio da un paio d'anni. Ci sono due domande eh. molto pericolose qui, molto pericolose. Una, su cui io non sono assolutamente d'accordo, anche se Nicola è un mio amico, ed è pareri su Once Upon a Time in Hollywood, secondo me la prova peggiore di Tarantino, non sono assolutamente d'accordo. No, la prova so cosa peggiore ne... di Tarantino è Django. Anche secondo me, non ci credo, Fede. Sei la prima persona che è d'accordo con in me su questa è un cosa. Grande film Però Anche non secondo è nemmeno me. tra le opere migliori di Tarantino. Cioè però, però secondo me, me è, è tanta roba. Far. È tanta roba. A me, Django, ti, ti giuro, Django... c'ha un paio di sequenze secondo me un po', un po' buttate lì che potrei evitare. Tarantino, stavolta, però filmone. Django è un ottimo film eh, perché si parla di Tarantino, sì. Ma non mi ha non davvero convinto. È un bel film, no, a me ha convinto, però è un film che mi convince, è un bel film non è come Jackie Brown che mi lascia a bocca aperta cioè, non, mi ha, dato quella, non mi, mi ha dato quella cosa cioè, lì non so perché cioè, delle non... scene, delle se sequenze secondo me talmente belle che mamma mia anche in Django lasciano basito Però Vabbè, ma Tarantino di, di scusate, cosa, di cosa, di devi dire, cioè, cosa so, gli devi non dire? non lo so, secondo me boh, eh, Dateful 8 ne vale 20 tanto Dateful 8 massacrato completamente per me Jackie Brown, Dateful 8 e Pulp sono i top di Tarantino Ok, invece l'altra domanda pericolosa è, peggior film di Hitchcock? Peggiore? I, pr i primi due Muti. <ride> ok. Poi Sabotage mi pare era, non era un gran... Eh, io no, non ho visto tutto di Hitchcock, quindi ti era, lascio proprio la palla che completamente. Mi si titolava così, ma mi pare proprio di sì, perché ne ha fatti un po', eh. Eh, infatti, nostro, anche lì approcciarsi a certe filmografie sì. magari Sa tardi. Tra sabotaggio, virgolette, il sabotaggio del 36 non mi garbò un granché, ok. okay. E poi forse l'altro era Topaz. Mi sembra che non, non mi convinse molto. Okay. Tra l'altro, come fai poco. a ricordarteli tutti? Non lo so. Sì, sono un po' psiopatio. Ah no, no anche io ho i miei mie OCD, eh, assolutamente. Tra l'altro qui chiedono eh, una domanda gettonatissima che ti fanno ovunque, so, che non, so anche che non, non c'hai troppa voglia di sbilanciarti, ma tra l'altro, bravo me che non te ne avevo mai riportate finora, ma dicono due parole su Tenet. L'ho visto una volta sola, è un film... Eh, eh, è un film bipolare, dà la sensazione a momenti di essere un film, uno dei film più belli de degli ultimi anni. E mi dà la sensazione di essere uno dei film più brutti degli ultimi anni. A è veramente un però film strano. L'ho visto una volta. Ho notato che non torna un cazzo, che la trama che tutti dicevano era così complessa in realtà è semplicissima. È una cazzata. Un e, però l'ho visto una volta sola, quindi lo voglio rivedere per capire se torna. o non... cioè, È un film con Nolan cerco, sono buono e cerco sempre di dargli 4-5 possibilità ecco. prima di cercare di capire qual è il mio giudizio almeno ci mette il cuore per ora, per ora quelli che mi hanno detto perché non è nel meglio e non è nel peggio io questa domanda la reputa la più scima del mondo anche se me la fanno i miei follower se non l'ho messo nel meglio e nel peggio non è né meglio me? né peggio l'ho cioè. lì che è classio film da 6, cosa ti devo dire, Classico film guardi, che per ora l'ho guardato non ho, io non sono di quelli che l'ha visto mal volentieri. No, neanch'io, anzi ero gasato, perché comunque la... Nolan, ah, sempre Nolan. Ho volato, <ride> ci ho riso, eh, ho riso come un pazzo, perché quando tornavano all'indietro mi pareva Benny Hill... Eh... <ride> Sentivo la musina sotto, proprio eh, c'è delle scene proprio secondo me confusissime perché non sa gestire le scene d'azione. Secondo me a dovere, come al solito, no? L'hanno ogni tanto le toppa, però lo devo capire rivedere. Tra l'altro, ho, ho visto dei retroscena co su, come, su come si è complicato la vita per fare quelle scene in reverse che in realtà sono girate dritte, cioè sono girate Dritter. al contrario, poi sono mandate dritte. È cioè una roba, un è una roba un casino. Però perché Secondo me, è eh, la critica, io, la critica peggiore che, che gli posso fare io. Cioè, è esattamente, eh, eh, mi dispiace quando mi dice dicono che fa schifo Tenet e poi li garba Natale a... Vabbè Santa ma Spirito. qui veramente allora non esiste sì. e No, poi però uno dice non, ha, non mi è piaciuto Tenet perché eh, eh, mi garba Sposci Conne, mi garba Tovello l'ha rubato io, allora, capisco alcune cose non è tornato, però insomma ci sono eh, oggettivamente il film è ben, ben girato, anche quello eh, Beh, ma questo. anche lì, figurati se Nolan gira male poi con però, tutti i soldi ripeto, che gli danno, quel, cioè... però la, ogni tanto è fiacco nelle scene d'azione ed è strano, l'ho trovato fiacco l'ho trovato a, a volte comico. Ripeto, sentivo proprio la musichina di Ben Neil e Ben Neil con le, le donnine velocizzate. Non lo, non lo so perché mi dava questa mi dava il senso. Un po' così, perché da una parte si picchiano a quell'altra tornano indietro. Poi dai la sguardo. scena la scena del combattimento finale, Fede non si capisce un cazzo. un cazzo, ne sai chi spara a chi chi, chi chi sta goff, vincendo, chi è sta goff, perdendo. Per vedi, è Goffoli. Lì non è che è una scelta narrativa, secondo me è proprio goffo è quello il punto voglio dire, perché è un passo, è un, è goffo, passo un, po', un po più lungo della gamba voglio capire me. se è goffo o seppure sono io che non l'ho capito ma poi io, poi, io sono mh. di quelli che io li mi do il le beneficio le... del dubbio anche se come tenet se... non l'ho capito non perché non ho capito quello che succedeva non ho capito se mi è meglio se... o no l'intento se... lo voglio capire l'intento alla la trama e quello che succede me lo tengo per quando uscirà in dvd o eh, così te lo spari un, un po' adesso. di volte e via ora me lo rivedo un paio di volte in blu-ray guardo cosa da dire e se mi comincerà andrà nel meglio se mi farà schifo andrà nel peggio del mese che sono i consigli che faccio tutti i mesi se invece rimarrà nel mezzo un'altra volta è inutile che continuate a ma attento, ma Mi ma sarà un film mediocre meglio, per te e buono lì cioè... da 6 ma nemmeno mediocre il classico film quel no, compitino che guardi è... che io io per scegliere, metaforicamente nella mia testa, perché non li uso mai i voti, ma per scegliere, se no non so mai dove sbattere. Chiaro. Il film deve superare il 7, 7,5 per andare nel meglio. Beh, se no non ha se no, senso, non se ne, ne già ne metti 40. Quindi, cioè. eh, eh. sono 45, devono avere almeno 7, se no non ci possono andare. Ah, qua ci sono due. 45, infatti, quest'anno film da 10 ce n'è pochissimi Cioè, film secondo me meravigliosi ce n'è pochi. È vero. Ma vero ma sono, ma è vero, rispetto all'anno scorso. Ma no. c'è poco anche da farne in quel senso, ci sono, ma tantissimi bei film. Ma è stato un anno di cinema, non c'è stato. Già, tanto che tu sei. Infatti, ti ho, ti ho scritto il commento su Facebook al, al post. Già, tanto che tu che guardi tutto e quindi hai potuto fare questa cosa, sei riuscito a cavar fuori da quest'anno di merda. È la più soggettiva, qua. forse, di tutti gli anni. 40 titoli, ma una, cioè una, una persona come 40, me. 45 titoli. Eh, io quest'anno ho visto solo roba di mille anni fa e qualche film nuovo, ma poco perché veramente per uno che deve un po' centellinare anche la visione, come fai? Cioè, Però, non è che anche quando mi dicevi perché guardi film, comunque è il mio lavoro in tutti Ah i beh, sensi. chiaramente, chiaramente. È cioè, il mio lavoro qui in rete, è il mio lavoro... Fisico, tu più li più guardi, più, ci, più ne puoi parlare, una ovviamente... Biblioteca. come faccio? Mi porto via... Guarda, scusami, forse... Perché sennò sembra di dico una cazzata. No, no, io io ci credo. Da vedere per stasera, perché sono usciti dai negozi. Uno, che mi sono portato. Ok. Due, che mi sono portato. Ok. Tre, che mi sono portato. <ride> Quattro, che mi sono portato. Cinque. Sei, che mi sono portato sette, sì, sono otto. Cioè, tu, puoi so, tu puoi permetterti di non tu puoi permetterti di non selezionare, no, che è beh, una cosa incredibile. incredibile. Sono il negozio e so già cosa cazzo guardare. Ne ho 10.000 in negozio di DVD. Quindi questa Ci... è la mia scelta per vedere i film. Tra film di stasera saranno fra questi. Ci sono due domande interessanti. Sempre Brenda. Brand... Io eh, poi no, ci credo. che dice cosa ne pensi di quei film per cui comprenderli bisogna guardarli sei volte o leggere per ore su internet post visione se devi leggere sei volte su internet vuol dire che non c'è capito un cazzo e te lo spiega qualcun altro, quindi che valore ha nessuno, perché se non ci sei arrivato da solo e devi dire, dare per buona la spiegazione di un altro, mica è filosofia. È un film è cioè un film, però ci no, sono, sono dei film, ci sono dei film, ci sono Anneche. Anne che sono dei film che vanno capiti. E lui cosa dice nel libro? La prima cosa: non mi fate domande e non mi chiedete cosa vogliono dire i miei figli. Cioè, Subire l'arte. Non cerchi di trovare una spiegazione. Non ditemi cosa volevo dire delle spiegazioni dei film. Non, lo dice Neck, lo dice Woody Allen, lo dice Hitchcock. Non la vuole. Non è quello. Guarda il film. Guarda il film. E lui una sp Le spiegazioni. Quando non vuole trovare la spiegazione, è incerto. La rotella va su, va giù. Ma che te frega. Il bello del film è che se puoi. È, è il sospeso. Se, se, è stato furbissimo, Nolan. non sapeva come chiuderla, faccio questa rotella che per me Ma tu non hai mai. Tu non hai mai la realtà. sensazione. Perché la rotella crolla chiaramente. Quindi è una. L'idea del film che devi vederlo sei volte. Io per capirlo, cazzo ma cos'è? cioè, Per capire la trama, ma che cazzo non So, qua citano, qua citano Mulholland Drive. Ma Mulholland Drive non è un film che va visto sei volte per capirlo, va visto sei volte per apprezzarlo ancora di più. È un film destrutturato, Lynch non ha alcuna intenzione di, ti, di tirare fuori una narrazione che sia quella, diciamo così, piatta, che viene utilizzata, normale, la narrazione deve avere una linea, deve seguire quella linea con determinati picchi e salite per cercare sempre di mantenere una narrazione coesa, perché se si sfilaccia ti, ti ricordi che c'è la macchina da presa, vedi l'operatore, vedi io a me fa questo effetto, mi si sfilaccia la narrazione e vedo la truppe e quindi finisce l'effetto del cinema. Magari mi ci vuole altri dieci minuti perché il film mi riprenda, ok? Quindi, come eh, ti guardavano i miei Però Mulholland Drive è un film che probabilmente non lo capisce alla prima no, come non lo capisce ma alla sesta. Non lo capisce alla sesta. Eh, ma perché non lo devi lo capire? Lo volte come vuoi, oppure se vuoi... Cioè io, Mulholland Drive, quello che ho capito io è semplicemente che tutto quello che abbiamo visto fino all'apertura della scatola del sogno è quello che Lynch ci voleva raccontare di determinati personaggi con determinati nomi all'interno di una determinata narrazione, distorta dalla sua voluta falsa realtà. Dopo ti trasporta nella realtà filmica, quello che non è più un sogno dopo la scatola, ma in quello che sono davvero, che dovrebbero essere davvero i personaggi. E un'altra volta in realtà ti riporta in una realtà falsata, che non può essere altro in quanto filmica. Quindi il discorso di concepire Mulholland Drive a livello narrativo in maniera semplice, certo, cioè, è sbagliato come approccio è, approccio, è un approccio sbagliato, okay. Perché Lynch sta discutendo e lavorando sul mezzo cinematografico e su come all'interno del racconto i personaggi possono cambiare nome, cambiare posto perché io, Dio, come diceva in Truman Show ed Harris, cambio quello che voglio. E, e tu te, te lo puppi. Si torna al mio discorso iniziale: tipo e un film Un velluto blu. Un film che a me ha dato, film un film lui. che a me ha dato questa sensazione di, di brutta nel senso di dire. Mi rendo conto che sto guardando un film alto. Un film che non gli si può dire un cazzo sotto certi punti di vista, ma che se non colgo quelle due o tre robe Che sono proprio tue Io questo film non ci capisco un cazzo E mi lascia stranito È stato madre di Aronofsky ah, sì. Che se tu non cogli e io lo ammetto, non l'avevo colto la prima volta, non cogli le, il discorso dell'allegoria religiosa, chiamala così, no? di tutti quei simbolismi religiosi, eh, l'Apocalisse, mica l'Apocalisse, se non cogli quella roba lì, quando il film diventa l'inciano, perché a un certo punto diventa l'inciano, cioè quando c'è l'invasione in casa che è completamente fuori, fuori dalla narrazione, lì... Ti, ti senti quasi preso in giro perché dici: mi sembrava di star vedendo un thriller, qualcosa che mi stava portando a vedere un thriller. E poi cosa succede? Questa cosa? Non ho colto io qualcosa. No, ma sei tu che non me l'hai fatta cogliere? O sono io che non ho prestato massata attenzione? Realtà, non ho, non lo in so. In realtà, madre è un fantasy. Quello è. Madre, è un film, dell'orrore, un, un film dell non È un, è film un fantasy, fantasy che per la non prima metà, però, no, non, come, non ti fa capire di essere un. un un fantasy. Giustamente, come quasi tutti i migliori film fantastici dovrebbero crearti un'aspettativa, eh, madre è un film a è un regista molto di discontinuo. Ha fatto un paio di cessi per me in narrabbi, un... il Cigno nero secondo bello. me è un capolavoro, ad esempio. No, capolavoro no, però cioè, è un bel veramente, un bel film, film. Piace, no? veramente è un, un bel film, veramente un bel film. È uno film. di quei film che mi piace. E madre mi piace a tratti anche quella volta mi piace di più a volte mi piace di meno anche lì sono un po però è uno dei film che io sono rimasto un po male cazzo no, no, male. no a, me, a me è un film è piaciuto molto eh, certo io però ho trovato la parte in realtà la seconda parte non l'ho trovata l'inciana molto perché io trovo in lince una condizione Che eh, di iperrealtà che ti porta al, al grottesco okay. invece Trovo che in questo film si può vedere l'inciano, non è che non metto un dubbio, però io ci trovo più un, una vista di surrealismo, cioè quasi più bunelliana, eh, quasi più ferriere, quasi più... Allegorico, un po' più, un po più è, allegorico. È quasi più il fascino discreto della borghesia, non lo so, è, questo, è, è, è quasi la grande abbuffata in quel senso, è questo mangiare fino a morire, questa sensazione di... Eh, confusione per poi in realtà riportare tutto a un discorso basilare sulla musa, sull'ispirazione. Sul sì, su lei che è la sabor. casa, su lei che è il, che è il lei ventre, è lei certo. è lei, perché lei è sempre lei, perché lei poi è fatta col computer alla fine, ma è sempre Jennifer Lawrence, che certo, è che cambia poco. certo Quindi è, è, lei ha un discorso anche questo sull'ispirazione, su, sulla creazione e quindi è un film non, non facilissimo. Però è un film che, come tutti i film di Aerofonowski, sono pomposi e supponenti. E eh, quindi... esatto, è la messa eh, in scena che è molto supponente. Quindi, è quindi, e messa e in scena. Io l'ho trovata molto interessante perché per mezz'ora sta dietro la nuca di Jennifer Lloyd. Quello, quello è una figata, ah, è una quello, una figata. quello è una figata. figata. Una quello mi è piaciuto assurda. un sacco. Eh, cioè proprio cioè, ti dà un'ansia. Poi cioè, c'ha Ed Harris, Michelle Pfeiffer, questi personaggi che entrano all'inizio. Eh, per me è un film... Poi lo capisci subito che, che l'oppressione volte... su di lei, che tutto opprime lei, che ogni personaggio eh, vada a opprimere lei. Sì, anche eh. perché lei in realtà deve essere oppressa perché il suo, la sua sofferenza porta... È un martirio, eh. è un martirio... Porta alla fine. Ma è tutta un'allegoria appunto data da un certo cinema surrealista che se lo può permettere, perché anche qui Arofanoschi non decide di utilizzare una narrazione lineare e quindi... Può diventare supponente e pomposo, questa sua supponenza a me a tratti anche nello stesso madre, io sono bipolare nei film a tratti, lo guardo e faccio: ma che un film meraviglioso a tratti, mi sta veramente irritando. È eh, anche a me, me ha dato che... quella sensazione ma lì. Però, ti, la cosa strana mia è che a volte me la dà, a volte è bellissima. Ah, cioè nell'intera visione, tu, dici magari una volta no, lo vedi no, in un bel. Io no, lo guardo una volta intero, ma che bellezza, una volta intero, stavolta no. Eh. Quindi, io okay, perché okay. a volte sono anche bipolare. C'è cioè okay, un cambio di okay. opinione molto spesso a volte. Certo, Perché se mi becchi un giorno un giorno l'ho guardato, ma convinto il giorno dopo no. Eh, quindi anch'io oh, non è che sia altro film commento: altro film che a me è piaciuto molto, ma ha lasciato tantissime persone basite. e Penso che sia piaciuto anche a te. Eh, infatti, il discorso generale è su Refn. Si parla di Neo, The neon Demon The neon Demon è un bellissimo film sulle streghe! <ride> <Gran> film. <ride> un film su, è un film. un film sulla Belleth. Un il film vero sulla re vero remake di Suspiria. Minchia, Curo. quello di Guadagnino non brutto. Però no, no, un ottimo film, quello di Guadagnino, ma questo proprio decide di fare Suspiria. Invece Sai che non l'avevo la, la modella... associato, non l'avevo associato. A parte la, a parte Sono la fotografia, e eh, vabbè, il Sono discorso. Le tre streghe. Tre streghe. Lei è la strega che arriva come di là. La strega, Sì, bianca. sì, vero? Solo che eh, chiaramente Ref è un che, che si sappia, un amante di Dario Argento di Mario Bava. Portato a Leonori Operazione Paura tra nello spazio, facendo versioni lui con lui che le introduce in tutto il mondo, nelle sue versioni bellissime dei Blu-ray e nelle sue proiezioni dove è andata a giro per il, per il mondo a proiettare film di Paolo e Argento e Fuci. Insomma, un pazzo criminale! Non lo nasconde, che, insomma. Eh, che in questo film, in realtà, omaggia, e perché è la storia di una strega che è, è, ha nella bellezza, non come si intende pura oggettiva, ma nella bellezza verso l'altro, cioè l'altro in lei vede solo bellezza e quindi ha questo potere che è impossibile non, non, non innamorarsi, è impossibile non esserne colpito. E genera questa spirale di invidia di, di invidia, no, di violenza. No, e il problema è che le altre streghe non ce l'hanno, quindi poi devono escogitare un modo per averlo. Per averlo, certo. E decidono di ucciderla e mangiarsela. E infatti, spoilerizzo, alla fine una è la più con l'unica... Che non ha fatto eh, nessun eh, intervento di plastica, è quella che viene accettata perché questa vomita l'occhio, l'unica invece prende e se lo mangia. Che è l'altra magra che nessuno cava, che pure non si era rifatta per niente. Che era anche più bella di lei, e che a quel punto, come mangia l'occhio e si mette da una è parte: è degna, viene chiamata, diciamo, è degna viene chiamata. No, ha preso il potere ha preso il potere perché il fotografo da fuori che non l'ha cagata fino a un secondo prima, gli fa: Oh, lei chi è? Buttate fuori lei e chiamate lei. Semplice ha preso proprio il potere, non è un caso che quell'altra invece stia a gambe larghe e spruzzi sangue davanti alla luna e fanno proprio un rito. Cioè, quindi chi non ha capito che il Neon Devon è un film di streghe puro e pulito, non ha capito il film, il simbolismo è chiaro. Lei arriva come una strega bianca, lei arriva pulita in un certo senso, ma non si rende conto che la sua bellezza è talmente forte, al suo potere da innescare intorno a sé solo odio o solo amore fasullo, dato dalla sua bellezza. si sì, è acceca praticamente, no, non, il non, è, non che è... fa il, il foto, il, lo stilista, quando sono nel ristorante e il ragazzo gli dice, lei è bellezza pura, lei è te, per cosa ci stai con lei? Perché è simpatia. È lì la cosa, ma lei attrae in un'altra maniera, perché è il suo potere, che certo. poi acquisisce l'altra. Certo. Questo, questo senso In questo fa l'allegoria di quella che lui ha definito stesso Refner, la bellezza della moglie. Lui, la moglie molto bella, quando l'ha sposata poi era bellissima e non sapeva come si potesse vivere in, con, in questo modo. E questo film era un, un, una specie di Dire mia di, di, di moglie una strega, mi ha stregato nel senso positivo però. E lui la riceve... Non, cioè, non riesco aggiunto. a comprendere questa bellezza talmente... No, questa bellezza è talmente... Lui non riesce a comprendere questa carisma... Influenza, anche, questa influenza, bella, bella, sì ma... sì. No, è più bella di altre, eppure è bella come altre, però incredibilmente arriva di più. Perché? Questo era il discorso di Neo Demon, e questo è il cambiamento. Lei arriva come strega bianca, infatti il neon è azzurro, poi diventa rosso, tratta male anche il suo amico, il ragazzo amico, e di lì in poi diventa una merda. Ma perché ormai lei è fa. oltre, lei è su un altro livello anche... Appunto, si merita di... la fine che fa, perché sua certo. madre glielo dice, le persone certo. come te, perché è una strega. sua certo. madre lo sa benissimo, che certo. non è naturale. Che tutti stiano dietro a lei non è naturale. Entra in una stanza, tutti si illuminano. Non è naturale. No, certo. Eppure esiste questa cosa. Quindi rimani basito dalla scelta incredibile, secondo me, e a tratti geniale. Del pazzo di Refne di buttare questo misto horror fantasy che nessuno ha capito perché che tutti pensano che sia un film. No, perché ha una messa un in scena molto ingannevole come film. Cioè, rispetto a questa interpretazione che, che stai dando tu. Non è per ah, niente vi... gotico, cioè non è per niente. Io l'ho eh... trovato, io l'ho trovato. Ehm, eh, l'ho trovato New Wave, non sì, trovato esatto, gotico, ma, il ma il gotico e il post-punk erano molto vicino, cioè io l'ho trovato New Wave, un certo tipo, tipo Liqu Liquid Sky, che era un film degli anni 80, molto al neon, quindi molto anni 80 di quel tipo, di, di, di iconografia comunque alla Siuxi, molto viola, molto, cioè quindi c'è anche un po' di gotico in realtà, i colori scelti però sono quelli, quel rosso, Quel viola, sì, poi il colore il dei rosso. neon cambia a seconda della, della certo, situazione che, che, si ma sta, poi, che si sta, detto Refn è pure è pure poverino daltonico, quindi vede solo Mickey. il rosso, eh, per quello che è piano di rosso nei suoi film. Non sto scherzando, eh. tra l'altro, uh, Alessandra dice: Sempre di Refn Valhalla Rising è il suo film più bello. È capolavoro: Capolavoro oh. immane insieme a Bronson, sono i suoi due film che preferisco. Bronson so che Brenda, la mia grande amica lo ama, mi ha detto più volte di vederlo lo devo ancora recuperare Ricky, Ricky B dice di ringraziarti perché ha cambiato il suo modo di pensare sul cinema e ha formato parte del suo pensiero critico ed è la stessa cosa che, che ti, ho, ti ho detto grazie, io per quanto mi riguarda perché nel marasma, voi, nel marasma di scelta che c'è un altro tema che mi ero fatto sul mio foglietto era spettatore attivo versus spettatore passivo. Questa cosa secondo me è molto importante e a volte si ha bisogno di qualcuno, qualcosa, una sorta di guida che ti renda capace di essere uno spettatore attivo e non uno spettatore passivo che accende e non, non va a cercare qualcosa che pensa lo porti. Ad esaltarsi, ma semplicemente, boh, vediamo cosa mi si propone. Nella maniera più becera, però, del, del concetto, diciamo, passami il termine. Eh, eh, sai, io, io che fa quelle devo fare, non lo so, io non, nemmeno li riguardo i miei video, li monto e ciao, fatto <ride> perché poi ho paura di non essere d'accordo con me stesso e quindi. Vabbè, ma se, no, è, no, se no. è quello che ti è uscito, è quello che doveva uscire, no? Penso cioè. quello esce. Poi magari ti ho detto, non lo so, magari poi non sono più d'accordo. Eh, non sono d'accordo con me stesso, magari di alcune cose che già ho detto stasera. Già mi ripento quindi cioè, io sono una persona molto Autocritica. Senso, a me fa morire quando ti chiedono sempre non... a, me, a... Quando ti chiedono sempre tipo il tuo film preferito e tu più volte hai detto "Raga, se me lo chiedete oggi vi dico Quarto potere, se ve lo chiedete domani vi dico eh, Settimo sigillo, se vi chiedete domani vi dico Psycho non so, cioè non boh". Ce non non, ce non ma detto, è mai impossibile, uno che ha visto 10.000 film nella vita come fai a fargli sta domanda? Non sono di cioè. quelli che ha la canzone preferita che si mette in cuffia. Neanch'io cioè, ho le mie ho le mie sonorità preferite, ho le mie band preferite, esatto, ho i miei dischi preferiti, però magari io, metà, per oggi mi va di ascoltarmi il Black Gates Show Gaze, eh, oggi mi va, domani mi va ad ascoltare, cioè io ascolto un po' di, tu cioè, po di tutto, ma non a casa. nel senso, Becero, del io termine. Vado a casa, cioè, ok, no, brava Chiara, cioè, la nostra no, moderatrice. attrice a, a scuola, io entro in casa, piglio il CD e lo butto nello stereo. Non guardo nemmeno, cioè, ce l'ho da sparsi in tutta la casa. Figli e butto. Quello che è, <ride> voglio nemmeno saperlo. Quello che ascolto. Tanto Ma collezioni, piace, collezioni tanto anche a livello di, di dischi? O rispetto no, al divisione? I dischi prima, poi me ne sono liberato per farci due lavori in casa perché costano i dischi e li vendi bene. Minchia. No, poi ci avrò qualche migliaio di cd ah di... eh beh, buttali via. <ride> eh sì. Uh, cosa, il biondo dice, cosa ne, pensa, cosa ne pensi tu Fede di Elia Kazan? E Quale film consigli? Elia Kazan, quale film consiglio? Uh, cosa penso? Che, che sia un regista tecnicamente intoccabile, che abbia fatto dei film bellissimi che sia un, uno sporco traditore. Che ha Io non conosco, eh, ammetto film, la mia la lasciando... ignoranza. È un regista, è il regista che ha vinto Confronte del Porto, insomma, il film più famoso. Marlon Brando dove ha chiesto scusa ai, ai repubblicani perché è stato insomma il, il, il regista che è stato accusato perché era iscritto al partito comunista Che okay. essere un comunista che non avrebbe più lavorato se non avesse fatto almeno 10 nomi e questo ha fatto 10 nomi di 10 suoi amici sceneggiatori e registi iscritti tra cui anche Donald Trumbo che aveva scritto colazione da Tiffany e via dicendo premio Oscar poi per Johnny e prese il fucile come sceneggiatore e dopo otto anni di galera, tipo dieci anni di allontanamento da, da, da qualsiasi tipo di scrittura in quanto comunista, nel Paese delle Libertà, America si parla degli anni '50 e '60, e finali quasi agli anni '70, e insomma, e questo Maria Casana ha dato questi nomi e ha fatto continuato il suo lavoro. Poi vinse un Oscar alla carriera, dove Nick Nolte e molti altri. Si alzarono e se ne andarono, non applaudirono, non si alzarono, alcuni si girarono addirittura di spalle come Jack Nichols. Perché al di là okay. delle qualità, insomma, è un uomo di merda, cioè hai tradito i tuoi amici, non lavora te come non lavorano loro. E invece certo. subito quello, fronte del porto e via. Carriera ancora più spalancata con gli Oscar, cioè così... Però Edia Casane come regista ha fatto dei film straordinari. Sì, come poi uomo, bisogna sempre saper, saper separare la, cioè, la, la questione arte Io ascolto delle, as, ascolto delle band dove c'è gente che ha fatto cose in alcune scene nordiche veramente... Io, io, che mi... è, io cerco di evitarlo perché il, la, la musica mi è, mi è più vicina e sapere che quello che sta suonando quella cosa magari ha sparato in bocca a uno perché era comunista o frocio. Mi dà fa particolarmente fastidio. Ti dà fastidio, certo. Io sopporto tutto, però se devo ascoltare una merda che ammazza la gente per i gusti sessuali o politici... No, beh, chiaro, non, non sto ascolti. parlando di roba magari così estrema, no, no, però... Guarda Purzum, eppure si vabbè. è ascoltato tutto. Eh, e, certo. eh, però eh, per me è un assassino ma guarda adesso pistola, però vedi? anche lì c'è cioè, un concetto mo e poi è un discorso molto gine ginepraio ah, è però è molto strano se devo buttare tutti i dischi degli Sderf perché questo qua è un coglione boh, vabbè, è una scelta mia io, alla fine. io li butterei io, io quando l'Indo ha tradito dai CCCP dopo che per anni ci ha detto dal vivo di essere un comunista ha detto che è sempre stato di destra e un leghista Viva Dio, e cose del genere, io i dischi dei CCCP li ho tutti regalati. Non lo ascolto, è un falso perché devo ascoltare una cosa. che no, mi No, certo, poi dipende da tanto, quanto forte piacere, è la tua ideologia. C'è un altro, a me, una persona che mi cresce è, è la stessa cosa. Se fosse la mia sorella, mi cresce che è comunista e tutto, e poi scopre che vota al duce così. Non la cavo più. Non è più la mia sorella, ma chi sei? Ma cresciuto un No, lì è proprio, è proprio una, è proprio una e doppia una facciata affettiva. brutta. Certo. Eh, lo ascoltavo a 12 anni. E poi a 30 mi dice che è fascista, ma va in culo. Quello Simone è, chiede se, ve, se vedremo mai un altro film di Lynch. Se ha voglia di farlo, lui. Poi, sai, Lynch è uno che punta tanto ai soldi, quindi sempre stato un reganiano. Quindi, un ipercapitalista. Quindi non... Se, non... se gli danno il progettone, lo riempiono di soldi. Dici che qualcosa ha voglia? Fa. Se no, se gli dà soldi Netflix, lui fa solo Netflix. Questo ne 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 ha, ha fatto il corto quello con la scimmietta su Netflix. Che culo. Non aspettavo altro che il corto con la scimietta di Lynch. Sì, infatti boh, tutti quanti vabbè ovviamente un po'. Poi ti sembra quasi che se dici male lì, di... Eh, esatto. Lynch, se se prendi un pezzo di merda lo tira sulla telecamera, tutti ha fatto l'opera d'arte. Ormai... Ormai alcune cose sono in. E lì, lì dici cazzo, ma, ma allora io posso, posso dire che sta cosa secondo me è una puttanata, o perché l'ha fatta Lynch allora devo. Non lo so, è sempre. Lo puoi uh... dire sì: certo, lo puoi, puoi dire se, sì, però. Uno, no, non è d'accordo, ti di dirà ah, perché non lo è. Io ti dico solo che si discute di una cosa come un corto di Lynch su Netflix. E non si discute che non ci arrivano. I, i, film I film di Coppola di, i, Esatto e, e, e che non arriva a Coppola E che non fanno capire a Carpenter Cioè se si discute Chi ama il cinema Dovrebbe discutere di cose un, serie. Un, Una cosa dovrebbe personale no per Sonic Dovrebbe fare le petizioni Per dire Voi ora date 50 milioni a Carpenter E gli fate capire Ma che vuole fare lui Che ha detto tutto il cazzo Madonna E se si fanno sì Mi ricordo nell'intervista tua Nell'intervista tua a Romero Una tristezza assurda Quando lui diceva che, che lui tu gli hai chiesto proprio Ma perché non ti fanno lavorare? E lui ha detto perché io voglio fare i film che piacciono a me e non mi fanno lavorare <ride> cioè, molto semplice La cosa bella è che il cinema era bello perché almeno il 50% delle persone facevano quello che volevano fare, avevano qualcosa da dire. Ormai siamo ridotti a un 10%. È un po' il punto iniziale. Quasi, che... non quasi non arriva, e quelli che lo fanno di più, oh, ripeto: Asia, Africa, eh, eh, Sud America da noi, Kati, zero. No, noi, eh, vero, ma il film nuovo di Virzi è Non romperci coglioni c'è il dominio americano e i film italiani che ti buttano in faccia i film medio borghesi che tutti te, Alamuccino, Virzi poi, do, poi Dogman Dog un... oh, Dog non un... l'ha visto un... nessuno poi cioè... Dogman è meraviglioso Madonna. Garrone Madonna. è il miglior regista che c'è una cosa, stato. sono d'accordo, una cosa personale ma che... guarda noi ci sono dei registi giovani che sono molto bravi, io li conosco di persona sono molto bravi Fanno lavorare. Ora io aspetto il mostro della cripta di, di Misischia. Che Misischia. ha fatto The End The e End, ora sì. ha fatto il mostro della cripta. Eh, quindi sono molto c'è Manetti che aspetto con Diabolic Diabolic, sì C'è Frix che deve uscire con Fricks, la produzione comunque aspetto volentieri anche lui. C'è un po' di cinema di genere che in realtà, incredibilmente, sto aspettando. In Italia c'è il noir di che c'è il braschi tra protagonisti insieme al Camilli, Cattivo sangue che deve uscire anche quello. quindi so, cioè, mh, 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 poi ci sono altri registi, Zinelli, Pesca, Cristofaro, Albanesi, che dopo Dante va alla guerra, che è un film molto bello. E cioè, quindi ci sono mh, molti registi su Cono con le sue riduzioni, seppur a basso costo, di, dei tavoli di Lovecraft. E, ci sono molti registi interessanti, anche indipendenti italiani, anche che non, non trovano. Quindi eh, tranne un, due, tre, bisognerebbe smuoversi un po', però sai, non c'è più, parlare ora, ora questo discorso è inutile. Certo, certo. I cinema sono chiusi nel, per un altro anno, tanto saremo ancora alla ricerca, ora poi si vedrà. Sì, diciamo faccio, che è ancora, è ancora tutto, tutto da vedere come sarà anche questa Perché la cosa più difficile per chi veramente lavorava nel cinema era per gli indipendenti, perché facevano con poco, ora non hanno i permessi, non hanno i soldi e quindi se prima non ti davano un se sei un cazzo, Nolan il finto il film, lo fanno fare se sei Nolan il finto se lo fanno Nolan, fare sì, eh. fanno passi. se sei uno eh. di qui ti attacchi al cazzo a meno che tu non abbia vinto un Davide Di Donatello con un film balsiasi. Certo. e anche lì non sono sicuro perché Cipri e Marisco film neanche ne fanno a acquintare un, um, un film di cui ti volevo chiedere il parere personale, eh, perché mi pare non lo, tu non l'abbia mai citato, o, o magari mi sono perso io il video in cui tu ne hai parlato, che mi ha veramente spaccato in due: veramente un film che mi ha messo a disagio, come pochi altri negli ultimi anni. È Miss Violence, non so se l'hai visto. Miss Violence? No, oh, non l'ho visto. È no, un film tutto. che ha vinto il leone. Eh, ha vinto l'orso sì, d'argento a Berlino. Anche, se lo avessero no. portato in sala, sarebbe stato meglio. Eh, Prima non so se il... era sulle piattaforme, eh. però pensavo l'avessero portato in sala. Ti dico la verità. No, no, no era su... è rimasto sulle piattaforme. Minchia, se secondo è me, è un film sala... che ti potrebbe spaccare a metà, anche quello. Veramente no, ma una poi cosa... guarda, ho tante cose da vedere, anch'io come tutti, Quindi, più meno. Ma me tu ne i film, fatto. i film che non che magari vanno veramente solo sulle piattaforme per il periodo che sono solo nelle piattaforme tu proprio scegli di non vederli giusto? ho altro da vedere ok allora ci sono io sono una persona ora con il covid meno ma comunque fortunatamente in toscana e a livorno c'è stato molto meno e quindi siamo abbastanza fortunati qui qua Lì. un casino qua è un casino lombardia qui, è un casino qui ti la verità a livorno c'è stata in, in tutta la provincia numeri ma anche in Toscana adesso sono 300-400 al giorno, ma in tutta la Toscana che siamo 4 milioni, certo eh, beh, sono bassi. A Livorno saremo arrivati bo, a 3-4 mila contagiati, forse 5 mila in tutta la provincia di 400 mila abitanti. Cioè. Quindi Pochi pensi morti, che anche le misure le, le le siano misure misure state, state un po' eccessive? Per esempio, tutta l'estate Livorno è città di mare, è passata molta gente quindi. E... come posso dirti l'estate si era un po' avanti. allentato eh, però anche, anche in altre zone sì. l'estate è stato un sì. po' il periodo di un po un po libera prima. tutti insomma mm. via oh, ma comunque c'è proprio un periodo che non lo so cioè, io ho mia preoccupazione vera è per la sala che la vedo anche la mia mangiare. anche la mia ti dico la verità anche la mia perché quelle ma veramente che, mi mancano è veramente. normale cioè, però mi sa che la gente non ci andrà più Troppo, diventerà troppo unitario, probabilmente. Allora, primo, ti, ti obbligheranno a tenere le mascherine dentro la sala e può, e può andare bene, io cosa posso fare? Al di là del fatto che potranno ridere, se mangi te le puoi le va. Quindi se spendo, vabbè. E distanziamento e mascherine già ti porta a metà gente non ci va più. Perché io un po sì, so perché la gente dice che non c'ho voglia di stare due ore con la mascherina in un e certo. non, non ci va. Certo. Chissà poi, film magari d'autore, gente... Magari anche a una certa età, oppure deve stare tre ore lì a guardare un film in coreano. Una retrospettiva, dice, non so, qualcosa del genere. Lì, nove ore di film, magari vuoi fare una giornata intera, non le fanno più i festival. Pensa già festival già erano, erano in discesa anche prima del Covid, questi tipi di, diciamo, di cineforum, sì, ora, ora, che... è ora è colpo finale. Quindi mm. speriamo. Io spero in questo perché eh, poi per il resto, io ti ripeto uh. oggi, no, ve ne devo fare. Parlo di cinema. Certo. Eh, Guarda, il ti, sparo, lavoro, il via. ti sparo un po' di domande veloci, leggendole sì. così sommariamente. Dicono: uh, miglior attore, togliendo Daniel De, De Lewis, che dice di essersi ritirato un momento in circolazione. Miglior attore vivo? Miglior attore vivo attivo, diciamo? Miglior vivo? Beh, Daniel De Lewis è uno dei migliori, anche se è mezzo attivo, eh, dice, che se, è dice sempre così. Ci sono i bravi, i bravi attori. Io, è una domanda no, un, io po', sono... un po' difficile. No, è perché... che io amo i registi, non sono uno di quelli che. Io l'attore lo, lo amo quando recita bene, non, non mi piace quando recita male. E io poi l'attore è diretto, genera. quindi mi non è che l'attore Ecco, è eh, che ti posso dire, Michael Shannon, pur avendo fatto film di merda me lo d'acciaio, è un attore mostruoso. Nella forma dell'acqua, poca roba, Michael Shannon Michael Shannon è un, è un mostro. Un Sean Penn è una bestia. Di quelli vivi, c'è ancora vivo De Niro. Che profa fa di ma ci la torta, però attoria. Ma ci sono di Will and the Four, è un mostro. Ma Pattinson, Pattinson raga. Pattinson. incredibile come eh, si è riuscito eh. a togliersi a togliersi l'enorme fardello di Twilight. E come ma si è riuscito. Sai, quando sei bravo, sei bravo, anche la eh, sua però è bravo era difficile. Fatto. Era difficile togliersi quella no, se non, se, se, se no, Perché lui, tranne in pari film, lui ha puntato alla qualità, quindi a scegliere i film giusti, a lavorare con Cronenberg, a lavorare con quello, con quell'altro, ha toppato solo un filmetto Remember Me, poi ha fatto tutta roba interessante, quindi vedi, e l'ha fatto lui il film di quelli di Diamanti Grezzi, eh? l'ha prodotto lui. È vero, è vero, era time. tra i produttori, infatti quindi, ci sono rimasto quando l'ho visto. Uno bello Phoenix, è uno fello curbo. Phoenix, eh, dicono Phoenix. giustamente, Phoenix, altro attore mostruoso. Phoenix è intoccabile, della sua generazione è il migliore, e non in Joker. Il migliore è quando lavoro. Sì, padre. so che su, su Joker non siamo troppo d'accordo. Perché tu hai una, hai una visione abbastanza. Cioè, l'hai abbastanza distrutto per quel me film. È un film modesto, mm. okay. non l'ho messo nel meglio e nel peggio neanche questo. Film okay. da 5, da 5, Crime... addirittura, secondo te? Sì, un film di interpretazione, mancanza completa di una regia vera scimmiottamento discorsese di almeno... Quello quel film, sicuramente, quello è Taxi Driver al 100%, udata, quello che è... Phoenix che... cariato a manetta per un film che si guarda forse piacevolmente una volta e poi ciao e me lo dimentichi. Sì, diciamo che se togli l'interpretazione sua... È il film, il... È il film è modesto, ma a me l'interpretazione di Phoenix mi è parsa anche tra, la sua peggiore. Cioè, troppo esagerata dici? Ma stiamo scherzando, è la più facile, così sopra le righe, e lì ci vuole uno come Phoenix. Fagli fare dei master a The Phoenix, e poi si vede però lui, lui molto spesso fa più che sopra le, sopra le righe fa, questo, fa un po' il, disa il disadattato no? a questa cosa di, di essere no, guarda, molto bravo eh, quando mi ricordo il film mi pare sia Two Lovers. guarda tu Lovers Tulovers non, non l'ho cioè, visto lui, ma lui è un mostro di attore cioè, questo passa The questo Village che è uno dei miei film diciamo preferiti cioè, questo, cioè, è, cioè... questo è un mostro Ti sta parlando di un attore geniale Sperando scelga anche lui più film buoni, si butti anche lui. Vabbè, DiCaprio qua citano. Ovviamente DiCaprio bravo, il suo posto, c'ha il suo posto. Eastwood, vabbè, ormai Eastwood è Christian più dietro Bale, che davanti. Christian Bale. Christian Bale è un altro mostro. Ma Marty, certo. Molto bravo. Dicono che in 8 mm di Schumacher in Phoenix era inguardabile. Sì, era insopportabile, ma perché <ride> è un film di merda. <ride> come ti ho detto, quando un film è di merda, puoi essere anche l'attore più bravo del mondo. 8 Esatto, perché la direzione millimetri. degli attori, Michael Keaton, raga, millimetri. non abbiamo citato Michael magina. Keaton. Macina, io qui accanto di moglie, Macina, non ce lo scorderemo mai. Ma che film di merda, 8 mm, ma veramente? Che siti usate so. per rimanere aggiornati sulle nuove future uscite? Dicono qui. Io ho la fortuna che mi arrivano tutti i comunicati stampa di tutte le nuove uscite. Eh beh, lui. Tu sei un addetto ai lavori da quel punto di vista, quindi chiaramente. Eh sì. eh, beh, penso che per una persona normale nell'epoca dell'internet, anche solo basta i social media, anche in solo i social media: movies, movie player, movie coso, movie var cosa, Basta andare su Google. Ci uscite sono... cinematografiche di questo mese ci sono una marea sì. di app che ti fanno fare le watchlist ti fanno io fare qualsiasi so, cosa. però se scrivi su Google qual qualunque film che esce on demand, on video o al cinema, te lo dice, certo, certo, certo. Quindi, no, no, non seguo siti, io, no, 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 è difficile che legga in rete. Ma tu scrivi ancora, scrivi ancora su testate web? Uh, so che scrivevi per, prima, scrivevo per un paio di giornali. Notturno, pure, se non ricordo male. Notturno scrivevo su cartaceo. Ma non, ah, ok. Ho okay. Ma a livello di recensioni eh, sc scritte, fai ancora qualcosa? O... Sì, ma quando le faccio ho fatto anche introduzione ai libri o uso a, a soprannomi. Ah, ok. Voglia, perché comunque quando si scrive non, non, non è uguale a quando fai video, quindi devi, ti, ti fai altre cose e cerchi di. Di non avere tra i coglioni quello che ti viene a rompere il cazzo e lì non c'è il video, cosa vuoi? Cioè. Anche perché è diverso, di... non, è, non, è il tuo, non è la tua sfera, no, no, cioè non sei tu. Sono quindi... anni, mesi, anni che mi tartassano giustamente un paio di case per scrivere dei libri, poi lì li bisogna vedere quanto mi sento in grado ogni volta. Partire, partire. Eh, non sarebbe una cosa, una cosa brutta. però sarebbe, sarebbe no, una. Che una... ho detto che è brutto, però anche quello lì ci provo. Però è fatioso penso già a pensarli. È impegnativo, molto è impegnativo. Sono teosse, però, sai, sono un po' depresso di natura, pigro di natura. Beh, pigro però di roba ne butti fuori, dai. Sì, la... Pigro però faccio 6.000 ossa, è vero, però perché, perché ti ripeto, se non c'era la mia moglie ero su sul divano. <ride> quindi ringrazio no, anche okay, ringrazio lei, ringrazio ringrazio lei, ringrazio lei che tu sei se dal letto, uh, Chiara quindi. dice registe donne invece, che non è una cosa scontata effettivamente, ce ne sono parecchie, c'è la Bigelov, cioè è grandissima... La, è grandissima, Bigelow, cioè, esatto. è grandissima eh. Mariannon è grandissima... Jennifer Kent. Eh. Jennifer Kent, è, mi piace la... Mi piace molto Claire Denis mi piace tantissimo, come eh, cazzo si chiama poi, boh, eh, Sofia Coppola. Eh, io non Mamma Lost in tra translation. Donne, non, 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 non distingo molto, non sto a guardare se è femmina, come non, non distingo. No, no, però, però effettivamente se ci pensi ci sono, a livello il di... Ma è che è un mondo abbastanza maschilista, Esatto, Esatto, di brutto, di brutto, di brutto. È difficile, eh. molto difficile. Infatti, la Bigelow fa un sacco di film di denuncia. Quindi... Purtroppo, ma il film, il cinema, purtroppo, come tutto il mondo, finora, è stato sempre più macista e maschilista. Meno male, si spera stia un po' cambiato. Adesso, con la vittoria incredibile di Bonjo, si è anche aperto il mainstream all'orientale. Si, si spera in e qualche ma, modo, ma muore fra un mese, Dici? era già aperto perché con la tigre del dragone ha vinto l'Oscar, si era aperto il mainstream, sono arrivati iro, tutti i film però di sono film movie, molto diversi per... rispetto a Para, molto insomma, più sono woof. arrivati per due anni, Ring fece uguale, è arrivato gli horror per due anni era un Ring, ring però quello di Verbinski ha guarda, fatto il botto da noi, sì, no, è, che ha portato però poi tutti i ring al cinema. Ok, ad andare film, a vedere tutti film, gli altri, call, ok, phone. ti sto dicendo questo, cioè quanto durerà un anno, due, poi la gente dei film coreani tanto non vinceranno più un Oscar e se li mettono nel culo e Torneranno a guardare la merianata cioè, Adesso quindi, pare che Bong sia nella regina. Eh. Cioè, si arriva a Bruce giuria. Lee che non si vedevano altro che film cinesi di arti marziali in Italia per due anni, eh. certo. In Europa, poi nell'anni anni '80 continuano ad arrivare eh, il film di John Woo questa roba lì. Poi, ma un anno, due, poi via. Bisogna passare a Deringa. Anni '90 poi è La e del Dragone è ciclico. Che ogni tanto arrivi qualcosa dall'erente. Era già venuto Kurosawa e Osu a vincere a Venezia. Arriva ciclicamente qualcosa dagli orienti, quindi il pubblico più che altro radical shik quelli che vogliono vedere al cinema, ci si buttano, quindi rimane quel 20%, li chiama davvero la settimarte e la scoperta e lo continua a seguire, l'altro 80% va dietro la moda dell'Oscar dell'anno dopo, che magari è iraniano e allora va a diventi film iraniani. Ma no, io sono molto contento yeah, del sì. fatto che magari qualcuno, vedendo Parasite, poi veramente vada ad approfondire un certo filone, che magari un po' per pigrizia, un po' per mancanza di... Non ne sono, non ne sono così sicuro, perché non ne sei mh, sicuro. Parasite ha vinto gli Oscar e ha portato la, chi, la gente, quindi è portata anche a credere che sia un bel film e deve dire che gli piace, perché tanti anche che non gli piacciono, lo devono dire, perché sennò fanno le figure di merda. Okay. io sono dell'idea che quando arriveranno le altre opere di Bong John ci saranno tutti quei puzzettari sotto il naso. Che se non è d'autore, in una casa come Parasite gli fai vedere The Host. Beh, The, The Host secondo me è un film della Madonna e non c'entra un, un, un cazzo di con i nonostante poi sia un film politico come fa sempre. Li fai vedere un film di fantasia ambientalista anche a questi qui, puzza sotto il naso quindi è boffa all'horror. fa mostre invece a quelli che gli hai garbato Parasite perché magari c'è un ritmo da thriller. Gli fai vedere Memoria di un assassino. Madre, si sparano in un ginocchio e via. Quindi c'è, attenzione, Parasite è un grande film, è un film che ha avuto il culo di parlare di una cosa universale o per una lotta di classe, quindi una cosa un po' più Sì, ma tutto il cinema coreano ha sempre parlato di quello. A quelli al, alla massa, secondo me, si scappa. Gli fai vedere Madre, si butta al terzo piano. E con The Host gli fa ma cos'è sto mostro di merda? Dammi retta. Quindi Infatti, Snop se ser è, casino, perché piaciuto, è di... piaciuto perché è molto occidentale come film. Cioè Ma in da un realtà certo è orientalissimo di... l'unica sì, cosa è che ori... Sì, però è vestito da all occidentale del... esatto. all'interno del treno. No? Ci devono essere tutti quelli avanzati. Quindi, c'è l'indiano, c'è il nero, c'è l'occidentale, c'è il, il caucasico E chiaramente no? è, è il treno che raggruppa tutti i risultati rimasti vivi del mondo, a caso, tutti bianchi. E quindi è regolare che ci sia il bianco. Il normale eh, quindi è per quello che alla gente gli va più all'occhio c'è cioè, Capitano America e quindi gli va più facile no? Guarda, un po' come stesso. il discorso di, ti... di Chris Hansworth in quella casa nel bosco lì di, di Torre eh, in ma quella casa è, nel ma bosco lui è grande però, però la differenza enorme è che questo c'è cioè quello di Capitano America ha rinunciato ai soldi ha voluto lavorare a conto bon no bon Evans John, è, è bravo lavorato, è un bravo attore è un e bravo attore dopo che ha lavorato con Bon John ha detto levatemi dalle palle della Marvel non so se è chiaro ha detto io fo gli ultimi due film e mi levo dal cazzo. Beh, ormai Capitana lì c'erano dei contratti che sono degli Capitano Neri delle... si è levato di uno perché lui ha detto basta, se no questi continuavano. Eh. E lui ha detto: no, no. Capitano Neri, io non lo fo più. Poi magari tra dieci anni muore di fame e lo rifà, però cioè, lui voleva proprio scappare. Ora, Minchia, sono contratti, contratti decennali, quelli una roba eh, per forza. Questi, questi cioè, la, la Joasson che ha fatto film con Woody Allen, è sacco... arrivata bam, si è piantata nella Marvel. Basta, ma, ora ma... È, morta, cioè... è morta, eppure fanno il film con la Johansson perché fanno la vedovania negli anni '90. Esatto, cioè, esatto, cioè, esatto. Questi, questi ormai ma ecco fuori. perché quello è il concetto del prequel. Andando avanti con i prequel, puoi fare quel cazzo che ti pare. Ormai, ormai ci cioè, hanno film per, per, per 6000 anni. E Poi ci sono le serie. Bla 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 è un disastro, mm. però anche la Johansson che comunque ha fatto fin con la coppola fin con Woody Allen. La Johansson gli la danno 10 milioni a film, 20 a film. Questa va e fa sì, ma ne, ne ha lavoro. bisogno la Johansson di 10 milioni a film. Ne ogni volta, bisogno, no? no, Ne ha bisogno il suo stile di vita. Cioè, probabilmente sì, probabilmente 32 sì. 32 case a giro per il mondo, governanti, macchine da tutte le parti. E Come pensi vi va la Johansson che arriva a casa e si mette a sedere. Arriva sì, a casa ma mica ne, ne avrà, ne ne avrà, casa, che mh, ne avrà, avrà fatti di soldi, però ne avrà fatti di soldi. Ma non gliene frega, ma non hai capito come funziona. Quando te fai un miliardo di dollari, ne spendi 200-400 milioni di dollari. Chiaro, chiaro. 50, 50 case, cioè i governanti e le Asi, Quegli altri miliardi ti avanzano per 10 anni, poi l'hai spesi. Allora bisogna tu, in questi 10 anni che te... Stai spendendo per l'altro, siccome il cinema, come, perché la Johansson fra dieci anni fa far carton perché, come i vecchi di altri dieci anni, non trova più una parte, gli ne do cinque, forse. Deve incassare, e questa vuole mantenere lo stile di vita finché ha 120 anni. Certo. Con le governanti e la, la casa a Venezia, la casa a New York, la casa a Los Angeles. Non siamo che te si ragiona allo Stanzino con la fame dell'una, è eh? questa è la Johansson. 20 milioni a firme. No, no, no ci credo. Milioni, Tra l'altro Qua dicono... Qua dicono... Mi a mente, 20 milioni, si fa, sta bene, almeno 5 mila persone. Ah, ma perché noi siamo abituati a vivere con mille quindi c'è... Cioè, a me mi danno 20 milioni, fuoco. io me ne tengo uno. L'altro 19 si dividono per tutte le persone che conosco di buon cuore, saranno... Miele. e do 50 mila E faccio un tentativo. Che cosa ci fa con 20 milioni? Una volta tra... che ho fatto lo studio di registrazione per conto mio perso personale. Ti togli un po' di spizzi, una casa insomma. di produzione di cinema per fare cinema a basso costo, e poi il resto va affanculo. Sì, sì, a poi, poi magari dicono: di me. Beh, eh, tra l'altro, qua dicono, dicono i film. Il film... Sono... Ma perché io sono abituato che smangio, sto con la mia moglie, è una vita normale. Se fossi stato abituato fino ad oggi a averci 5 camerieri, 18 levrieri, 4.000 avalli 5000 se da domani mi incominciano a levare al lavoro e mi tocca o in mei avere solo un cavallo, solo Duville e solo una governante, eh, povera Giovanni Andiamo a fare, andiamo a fare mia, l'MC ma a far lavorare nella vita. Certo, tra l'altro qua dicono: fare il film no. con la coppola non fa bello il curriculum, io non sono d'accordo. No, no, no fare il film con la coppola fa gran bello il curriculum e eh, chi dice se... che non ama il cinema di Sofia Coppola, non l'ha capito assolutamente. Anche secondo me si si sono L'inganno è bellissimo. Il giardino energie suicidi è il film meraviglioso. Ma di cosa state parlando? Lost in translation, ma l'avete visto? Tipo, ma questa gente Madonna. parla a cazzo di ane Un film dove la, non la, succede la, la niente, ci libro. sono due attori. Minchia incredibile, lost in translation. Tra l'altro, qua domanda figa: secondo me, eh, non lo so se tu l'hai visto, chiedono se hai visto Boris, che è una serie italiana Ho abbastanza visto rinomata. Boris il film. Hai visto ho, visto il qualche, film. ho visto qualche puntata dopo aver visto il film perché chiaramente non è che l'abbia capito molto la, il film, la serie, capito, la serie però... è molto molto no, bella. No, no, la serie, me. io però ho, ho un grosso problema, e... è divertente, c'è cioè buzzanti in qualche puntata, quindi mi ha fatto ridere. Però è lunghissima. Io ho dei, ho dei seri problemi. Con la serie se era una serie che durava 10 eh, puntate da un'ora all'una, me la sarei guardata, ma trovate infinita. Quindi te la faccio io una domanda, visto che tu di serie tv so un po' come la pensi, hai delle no, serie che tante, hai visto? Eh esatto, che... quali sono diciamo le serie che secondo te sono veramente importanti, che sono state importanti per vabbè, te? Vabbè, importanti nel, nella mia vita, si parte dagli anni 80, Visitors, Ok. È la serie più importante, perché ha portato sulla televisione qualcosa di mai visto, effetti speciali proprio, gli alienoni, l'horror, no? così in prima serata. Certo. Poi Twin Peaks fu quello che al di là chiedevano di, telefilm, di cosa ne pensavi è, di Twin Peaks. Manimal o quella roba di... Twin Peaks, la prima serie fu un capolavoro, la seconda serie era una merda. Poi alla fine, meno male, richiamarono Lynch e diventò una bella cosa. La terza serie non mi interessa assolutamente. Le Quella nuova che hanno soldi. fatto l'anno scorso. No, poi, fa, io, poi la guarderò, ma ancora è colpa mia, ripeto, è sempre colpa mia. Eh? Non pensate che sia una cosa personale. Colpa mia, ma per mia colpa del mio carattere mi sta sulle palle. Ora lince e io li cosa fatta per i soldi e lui è stato vent'anni a D. Twin Peaks è finito col film Fuoco cammina con me, non farò mai più un cazzo. E poi l'ha fatto, io mi sento tradito un'altra volta e perché perdere il mio tempo dietro una cosa fatta? Ti sembra una marchettata, ti sembra una marchettata. Twin Peaks la miretta, sicuramente non ci avrà un cazzo. E che è un solito svarione del quale non ci si capisce una sega che l'Inch ha preso per il culo tutti. Io ne sono sicuro. Okay. Quando la guarderò, sono sicuro sarà così. E invece, serie epocale ah, di cui tutti parlano, che a me è piaciuta veramente tanto, Poi che Poi non... Breaking Bad sì, no, l'hai di... vista? Breaking Bad l'ho vista, sì, troppo lunga, veramente troppo lunga. Vabbè, cioè 5 stagioni 4... per lo standard non è neanche lunghissima. 64 puntate. Beh, Lost è molto puntate. più lunga. Ma Lost è molto più interessante e più bella di Breaking Bad per me. Peccato che fa schifo come va a finire. Eh, quindi lì c'è un mega dibattito. Io non l'ho lo, vista l'ost. Quindi, eh, no, però no, so guarda, che c'è un dibattito. Io alla sesta serie mi sono sentito veramente preso per il culo. Ho fatto cioè, aver buttato via tutte le storie della mia vita. È uno dei motivi per cui ho iniziato a odiare le serie Lost. Perché Usti. era talmente grande e poi è diventata veramente una merda. E ho fatto: non ci si può credere Le serie hanno, hanno questo, questo guarda, grosso rischio, io amo, grosso amo... rischio. Boh, grosso rischio è questo che non amo delle serie, non sai se finirà. Che se butti via il tempo e ti stai... accorgi alla fine che hai buttato via il tempo, ti incazza veramente, veramente come una bestia. Esatto. Perché guardi 60 puntate e poi chiude di merda. No, no. Tranquillo. Uh, alla base, il succo è che io, per esempio, amo Neil Gaiman, quindi non è che vivo in un altro mondo. Quindi se so che esce American Gods me lo no, guardo. Come ho letto, eh, ne libro. ho sentito parlare molto bene l'avevo in lista ma non l'ho ancora iniziato è meraviglioso la serie è molto bella a cosa dico e american horror story mi vengono tutte però cazzo una cosa american mi... horror story, sono... story no, con... ne ho parlato in un video ma me le e... compro però cioè, io ho tutti i dvd e i blu-ray non amo seguirle non, non hai trovato Ryan Murphy tremendamente discontinuo soprattutto nel, nel gestire i climax gestire... io l'ho trovato veramente un, no, un... Io, io mi sono divertito come un pazzo Tutte ti cambiata, sono piaciute? Tutte? Tutte, tutte. tutte. Mica io, tutte. Friction, non l'ho sopportata. Non l'ho sopportata. Io Friction, forse, forse è la mia preferita. Cazzo, no, veramente non l'ho retta. L'ho trovata e veramente. Io, io l'ho trovata talmente, talmente anticommerciale che gli ho voluto un bene. Ho fatto questa garba a me, altri quattro stronzi. No, ti giuro, non lo so che cazzo aveva quella serie, ma per dite, a me per è, è piaciuta tantissimo. Ma serie aveva, aveva quello che non vogliamo vedere, dici? Credo, dici. È per quello che non piace, però l'ho trovato. sta l'ho trovata una messa in scena dei, stanca, 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 stanca. No, no, io l'ho trovata proprio anni 30 quasi. L'ho trovata, portiamola mm. al succo: Cazzo. Todd Browning. Con ogni Todd anno, Bro vabbè, so, Todd Browning eh, vedi. Non è, non è, non è, il film di Todd Browning. Secondo me, eh. è bello, Vabbè, ma il film di Todd è chiaro: che non è il qui, chiaro che non di è il film, TV, che non certo. potrà mai una serie TV essere mai un, un capolavoro di serie TV. Non potrà mai essere bello come un capolavoro di film. È studiato per un'altra cosa. Sì, Quindi, diciamo che se, un, se una serie tv lo vedi come un enorme film spezzato in più puntate, però devono essere miniserie. Ma Non ha, non ha, le, logiche, essere... ma non ha le logiche dei tempi. Quindi no, no, chiaro, chiaro che è, è scritta in maniera di diversa. Terry's è un buon film tv, una buona serie al tv, ma non è un bel film. Semplice. Comunque cui di American Horror Story ho prestato tantissimo a Zylum e. Uh, Roanoke che non è piaciuto a cazzo sì. di nessuno, che a me è piaciuto no, un po' perché era sì, una, un omaggio bene. allo slasher un po' alla non aprite quella porta, sì, però poi a me piaceva, mi piace quel il sistema lì era eh sì, esatto, poi era, era anche un po' metà sì, cinematografica perché c'era il fintomo commentary, c'era no, un po' di roba. Era forte, secondo me. Porti. E ho trovato, ti ripeto, ma ce l'ho tante. Eh, Dead set, quella con gli zombie. Non quella con gli nessuno. zombie, ho capito qual è, figa con Gli zombie dentro il grande fratello è meravigliosa. Eh. quella è una mega critica. Quella è la seconda serie di Black Mirror di Channel 4, Levano di Ulo. La, la di prima è ah. devastante. La prima di Black Mirror è devastante. Ma poi, fanno veramente poi... calcoli di Netflix. E poi poi eh, crolla. Fammi pensare a altre serie TV che mi sono piaciute. Guarda, True, è, Detective è Domain, TV... True Detective l'hai vista? True Detective si è discreta. La prima mi è piaciuta veramente tantissimo. Di... Veramente solo tantissimo. la prima, la seconda non mi è piaciuta. Solo la prima, io ho visto solo la, prima, solo la prima. È un discreto, a me non piace, che me che una serie piaccia tantissimo è davvero difficile. Mm -hmm. Mi piace, chiaro. discreto intrattenimento. E okay. Poi Good diceva... The appunto, Wire, time, qua oppurezza. mi citano The Wire. The Wire, sì, sì, sì. c'è pieno, però. non io poi Game of Thrones non penso piaccia a fede a però no due coglioni cerco <ride> di C ho una cosa un po' particolare Io siccome cerco di guardare film abbastanza impegnativi faccio letture anche del cazzo ma cerco ogni tanto nel, nella giornata di essere impegnato e libero col cervello se devo guardare una serie tv ed è troppo impegnativa non mi interessa troppo tempo con allora, quella concentrazione no, troppo, diciamo. se io devo perdere 60 ore e stare lì con una lentezza giusta perché c'è quella cosa lì. Ma però mi rendo conto che per me allungano i tempi. C'è qualcosa che non va perché il serial in, in quanto tale è fatto per essere più lungo per essere allungato. Se cioè, no, non, nasce, non nascerebbe tale, sarebbe un film a episodi, come erano i, i vecchi hit, l'ombra dello scorpione, che facevano episodi cinque episodi, episodi da un'ora alla televisione. Ma erano film di cinque eh, anni. Però secondo me ci sono, per... ci sono delle serie che sono pensate. Per essere eh, alcune, eh, qualcosa che ha un inizio e una fine, semplicemente dilatata in, in un tempo che in un film non potresti gestire. Allora io, che no, ne so, faccio 5? Cinque... No, però le, se lo esamini a fondo, sono, in ogni puntata troverai metà puntata inutile. Un Tempi filler, un fillerone, ok. È, il, il di solito funziona così: due, tre puntate, la prima stagione, guarda, te la salvo, perché questi sono riusciti a fare un, eh, il, il, il coso culinario, lo uso sempre, così ci si capisce. Sono riusciti a fare un brodo buonissimo, tirato al punto giusto, lo bevi e fai poi boh, brodo, e questa è la prima serie. Ce l'ho fare la seconda serie, la seconda stagione della stessa serie. Il brodo è il solito, è quello. Il brodo è quello, l'hai finito. È quello, cazzo, non ho usato mezzo di questo brodo perché è finito. Le idee le ho buttate quasi tutte lì. Ora devo trovare, ma buttaci due bicchieri d'acqua. Esatto. Il brodo è lo stesso, però è esatto. allungato. Succede Quindi molto stai spesso. Ma che seguendo la così. stessa storia che avrebbe al massimo bisogno di uno sviluppo di otto ore, non ti dico di un film, di 8-12 ore e lo fai 30, tre. E che cazzo, il tempo da perdere una vita sola non ce l'ho. Se devo perdere otto ore mi guardo bella tarde. E eh, scusa, infa eh, esatto, eh, es oh, eh, eh, no. infatti, c'è un commento che di, di McClovin che sono son d'accordo. Dice: Alla fine è una scelta: o guardi una serie o guardi 20 film che è vero. Eh, è cioè, una scelta. Eh, una scelta. Eh, Io certo. mi dei Infatti non nego la scelta a nessuno di guardarsi le serie, ma se mi si chiede a me se è la stessa cosa, non mettiamo un'arte di fronte a qualcosa no. che... Poi, poi, poi magari c'è chi dice... Tu che spendi Scusi. due ore e mezza per guardarti il cavallo di Torino di Belatar, sei più pazzo di uno che si guarda dieci giorni una serie TV. Però. No, uh, perché, cioè... sai, io ho visto un'opera d'arte, e quindi è come dirmi che sono un pazzo perché ho fatto dieci ore di fila per guardare la Gioconda. E <ride> stai guardando una stronzata fatta apposta per spillarti i soldi. Eh, cioè, beh, Tra l'altro, io in l'ha eh, so se... fatto e si è ritirato. Non so se la Potre pensi di. anche tu così, ma io in The Lighthouse ci ho visto tanto di Bellatar. Ci ho visto tanto del cavallo di Torino molto, in alcune scelte. Io non no, molto, sinceramente, soprattutto gli interni, se, loro due a cena. Io sono molto passatista in quel senso. Io ci ho trovato Dreyer Ci ho trovato proprio se devo dire, negli interni Bergman. Del lupo. Anche Bergman, L'ora del Lupo, L'ora del, del Lupo, l l uomo, l uomo, l uomo. certo, L'ora del Lupo certo. con quelle facce messe di. Che si guardano verso di noi con quel modo di parlare. anche la, la soggettiva Sudafo quando fa il monologo sì, dal basso. Che lo, es lo esalta. È, poi, poi è Mariano, girato. Però, ci ho trovato chiaramente Murnau Perché c'è. È, è, è girato in un modo. Tra l'altro, che c'è anche, anche in realtà, c'è anche il gotico italiano. In realtà, c'è veramente di tutto lì dentro. Cazzo. C'è i in Lighthouse secondo me questo è riuscita a fare un film incredibile. Ma questo è il secondo film, rendiamoci speriamo, conto che è il secondo film. speriamo regga il tempo perché per me questo è un capolavoro. Quindi spero regga il tempo e che fra vent'anni mi continui a sembrare un capolavoro. Perché eh, io veramente combatto con chiunque dice che questo è un film brutto e maniera. Veramente mi sono rotto i coglioni e poi magari. Ma maniera di che? Ma cosa vuol dire eh, maniera, dico sì. maniera, la maniera di? maniera? Fa di fare. Io lo dico, a Livorno Maniera è anche un altro modo di dire. Quindi è la maniera giusta di fare film. Eh, ma Maniera. Nella ma parola, la parola stessa, quando maniera dicono, vuol dire fare qualcosa in un certo modo. A me, quando mi dicono, a me, è un film di maniera, sì, quella giusta. <ride> mi rompe i coglioni. Tanto guarda che Avengers Endgame, Star, Star Wars, l'ultimo, che è spazzatura, mi rompe. Mamma l'ultimo Star Wars, che male al cuore che mi ha fatto. Mamma mia, si poteva chiudere. A, a Uno come me, che c'è cresciuto, il primo film a vista al cinema è Guerre Stellari. Voce no, no, veramente non mi sono mai massacrato. arrabbiato così tanto. E io l'ultimo ieri l'avevo amato, pensa te, per quello di Ryan Johnson, una... quello, era, quello in confronto all'ultimo, con cioè, è stata una, una chiusura. Che si è spento il fornello, proprio. No, ma poi, veramente è veramente scritto da un bambino di 8 anni l'ultimo Star Wars. È scritto cioè, per un bambino di 8 anni. C'ha delle scelte. Presidente. Quelli che arrivano quando c'è il, il, il pilota che va dalla sua ex tizia che lo vuole uccidere appena lo vede. Due secondi dopo, no. due secondi dopo, migliori amici li salva il culo, ma la ma, spada. Ma, te ma guarda, la sceggiatura dov'è? Dov insegna lei a usare la spada. Lei gli dice: Non sono pronta per questa spada. E gliela ridà a lei, no? Te la ridarò quando sei pronta. Passano sei minuti. Lei deve partire. Tieni la spada. Il training il, tra la spada. il training: il training sono due frame. Il training di lei sono due frame, no, ma, poi due te frame. Teli, ma poi gli dà la spada, e poi due minuti dopo gliela ridà. Ma che cazzo serve? A ah, niente, proprio, è, non, questo, è scritto... Il bacio esempio, raga, qua. il bacio... Andava, il lo, bacio. Sai per, lo sai perché andava ripresa così bene, perché Ryan Johnson ancora così bene non l'aveva ripresa, in quelle due riprese l'hanno ripresa da tutte le angolazioni così ne hanno vendute un miliardo. Ecco perché gli passa la spada. No, non ho bisogno di questa spada, inquadratura, primo piano sulla spada che dura 20 secondi, o meglio mai, che va venduta. De. E bimbi d'otto anni, la spada! Vabbè, ma la spada Quando di Star Wars c'è bisogno di pubblicizzarla otto... ancora. È scritto da un bimbo di otto anni, no? Te lo dico, è scritto per un bimbo di otto anni. Mamma mia, veramente, me ne volevo andare. Quando si sono baciati eh, Kylo Ren e, e Ray, me ne volevo andare. C'è veramente una roba. Sei proprio incredibile, cioè, settimo cielo: proprio settimo cielo. Io la cosa una roba... incredibile è che speravo in una vera storia d'amore fra di loro, in qualcosa di potente. E invece è venuto fuori, una ma, cosa... doveva lì, ma doveva essere lasciata lì, sì, sì, doveva essere lasciata intendere, certo. Ma doveva essere una cosa potente che doveva chiudere, cioè, si doveva proprio chiudere, con la, come si chiudono, lasciando una domanda su queste. Cioè, invece su è il, il bacio: del oh, vi, do, vi dovete baciare perché qua dobbiamo fare il fanservice. Quindi il bacio, qui. cioè, cazzo, il bacio. Ryan Johnson, tra l'altro, l'ha preparato perché, nel, nel se, se te lo prepari, gli sguardi, secondo, sì, sì. gli sguardi, è bellissimo. Fa un gioco meraviglioso, cioè, loro finché non si arriva al punto in cui lui non ti vuole far vedere, te vedi solo loro che parlano al vuoto. Una scelta di regia fantastica, cioè, sì, quella dove fanno, parlano con tutta. gli ologrammi, parlano con, con la con forza, con, parlano, parlano con la forza, quella cosa meravigliosa. In realtà, loro parlo, so, parlano con la forza, non sono ologrammi, parlano con se stessi, solo che eh, sono le loro menti connesse. E avere riuscito a fare questa connessione fantastica, che veniva divisa dalla violenza di Cairo Ren, subita e. Eh, perché lui comunque la cosa bella era che ti faceva vedere che l'aveva subita comunque è un'evoluzione che ha un anche background che Walker non voleva certo. e il bello è questo il maestro che non vuole in realtà è che viene preso nel momento in cui sembra che lo voglia ammazzare ma non lo vuole ammazzare ci ha già ripensato però lui lo vede con la spada accesa e quindi pensa che vuole ammazzare quindi la creazione dovuta all'atto del lato oscuro è una cosa bellissima perché comunque Dux anche se lui non l'avesse visto dice che si sarebbe dovuto comunque eremitare perché ha ceduto al lato oscuro nel momento in cui lo stava facendo. Perché per uccidere, sarebbe diventato si un sit, probabilmente sarebbe diventato non un si sit. Uccide, e quindi certo. capito? è bellissimo. E poi ritorna tutto e c'è Palpatine. No, ma oh, dai. C'è Palpatine sul culo ancora vivo con l'esercito. Che spara i raggi, raggi dalle passo. mani, ma che... Spara i raggi eh. dalle mani e basta, un raggio. Già, Terrible. si dice tutti al cinema perché sarà più grande il ritorno dello Jedi quando lo piglia e lo butta di sotto. Perché si è pensato tutti, ma tutto sto asino e tutto sto operatore, bastava fargli uno sgarbetto. Sì, torto, è, morto, è, quando, è quando il villain non ha, non, ha, non, ha spessore, non ha spessore quindi tu non ci credi non ci credi alla sua, al suo essere un villain Dai, Lucas eh, cioè. nel, nella, vecchia, nella vera trilogia di Guerre Stellari quella che io intendo quella vera che ho visto io al cinema da ragazzo era riuscito a prendere tutti una, una fanciullezza incredibile credevi a tutto ma era, un film cioè era un film è spensierato troppo, ma, non... no, ma poi è troppo programmatico Lucas parte da comunque Kurosawa si vede cioè, Luca pa parte da, da livelli alti lui parte dal Signore degli Anelli e poi fa un film per fa tutti. E poi fa un film per tutti. Ma la sua partenza è quella di partire da varie religioni che ha studiato. È l'uomo che è esordito con due film magnifici, come veramente L'Uomo Che Fuggì dal Futuro e American Graffiti, che sono due capolavori della nuova Hollywood. Li ha fatti Lucas. Cioè, Lucas poi fece Guerre Stellari e fu famosa alla prima, quando la fece per Brendan Palma e tutti gli altri. Lucas fece vedere Guerre Stellari ai suoi amici della nuova Hollywood. Allora, Spielberg gli disse: hai fatto i soldi. Spielberg ci beccò subito. Brian De Palma gli disse che film di merda il cattivo sembra una stufa, gli disse così. <ride> e Francisco Coppola gli disse: Guarda, abbiamo perso un grande regista, ma si è preso un grande uomo d'affari, mi sa, e se n'è andato. Cioè l'avevano già, l'avevano vista, ha, ha, no, ha capito che uno che ha fatto: l'Uomo è Fuggito al Futuro, American Graffiti fa i guerre stellari. Per un coppola della nuova Hollywood di 30 anni, intransigente, hai certo. fatto un bel film. Quello che ti pare. Però ormai non sei più un regista, sei un businessman. Non è un caso che non avesse più. Poi fatto un film quasi per 30 anni. Eh. Cioè, ha vissuto de Coppola. della saga di Star Wars. per Aveva ragione Popola. Perché... Poi fino al nuovo Minaccia Fantasma, non ha più girato un film, nemmeno i Sequel ha fatto. Sì, sì, sì. Però Guerre Stellari è un stato. È, stato un, è diventato un culto per una serie di motivi più o meno alti. Guerra però Il semplice fatto che è innovativo, il film ha. 100% Ma poi come le, le, le invenzioni tecniche che si è, che si è inventato no, no, per niente, fare le, le cose... Non si era mai visto niente del genere sullo schermo. Te lo cioè, già c'aveva dentro i io anni, avevo, cioè. avevo 5 anni, ero abituato ai film eh, con le astronavi Io quando ho visto quella cosa era tutto realistico, cioè aveva una potenza di, 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 di effetti speciali che ora non siamo comprensibili perché ci siamo, siamo andati... Ma era tutto vero. Ormai lo fanno tutti, bocca, ormai lo fanno tutti, allora non lo facevano tutti Uno shock per gli spettatori bambini come noi da primi elementare. C'è uno shock. Se vede questa cosa, infatti per quello dico io io non sono un fan perché i fan li trovo quelli che non Neanche che io, fanno. neanche io, io però mi ha fatto male. sono tante cose che mi fanno cadere dei guerre stellari, però li amo, quindi non vedo perché non, non debba criticarvi pure Uguale, uguale, anch'io non sono un fanatico, sono un fan, ma fan, però esatto. sono uno che lo ama, che è un'altra cosa che ci sono cresciuto e quindi vederlo quando lo devo criticare, vederlo distrutto mi dispiace, non mi fa piacere, come pensano magari tanta gente, gli fa piacere nasce il film. Cioè, a me, se fanno il figlio fumetti, come tutti, li leggevo da piccino, non molto i supereroi. Però a me se fanno i film belli di fumetti, cioè, se Batman e Batman Retards di, 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 di Barton sono filmoni. Gli Spider-Man di Raimi, i primi due sono filmoni. Il, se, il secondo è un capolavoro, secondo me. Ci sono tanti film mostruosi, quindi non è che non mi piace, gradirei ci fosse più qualità. Ma infatti, Guardiani della qualità. Galassia, nonostante tu non sei un assolutamente un fan della, dell'MCU, è un filmone, Guardiani no, della Galassia. Uno e due. Su Bellissimi due tutti sono e due. E che ho lì. Come ho lì Iron Man, perché il primo è bellissimo. Quello è il tipico come esempio lì, di... di esatto, come lì di... Avengers, il primo, perché Avengers è una bomba di film che ti diverti a bestia. Se non sai che cazzo fa con gli amici, lo butti lì, tanto al limite parli due minuti, poi lo guardi, la prima volta... Però Gaza. 20 però gasa, sì sì. sì. Ti diverti, guardi la battaglia, è un film molto ben fatto. Poi vedi l'ultimo e fai, ma cazzo, che è caduta in dieci anni, oh. No, l'ultimo mi ha deluso tantissimo, veramente. È Qua orrabba. chiedono, domanda... Vabbè. Forte, chiedi a Fede secondo lui come potrebbe uscire il Nosferatu a, a Eggers. Ma è meglio se non gli esce. Anche secondo me, è meglio se non gli esce. Eh, è un po' come. Il, chiamiamolo Emorroide. Questa cosa qui è meglio se non gli esce. No, anche perché basta. Cioè, la... Dai, no, no, ma no, ma è un pericolo per lui e poi l'ho già visto Dracula basta non mi fate più film con vampiri cioè, prendi, prendi quello di Coppola prendi Murnau prendi Herzog per me siamo a posto no, ci, no? sa, tu, ci, sa, ci sa Todd Browning tu. Todd Browning sì esatto cioè, ragazzi ci sa quelli della Emmer di Terence Fisher cioè, siamo pieni di Dracula ci sa quello bellissimo con Frank Langella ci e poi c'è Dracula Untold tutti quelli di Jeff Franco che sono meravigliosi c'è cioè, Dracula Untold infatti era meglio se era Untold minchia è un è superman Purtroppo che è su con colpa. Dracula al posto di superman un parere sulla serie classica di Star Trek non, non so se tu Avevo sei un fan di Star Trek eh, da okay. bambino ragazzino mi ci divertivo come un pazzo e la trovavo incredibilmente più crescendo e crescendo la trovavo socialista non so perché mi sa che gli okay. americani non l'avevano ben capito, o, o ho riuscito a non farglielo capire probabilmente. <ride> no, non mi era piaciuto, mi piaceva, mi divertiva, mi divertiva, mi divertiva. Klaus Kinski come attore. Vabbè, eh. Genio. C'è anche il Genio documentario. Quello di Herzog il, esatto, il mio miglior nemico esatto, il mio miglior nemico. Tra l'altro, l'ombra del vampiro, tu l'hai visto? Quello che. Certo. Bello sì, perché me l'ero me messo in lista e non l'ho ancora visto. Non un film niente male, interessante. Ok. Interessante okay. come fa finta che il vampiro sia Max Schreck, sia il vero vampiro. Poi c'è Willem Dafoe, quindi vabbè. Willan Dafoe. <ride> sì, Malcovich. E John Malkovich, vero? Interessante proprio perché alcune cose sono vere delle riprese e sono interessanti del non sperato, ma la cosa assurda è che lui appunto trasforma come nella leggenda che Max Schreck, che vuol dire massimo terrore in tedesco, sia... Assurda, realtà, ampio, sta cosa sul, lui lo diceva sul set per spaventare la gente. No, il chiaro? Andava a giro sempre truccato. Madonna. E siccome il, le macchine da presa dell'epoca non prendevano molto la luce e la luce del sole le bruciava la pellicola? Si, si imprimeva, si bruciava. Mi pare infatti ci sia il primo, e uni, il primo sole che si vede in vero ripreso da una pellicola che è riuscita a non deflagrarvi e a bruciargli la pellicola. Era quasi tutto girato di notte con luci... Ah, perché non riuscivano fino. a regolare l'esposizione praticamente, no, quindi girano. No, è certo, era impossibile, il sole brucia, era troppo forte. Di giorno la non potevi girare alta, praticamente, certo. No, giravi ma se inquadravi il sole... Di dietro, certo, certo. Ti bruciava perché il sole bruciava. No, poi inquadravi anche al sole la gente normalmente però che non battesse... Non doveva essere diretto sole, sulla, la, sulla Non essere la ripresa proprio del sole, la ripresa. Certo, Non lo puoi fare se certo. te l'ha ottenuto. Certo. Comunque, e, e siccome era ambientato tutto di notte, il regista faceva girare la voce che lui fosse un vampiro vero. Siccome lui andava a giro troccato e poi era brutto veramente come la peste, <ride> allora la truppa aveva paura perché comunque si parla del venti. minchia esatto, cioè, e oh, raga. E quindi aveva, aveva paura. E ha non fatto so se cosa il, il gabinetto ZRX, del dottor Caligari sì, no. è, è prima di Dinosferato, Sferato forse. di, di sì, Erzos. Sì, sì, quello sì sì. Quello è il prima, primo prima. Forse, forse horror. No, della No, il story. primo se vogliamo, se vogliamo è Der Golem. Ah, horror Der Golem è vero. È Der Golem, del 15 mi pare. Cos'è? È, è, è di Dryer no? Sì. sì. Okay. Di Carrara, come nel film di Fantasia. Ok. <ride> Eh sì, quello, cioè quelli, in quell'epoca lì, quando vedevi una roba del genere, era scioccante. Cioè, in generale era scioccante, anche solo. Io lo eh, trovo cioè. scioccante adesso. No, no, infatti, minchia, guardo il disperato di Murnau e penso boh. Oh, Nicola, ti fa una domanda che io già so la risposta perché ti avevo sentito parlare di questa cosa, ma te la faccio lo stesso. A proposito di film sui vampiri, cosa ne pensi di Intervista col vampiro? Eh, già è difficile trovarceli in quel film i vampiri. Eh lo so che non sei un grande fan di quel eh, film Trovo che ci sia un miscasting allucinante Troppo Bandera pompato, un po' troppo pomposo Sono tutti belli Sti vampiri, c'è un vampiro brutto E che cazzo è successo? Eh ma quello era il filone del vampiro bello aristocratico no, di quegli anni No, An è... venne fuori con quei, quei libri, Andrew anche interessanti, originali in un certo senso sì, Il primo l'avevo letto, non era neanche mi mi male regista. Secondo me il regista è che lei scrive un po' troppo semplicino, per me non mi piace molto. Però Beh, è molto, molto cosa, fruibile, molto, molto easy. Non, non, non mi piace molto, poco descrittiva secondo me. Comunque, vabbè, è una buona, è una buona scrittrice, ha inventato un nuovo modo di fare i vampiri in un certo senso. E nonostante poi in realtà ci fossero già stati negli anni 80, Miriam si sveglia a mezzanotte, roba che ricordava un po' il vampiro esteta, diciamo. Comunque, vabbè. E... Ho trovato che tecnicamente la ricostruzione di tutte le epoche sia fantastica, eh, i costumi meravigliosi, ho trovato la bambina che era Christian Dust. Christian Dust è giovanissima, è vero. Cacchia. Molto brava. Quello che ho trovato veramente abbastanza fastidioso era il, il, il modo di voler eh, rendere romantico qualcosa cercando di, di, di non, eliminar, eh, non eliminare l'horror. Però poi alla fine, in realtà, quell'horror è edulcorato, ma poi in un modo in cui perché anche il Dracula di Coppola trasforma in realtà Bram Stoker in una storia d'amore, sì, ma è, mo di... è molto. Passionale, molto Però greve, molto crudo. Proprio eh. della bestia. È molto bestiale, esatto. È esatto, molto ferale. E, come film, ecco. Invece, intervistato il vampiro sembra quasi dei vampiri. Se non ti fai il filo interdentale, non ti faccio entrare in casa. Non lo so. <ride> sono talmente precisi che, boh, poi sono troppo stupidi con tutta la vita davanti, sti cazzi tutte quelle domande, sei Tutti bambino, i drammi, figlio, psicologici. Figlio, di drammi c'hai? Cioè, la bambina la posso aprire. Ma te sei Brad Pitt, non so se hai capito chi sei. Sei Brad Pitt, sei <ride> vabbè, nel mondo diegetico però... del film Brad Pitt non esiste, però, quindi vabbè. Sì, però non no, ma sei Brad Pitt, cioè guarda ti sì, sì, faccia, sì. comunque, certo, perché scusa, sono sono belloccio, no? Sono uno dei uomini più belli al mondo, anche se te ti guardi in faccia e se hai pit domattina fai ammazza, sono bread pit, ma non perché ma è andata da... di culo, insomma. Per <ride> in è andata a culo, guarda in faccia ciò. So. Mi hanno vampirizzato e sono son buono, sì. Cioè, io faccio tutto nella vita: sono immortale, fa forte, fico. Bella ma guardate Tom Cruise, siete tutti figura, tutti voi fate un casino, ma per cosa? Per cosa? Ma godetevela E poi tanto è arrivato il grande carpenter, poi a fare vampire, vampires a fare vampire che, che a casa bomba. Sua, e gli fa e gli fa la stilettata giusta, intervista al vampiro perché quando il prete nuovo sale sul polmone, con lui e gli dice "Ma come sono questi vampiri? Scorda di quei vampiri effeminati. Tutti con i, i, i farpali e che pensano ai disastri della Questi vita. Ti Questi ti staccano la terra, testa. Si mangiano, ti staccano la testa e io li godevo come un pazzo. Mica che, che ta... quel film è un film di una, di una, di una dolcezza tamarra, come... tamarra, tamarro al punto giusto quel film. Veramente. Eh, quel film lì è un western con John Wayne, con Vampiri. è un film meraviglioso. Fighissimo, film fighissimo, splendido. fighissimo, fighissimo. Eh, Carpenter alla fine la sua rilettura ce l'ha sempre di tutto, quindi... Che gli devi dire a Carpenter? Me Domanda me figa: dire. un parere sull'influenza culturale di Blade Runner? Culturale l'ha avuta su chi l'ha vista come me e altri, nel senso che poi bisogna intendere cosa intende culturale perché... Eh, Beh, penso l'influenza forse a livello di, a a, di... un certo tipo di fantascienza che come messaggio però, che non era veramente... Sì. Allora a livello eh. visivo ha stabilito degli standard che pur essendo stato un flop in realtà poi sono stati copiati da tutti. Dimmi te un flop quel film. Quindi flopponi. Perché quell'anno ci fu ET e quindi Blade Runner e la cosa flopponi. Perché in E.T. E Quegli anni gli alieni e il futuro dovevano essere belli, doveva essere ET. Non ce n'era per cose e non ce n'era per il futurismo. Vabbè, ma è proprio la fetta di pubblico che si vuole prendere quel film che è diverso eh, eh. No, è, è, non è diversa! C'è un bambino gli puoi far vedere la cosa di Carpenter, eh, credo. No, è, no, eh. ma se l'è presa tutta. Non è questione, è ah, okay, che, okay. però se, è, proprio se l'è presa tutta. Cioè, perché eh, in quegli anni lì, quando io andavo a vedere sia e te che accompagnato la cosa al cinema pur l'anno dopo perché i miei tempi duravano un anno, due anni nei cinema e film, ti parlo dei primi metà Madonna. anni. Tante, tante, film di seconda, terza visione, l'ho visti tutti al cinema. E, e Andavi a vedere anche la cosa, e ti spaventavi come una bestia, però erano... cioè, e Blade Runner è, è stato culturalmente potentissimo a livello indipendente. A, 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 colpito tantissimo gli addetti lavori, i registi la un critica, fulmine a ciel sereno anche diciamo che come però film. non è assolutamente entrato seppure è entrato in un certo senso nello sguardo popolare non è entrato nella collettività nell'immaginario collettivo se no sì, Blade sì. Runner 2049 sarebbe stato un grande successo e non un flop il punto è che Blade Runner se te passi un ragazzo di 16 anni e gli chiedi di guerre stellari sa benissimo cos'è se li chiedi cos'è Blade Runner non ne ha idea. Forse più uno è stato Alien, forse più questa cosa che Alien dici lo, tu. No, Alien lo sanno, Alien lo sanno. No, dico, for, for, esatto, forse è stato più Alien questa cosa che Alien dici rispetto... Alien ti sto dicendo, perché Blade Runner è un film molto più difficile di Alien. Molto non più, più criptico, certo. certo più altro, molto... eh, Alien è una saga che è portata avanti, l'ho fatta, ora poi la girerò. La classe, tutto, tutto alien è una saga che poi porta avanti anche ora alla grande da Ridriscotto con con due splendidi Prometheus e Alien Covenant che chiaramente in questo mondo non sono capiti e sono considerati spazzatura come Blade Runner 2099. No, io, Prometheus, no. so, a me, prometto, so, non ha fatto impazzire, non è chiaramente Prometheus un film Sam, brutto, è un film genio. Però non, non so, non sarà, secondo me mi aspettavo semplicemente qualcos'altro. Non lo so, io, non... io mi aspettavo un film di Ridley Scott nello spazio, e come Dio per me, quando Ridley Scott va nello spazio, ci fa. Siamo figliare, a posto, fa... Chiara chiede di un film italiano. Riso Amaro. Guai. Un giorno. Scusa, Riso Amaro. Riso Amaro è un film. Non mi ricordo se è un classico. Penso di sì, penso che sia. Perché di... mi sembra un film di Risi non me lo ricordo più, sai, anch'io. Eh, di, di De Santis, allora di De Santis, sì, di De Santis, quello La Cameriera Te lo ricordi? No, io non, perché io non l'ho eh, visto beh, è un classico della, de, 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 del, del cinema italiano. Ok, è un classico okay. Di del cinema italiano che avrò visto almeno due o tre volte, però in età, certo, molto, 17 molto 20 giovane. anni Si parla quasi di 30 anni fa, eh. quindi non, non mi ricordo che era un bellissimo film perché come okay. fai a. a... Non ricordartelo, c'era Siede sì, Santi senza te, allora lo vado a vedere così perlomeno. <ride> poi ti chiedono film preferito di Bergman e se Iniziali, farai mai una, no, forno, sì. una monografia. Il film preferito di Bergman mio? Sì, ce ne troppi, però vabbè, Luci d'inverno, Il settimo Sicillo, La fontana della vergine, e Il posto delle fragole e via. Basta. Farai mai la monografia di Bergman? Sì, prima o poi toccherà. Dai, e l'aspettiamo. Cioè, sì, poi Riso Amaro, grande Gasman bianco e nero splendido sì, è un film classico classico della commedia italiana di quelli so, che puoi vedere puoi cancellare mio cervello ha dei flash del film. beh già cioè, ci sta ci sta non è che uno però è un classico. classico film che per esempio non ho in DVD invece vedi me l'ha fatto vedere perché Magari no. <ride> sembrava veramente un ottimo film fra, fra i mattatori la... della commedia italiana Gasman, Sordi, Tognazzi, Manfredi chi, Appunto, chi, reputi, il migliore? chi reputi il migliore? Gasman Manfredi, Gasman, Manfredi, Sordi, Tognazzi. Come attore Gasman, assolutamente. Poi Manfredi e Tognazzi al solito livello e poi Sordi. Ok, ok, così abbiamo risposto anche. Ma poi parlano di noralismo. Cosa ne pensa Federico Frusciante di Kate Winslet? Vabbè. Che È una grandissima attrice e una bellissima donna. Attrice veramente. scoperta dal grande Peter Jackson nel capolavoro Creature del Cielo, Creature Heavenly, Heavenly Beast, Heavenly Creatures, ok. Un capolavoro, ma sì. un film immane. Cosa ne pensate di Shatter Island? Secondo me è un bellissimo film. Un ottimo noir. L'unica cosa film. che secondo me mh, cioè non, non va, nel senso non va. Una cosa che. è che ha un, un meccanismo molto, molto già visto. Nel senso, il meccanismo del, appunto, Io del. ti dico la verità, credo che sia voluto. Ah, tu dici di... che la storia alla, alla Fight Club, alla ah, Secret Window, se ti... secondo me non è alla Fight Club, secondo me non è così. Secondo me il colpo di scena in realtà c'è e per chi se lo può aspettare ci può essere, ma io, mh, allora, dopo la barca come il, quello accanto a lui non si sa levare la pistola, mm -hmm. c'è una scena che arriva no? e gli dico, mi dovete dare le pistole anche se siete dell'FBI ho fatto no, ma com'è possibile? la polizia gli fanno levare la pistola lì, di ah non ti aveva già, avevi già mangiato la foglia lì non avevo capito se era uno o l'altro ok perché sono due, comunque c'è Di Caprio e lui e a, poteva essere l'altro e di Caprio essere il protagonista e fare, fare finta certo, so, no. certo poi a un certo punto c'è eh, Mark Raffalo che quando deve consegnare la pistola non sa nemmeno dov'è, per trovarla ci mette un'ora non la sa aprire la custodia si capisce che non è uno che ha mai aperto una custodia vita sua una, di una pistola, una, una, quindi lì capisci la, già la macchinazione. Sì, che c'è? Capisci torno. che c'è una macchinazione. E eh, avevo capito, qui c'è tutto, non torna. Questa è la prima volta che lo vede. E quindi secondo me eh, il bello di, del film è che lui, Scorsese ti scopre le carte sin dalla, da, dalla barca, sin dall'inizio, ti scopre le carte subito. Eh, se te guardi quando arrivano e sono agenti della polizia, perché loro dietro stanno puntando i fucili a DiCaprio Ah, ok. e okay. non a quell'altro in realtà Scorsese a livello di immagini non di parole ti sta dando tutte le soluzioni poi sta a te se solo sei che, concentrato su alcune che, cose durante la prima visione sei non te ne accorgi certo, su certo. seguire la narrazione meno visiva e più parlata come è giusto che sia Qualc da un certo punto di vista e poi scopri tutte le quindi è un film che si sì, sicuramente alla seconda visione è più bello perché scopri determinate sorprese. Che non Capisci ti quei, quei segnali, che quelle probabilmente cose. probabilmente, è un film che un po' perde, perché, come tutti i film, ha effetto esatto, ha tolto l'effetto. Perfly, però ha una costruzione di una bellezza talmente elevata visivamente che io l'ho visto almeno 40 volte. Ho visto tre oh, volte al cinema e non so quante volte in Blu-ray. No, no. Poi ti chiedono: vabbè, ti chiedono cosa ne pensi di Stalker e di Tarkovsky in generale. È un film, uno dei film più belli della storia del cinema, e questo dimostra quanto un'altra un volta ho detto: non bisogna capire quello che si vede. Tutte le volte ci capisco qualcosa, tutte le volte penso di averlo capito, e secondo me non ci ho ancora capito un cazzo. Non capito e va bene cazzo, così, guardo, e, e va, va bene guarda. così. Questa è, una, questa è una cosa molto importante che vorrei far passare da chi sta guardando questa live, ma come, come cosa mia in primis? Che molte volte tendiamo troppo a, a, a voler veramente cercare di portare a casa tutto, uh, perché pensiamo di, boh, di leggere qualcosa che ha un inizio e una fine e deve darci qualcosa, che è quella appunto. Quando in realtà nel cinema molto spesso non è così, come appunto stavi dicendo anche prima. Eh, anche, anche solamente le sensazioni, anche solamente il il, il rimuginare e vederci una roba diversa ogni volta che magari non è mai quella giusta o non lo sapremo mai perché magari il regista volontariamente non ce la vorrà mai, mai svelare no? è, è giusto così credo che sia giusto così da un certo punto di vista certo ma poi ti ripeto il cinema lo subisci e quindi esatto esatto qualche parola Sta su chi Duke una cosa sì se ti piace o non ti piace gusto tuo giusto di non piacerti non piacerti cioè, io ripeto il gusto del personale non si discute nel senso che ognuno ha proprio il suo, ma si discutono i gusti fra di noi, perché se no non esiste. Cioè, se io, non esiste il confronto, non esiste. Ho, ho cioè. fatto, ho discusso su alcuni film e ho fatto cambiare opinione a tante persone. Pochissime volte ho discusso e mi hanno fatto cambiare opinione a me. Mi è capitato poco, sinceramente. Ma, è ma questo pensi dico, perché no, tu vedere. sei molto forte sulle tue opinioni o perché pensi che hai un livello no, magari di analisi? Penso che: che come, come analizzo io, per come mi piace a me la cosa. Credo di essere arrivato a un certo punto di averla capita, okay. e averla capita anche male. Chiaro che non ne discuto di Natale a Rio. A me non mi devi convincere che è bello perché per me non lo è. Non c'è niente, niente da convincere, chiaro. Non c'è niente da convincere per me. poi gli altri fanno quello che vuole. giusto. Poi, se farci. parliamo del Sono... cavallo di Torino, Scusa, ne possiamo parlare di più. Bisogna ragionare, ma anche di un film anche più basso. Si può parlare anche di John Wick. Si può parlare anche di, 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 di un film, anche di Intervista al Bambino Babaduc, raga Babadook. Babadook. Cioè, Babadook. Che, che o non, non l'ha capito nessuno Babaduc. Nessuno cazzo, un tutti quelli, con... eh. eh, cioè quelli... sono quelli... cantina, fine, è eh, però I il mostro. Fra di loro, il mostro riusciva a esistere solo perché loro avevano quei grossi problemi. Quando la madre ha risolto il problema del senso di esatto, colpa verso il marito e esatto. l'odio verso il figlio, lo ha riversato tutto dentro un libro che chiaramente ha scritto quando manco se ne è accorta perché quel libro è apparso dal nulla. Lei scriveva prima, filastrocche per bambini, libri per che cazzo Ma poi che mai senso mai ha che libro? ti prendi un libro del Baba Per per appuntamento? Lei ha creato volutamente l'uomo nero per muovere tutta quella situazione ma il Babadoo che esiste chi dice non esiste no no c'è è reale noi creiamo è un po' american cazzo noi cre... se una cosa la pensiamo talmente forte in, nel cinema fantastico diventa, diventa reale realtà. certo quindi certo. diventa reale e lei ha il modo di rinchiudere lei non può strappare di sé quella parte nera perché ormai fa, fa parte di lei perché ormai fa modo parte di lei è rinchiuderla in cantina nella parte più buia la, la parte e di alimentarlo la perché par... gli dà da mangiare, lo alimenta. Alimentarlo perché non va di... cancellata perché sennò diventi un, un, un lobotomizzato, diventi un automa. E rinneghi buono, te stesso, assurdo, non, devi, non... non devi rinnegare poi te sei stesso. Sempre così. Non è che puoi stare sempre con il sorriso come uno scemo, quella è la sua parte nera. E non è un caso che al bambino cosa gli dice, ma io quando la potrò incontrare? Quando avrai 18 anni, perché più o meno è l'età della ragione e ti verrà la tua parte nera. E poi, e poi è un film sull'incomunicabilità anche, su certe... Ma certo, ma poi... Cioè, e invece no, ci, vedono, padre, ci vedono solo il mostrone, ma che cazzo vuol e dire questo mostrone e che fa va in paura cantina? proprio perché è un film Guarda che la paura è data proprio dalla narrazione è proprio dalla, dal rapporto di questi e questo mostro che in realtà tira fuori il, il, il male e rimane... Ma poi c'ha due impaurito. attori in tutto il film ed è una fotografia stupenda, ma poi è, è bellissima. La paura, cioè rimane al di là della tecnica, la paura. Per me era palpabile. Un film di paura, ehm, come suol dirsi dell'orrore, eh, costruisce la tensione. Non, non, non per forza la tensione è fatta. Non è un film di jump scare, non è un, non è un film. Eh no, assente, ma perché un, la paura non è, è da confondere con fa, lo spavento. Sono due cose diverse. finire di respirare quando hai avuto l'orrore. È cioè uno di quei classici film che costruisce la tensione, arriva al terrore nel momento in cui veramente hai paura. Perché il terrore è il momento in cui hai paura. E poi, e, poi do, cui... Rilascio, e poi ti do il rilascio. Ti do il rilascio questo. E arriva l'orrore e quindi in realtà uh, cade perché finisce la scena, te riparti. È un horror costruito perfettamente come si costruiscono con i film gotici alla Mario Bava, proprio con quei tempi lì. Cioè, cioè un In, in che... Ereditari a me mancava l'aria a un certo punto, non ce la facevo più. In cioè... Ereditari cioè... ha preso tutto il meglio di Polanski, il meglio di tanto cinema di quel tipo e ti ha trasportato con una fotografia chiaramente Però proprio come se sembrava morte la fanciulla messa lì in una maniera. Riaster e esordisce con un ottimo film. E poi e ne fai altro un altro che è completamente più... alla luce del sole. Bam! La luce del giorno <ride> cambia completamente e fa un film ancora più bello. Più che ottimo, direi eccellente. E a questo punto più difficile di ereditary, secondo me. Dai, dai, A questo punto da mer in sala. E boom, uh, veloce. Poi, eh, fra poco chiudiamo. Che è tardino. Uh, cosa ne pensi di Miyazaki? So che lo ami. Vabbè. Quindi, se vuoi parlare, farò due lo parole amo, su Miyazaki. Una farò entro l'anno la monografia. Quindi. Stavo aspettando perché so che sta girando roba. e quindi però si è dovuto fermare. COVID e cazzi. Ora vediamo perché stava facendo il film nuovo. Lui, qua dicono: Dopo no, questa live, non vedrò però, Clint Eastwood neanche in cartolina. No, no. Cosa vuol dire? Clint Eastwood è un grande non regista. No, no, qua c'è guarda... un commento che dopo questa live non vedrò che in neanche in cartolina. Non capisco cosa intende perché visto vuoi... che. Eh, boh, ah, ma... No, perché, perché è di destra, è reazionario. Che ah, ok, ok, ok. Che, vuol dire, e, e, allora, che però fa un, cinema, mai... fa un cinema di sinistra, tra l'altro. Cioè, no, ma non... comunque, al di là del fatto Eastwood prima di tutto, nei suoi film, anche quando sono conservatori, sono film intelligenti e mai. Esatto, esatto. Secondo, al di là di Firefox, che fa veramente cala, stare, eh, che gli è venuto proprio male. Poi. Per il resto eh, eh, non è mai stato uno che si è dichiarato di sinistra e che poi dice, ha, ha fatto tutta la vita al compagno, un Oliver Stone domani mi fa, io voglio, voglio mi fa Trump, ma sei scemo, mi ha preso per il culo tutta la filmografia. Un po' come dicevi che, prima dei CCCP. <ride> eh, cioè, mi hai fatto un discorso lungo 40 anni ora crolli così, ma che è? Certo, certo. Invece Eastwood è sempre stato così è sempre stato repubblicano sempre dichiarato però sem è sem sempre con, con film, film ma io adoro film romero romero è monarca ha ripudiato il fratello perché è un anarchico comunista eppure ha fa fatto alcuni dei film del Nouvelle Vague e dei film francesi più belli la storia del cinema li adoro cosa vuol dire io non mi faccio fermare dalla politica sul cinema non mi interessa niente io ti ho detto un conto e se no se il, il regista è fa una strage e ammazza 150 persone fucilate perché viva Hitler, io poi quando guardo il suo film non riesco più a essere distaccato e non lo voglio vedere. Anche se magari è un capolavoro, è una scelta mia, poi il fatto che... Però se uno ha le sue idee ma ha, ha qualcosa da dire, eh, va bene... Non se ne frega, cioè, se uno dice le cose come le vuol dire, cioè, Romero raccontava la vita, la vita borghese la sapeva raccontare. Eh, certo. Perfettamente, anche criticamente, ma la sapeva raccontare era il bello della Nouvelle Vague un gruppo di, di, di pazzi Chabrol, lui e, ragazzi, lì, lì si parla veramente cioè, di film come a banda far però ci si sogna no? cioè, siamo, boh, io amo i movimenti quindi Vague, New Wave New Wave in tutti i sensi cioè, una roba Hollywood cioè, a me piace quando si c'è questi movimenti che rinnovano dal basso e riescono però a entrare nell'alto ora non riesce da, da un po' di anni eh inserire. ma perché ora manca, manca certo l'ideologia di base un eh. bisogna venderci un po' per forza quasi sempre anche magari gli altri sono un po' venduti ma non tutti però vabbè certo. poi non è per forza un difetto se si vendono e fanno dei bei film di intrattenimento meglio quelli che quelli brutti però la parte di industria ce la dobbiamo puppare purtroppo il cioè... cinema senza industria non può funzionare Qualcosa sì, ci il problema c è sempre quello che ci stende intorno, non dovrebbe essere un'industria intesa come guadagno, non dovrebbe essere una società... Come, come catena, catena di montaggio, come catena come di catena montaggio. Da posti di lavoro, perché c'è del lavoro, viene pagato e tutto il resto, in incassi devono servire, ma dovrebbe essere comunque una cosa... Come la ba basata sull'arte, il ovviamente. cinema dovrebbe essere certo. gratuito, nessuno dovrebbe pagare per entrare in un cinema dovresti pagare il minimo indipensabile Eh, hey, i lumiere avevano pensi? spaventato la gente buttandogli addosso il treno senza che nessuno glielo chiedeva. Certo. <ride> esatto. Va bene, dai. Uh, qua, vabbè, c'è un ringraziamento da parte di Simone che dice che ti vuole ringraziare perché ti considera il suo maestro. E... Oh, maestro Niente, dai, direi che... Di allora... Buone le lasagne, buone, buone. Direi Voi che abbiamo fatto notte, anche se Fede è nottamolo, quindi mi fa molto piacere. Spero che... Allora, è stata interessante allora prima di chiudere vabbè, lo ringrazio pubblicamente ancora perché per me è stato un onore non avrei mai pensato sul mio no, mi premio. minuscolo canale di, di poter fare una chiacchierata così bella con, con te e sotto, mi raccomando, passate su tutti i link di Fede se non ci siete già, cosa penso improbabile. Ma se non ci siete già, passateci. Iscrivetevi e supportatelo perché eh, servono personaggi come lui per chi ama quest'arte, per chi ama questo, questo mondo bellissimo. Grazie anche a quelli che magari sono passati sul mio canale eh, non conoscendomi perché giustamente spero che tanti Iscriveri. siano venuti anche perché hanno visto Fede. E niente, noi ci vediamo presto. Cercherò di portare più contenuti sul cinema ma anche contro magari tanti che mi seguono peraltro ma d'altronde si fa quel che si può e con Fede spero che magari ci sarà anche modo di, di, ri, di ripetere di replicare appena si eh. potrà venire a Livorno eh, cacchio voglio venire a trovarti da una vita ma mi hanno bloccato come hanno bloccato tutti quindi eh, è andata così qui. quindi dai un salutone sì. allora a una tutti e ci vediamo presto grazie ancora Federico e un abbraccione a tutti a te, abbraccio. ciao ragazzi